Ma ciao, ma guardate che c'è qui. Buonasera. Buon Ciao Dara. 3202 a tutti. 3000, 3000, come? 3202. Ah, ok, al contrario, mi piace. Sul mondo bizzarro. Bello. Ciao gente, buonasera. Buonasera, c'è Alessio. Opzione C del quiz di Lorenzo. Qual era Lui ha l'opzione? proposto eventuali candidati come ospiti di oggi, aveva detto Giacomo, Andrea, Alessio, lui, il Ah, fantasma ok. di Luigi, che vabbè, poveretto, lo salutiamo, e poi c'era Io un'altra non persona che non mi scammo ricordo. mai, io non scammo più, ragazzi. Tutto quello che dico è real. Se ha detto che c'è la sorpresa, c'era la sorpresa. C'è la Bella sorpresa, Alessio. e quindi vi beccate adesso, purtroppo, mi dispiace. Torno subito. Vai. Buonasera, buonasera. E Buonasera. finalmente uscito dalla modalità podcast. Sì, ho recuperato una forma fisica, ma sono sempre al telefono, tristemente. Vari problemi col wifi, prima o poi riavrò il computer, giuro. Infatti l'audio non è sicuramente dei migliori, ma non posso fare altrimenti perché c'era uno solo di mente, quindi fa molto ridere Ma questa va battuta. bene lo Ovvio. Allora, fammi vedere la maglietta, che come al solito ci avrai una È un maglietta fighissima. pigiama, però Ah, posso va far bene. vedere il mio regalo di Natale, che è proprio la vestaglia. Aspetta, che è un problema di Spider, non si vede? Oh, Aspetta, bellissima. però non si vede, Il non si vede lo nome, stile. cioè col font degli anni 90, Esatto. bellissimo. Purtroppo non è. Incredibile. Con la webcam non rende Ma bene, però no. avete No. capito. Tra l'altro è Sì. caldissima, caldissimissima, quindi Buono. mi avvinghio. Buono, buono. Ah, Avvigli, insieme avvigli. a queste. Ah, beh, sì. Proprio Belle, belle. buttato da testa ai piedi, letteralmente, con l'uovo Esatto. grande. Pure il pigiama ti volevo Allora, regalare. Bellissimo, guarda quel romita là, guardalo, fiero. Alessio, Bene, come stai? Meno raffreddato rispetto alla settimana scorsa, però comunque meno raffreddato. Però il raffreddore non mi impedisce di male. andare in palestra. Schifo, Simone, Dio di Dio. Oh, andate tutti in palestra, ricordatevelo. Stai continuando a spingere? Madonna, grosso, gigantesco Alessio, gigantesco, non vedo l'ora di È vederti di di nuovo, Brock che sarà si enorme. allena. Sì, bravissimo, Ale, Io bravissimo. pure sto facendo pensierino sull'iniziare un percorso di attività fisica. Però E non dai. in palestra, più un corso. Questo Di anno che che cosa? inizia, quest'anno che inizia, tutti quanti, di che vuoi fare, Sara? Stavo vedendo che qui vicino da me fanno il corso di pole dance. Arriva, Quindi, dove? oppure. Sì, no, te l'ho detto a te oggi. No, tu già non l'hai già fatto, No, no. era di burlesque. Ah, giusto, giusto. In modo, sì, giustamente E l'ho confuso. quello cerchi aerobico, è Ah, carino. ok, Vediamo un attimo. fico. Fico, Appunto, porco pole Giuda, dance la cioè, fanno il anche pole in molte dance ti vengono palestre. dei muscoli che devi rimanere appesa, Sì, devi fare un sì. sacco di robe. Sì, bello, bello. E vabbè, comunque sì, dai. Allora, Ivan, hai montato qualche tenda in salotto? No, non ho montato quest'anno nessuna tenda in salotto. Saluto Ciao, coraggio oh. il sapere, come stai? Ciao, Sei coraggio di sapere. fresco? E grazie a Tony, il bimbo della Olsen, per aver rinnovato l'abbonamento 17-20.000. Grazie, Tony, bimbo della Olsen, come giusto che sia. E Ivan, eri? Beh, un po'. Ma Ok. sto capodanno tutti insieme, per me è sempre bellissimo. È andato bene a voi. Sì, è stato divertente. Ciao, aspetta, chi ha dato il follow? Ferlo, che non so leggerlo, aiutatemi. Ciao Ferlo, che fa Drauz. Grazie per il follow, grazie Facilissimo per da il follow. leggere, però. Minchia, Ma tu, davvero, ma cioè. Tony è il nostro Tony. Io non l'avevo riconosciuto perché ha cambiato Tony, nick. sì, perché il Tony, bimbo della Olsen è da quello, quanto è lui. tempo? Come stai? Poi, buonasera Duncan, buonasera Anto. Ragazzi, gente, ma qual è l'argomento di oggi? Io manco lo so, non ho visto il titolo. No, aspetta, ma ha scritto una chat privata. Che Ha roba, detto che. Valerio che mo arriva lui a Scivolosa. salvarci. Allora, aspettative film 2023 dell'MCU, e qui scateniamo Alessio. Secret Wars, un sacco di rumor. Vabbè, scateniamo Alessio. The Marvels, fighissimo per Big Screen X. The Poets lo scrive. Indovina chi scateniamo? Alessio. The Flash, promo art. Ci facciamo un po' di Scateniamo disagio Ivan. in generale.
Esatto, un po' di risata in generale sul fatto che ci abbia il collo così perché indossa una maschera di Salve. Batman. Ben 10, cosa fai qui? Ten, benvenuto. L'ho fatto solo per Balla voi. Ten. C'ho Devo pure uscire l'obbligo dalle... da qualche parte, c'ho l'orologio da qualche parte dentro. Buon anno a tutti, buon anno a tutte. Bentornata Gorà, ti mando un abbraccione, spero che vada meglio. Ciao Tony, ciao a tutti Genio. quanti. Vuoi? Ginseng. Non me l'hai Un fatto. anno nuovo, una nuova cazzata della Sony, scommettiamo? Vabbè, ma cioè, hanno annunciato Hypno Hustler quando era il mese scorso, quindi non è che si siano mai fermati, dice, ma non Il 9 l'hanno dicembre. garantito. Te lo ricordi proprio come si dimenticano queste cose? No, Ciao a non è vero, tutti. cazzate. Era il 7 dicembre, il giorno dopo della laurea di Luigi. Comunque, fatti due Benvenuto, ricordi. benvenuto Ferlo, che non dirò mai il resto del nome. È tostissimo, è tostissimo. Io sono mega dislessico, Ferlo. Mi dispiace, però benvenuto, Ferlo. Cioè, piacere averti qui. Propongo Alessio come Barry Allen a James Gunn. Vai, fallo. Così per una volta Alessio leggerà qualcosa che non è Marvel, almeno per studiare il livello di fumetti, ovviamente, perché Alessio Sì, legge un tra sacco l'altro di a me robe. Flash quando ero piccolo piaceva tantissimo come personaggio. Che cazzo, almeno Marvel. Ma se vuoi ti consiglio delle storie, Ma sai Alessio, non ti perché? preoccupare. Perché c'era quel film, se non sbaglio, si chiama L'asilo dei papà, credo. Sì, Quello con Dove c'era. Schwarzenegger. No, C'era. non era quello, non era No, no, quello. c'era. No, c'è il bambino vestito da Flash che si chiama solo Flash. Appunto, sì, però c'era il bambino che non si voleva mai togliere il costume, e mi Sì, è piaciuto un sì, sì. sacco. Sì. La cosa bella è che in quel periodo Flash era Wally West. E quindi nel film lo dicono. Se lo fai vedere adesso a una persona che conosce Flash, ma chi cazzo è Wally West? Era perché tutti conoscono per la serie Barry Certo. Allen. Ma soprattutto Ivan. Ha rilasciato nuovamente casa. No, no, Casa nostra. sono sempre alla stessa. No, è l'angolazione, ma è la stessa cioè, stessa inquadratura delle altre volte. Sono sempre qua. È sempre con lavori in corso casa, però sono in quella che è effettivamente casa mia, anche se questa non sarà camera mia per sempre. Ci sto per adesso quando la creeranno camera mia, che ancora non è stata. Ancora è tipo un cumulo di Non è macerie. stata progettata. Sì, c'è un asteroide dentro che dà i superpoteri, quindi Simone chiede cosa hai debuttato di vecchio dalla finestra a Capodanno? niente. Direi io che sto, come dice Lorenzo, l'anno di 30, ma sono uno stronzo, quindi ti rispondo Luigi Parentela. Ci ho pensato tantissimo a lanciarlo sotto, però alla fine ho Non resistito. abbiamo lanciato Luigi Parentela, che E peccato, no, non abbiamo tirato nulla. però faccio vedere solo una foto che è caruccia. Anche perché stavamo a casa di Valerio, e Valerio c'ha il giardino gigantesco, a casa di Valerio e Sara, e quindi se tiri una cosa rimane dentro casa loro, cioè non è che la tiri, non la puoi lanciare molto, Oppure devi torna uscire di indietro. nuovo e riprenderla. È tipo un campo gravitazionale. Ma questa qua è la Bohemian Rhapsody, no? Cioè, quando il video di Bohemian Rhapsody dei Queen. Rara foto del cast dei Fantastici 4. Beh, Oh, sì. perfetto. Come ti Luigi nel penso a fare? ruolo del coso. No, perché Luigi sta insieme a Federica, quindi Luigi per qualche strano motivo è Mr. Fantastic, Federica la donna invisibile, io mi accollo Ben Grimm, ben volentieri, Valerio è la torcia umana, dai, si può fare. Grazie mille a Luca per il 17° mese, Grazie bentornato mille, per Luca, grazie mille. perché è Barry Siamo. Allen. È vero. No, quello è Alessio, scusa. Non. Che poi, Ale, nell'asilo di papà, tu te lo ricordi il verso dell'elefante che lui faceva? Non lo riguardo da tantissimo tempo. E lui a un certo punto gli fa sta cosa, io ho imparato questa cosa da quel film, se non riesco, e a un certo punto gli fa, dai papà, fallo ancora, lui fa... lui dice di Ed rifarlo, esplode. lui gli fa: no, papà non lo può fare perché se no gli prende una cosa chiamata aneurisma. Noi non vogliamo che a papà prenda un aneurisma. Mi ha sempre fatto E molto poi quelli ridere. sono i film che fanno molto più ridere quando sei più grande e non Sì, quando sei bambino, perché cioè, bambino vedi i bambini divertente, ah. era Quando bello perché cresci ti vedi rendi tutti. conto di quanto siano geniali le cose, cioè veramente. Sì, no, ma vabbè, Eddie Murphy ancora la stava, cioè non era ancora, cioè non era più a livello anni 80 dove era Dio sceso in terra, però era ancora Eddie Murphy, cioè adesso non me ne voglia, però Beh, adesso credo c'è il figlio che scrive i pronostici, per cui. che. E quindi insomma siamo tutti quanti Esatto. caduti in basso in un modo o nell'altro, Eddie Murphy compreso generazionalmente oltretutto. E non sempre i bambini sono divertenti, ma in quel caso.
lo era. Secondo me, almeno nell'asilo di papà, erano molto divertenti, era carinissimo. Poi, cioè, il fatto che c'era quello là che appunto c'era quello di loro che era molto nerd, e appunto gli faceva al bambino Flash, lui diceva combatto Lex Luthor, e lui fa no, Wally West combatte Gorilla Grodd, l'anti-Flash, sti qua. E quindi era una costante citazione, ma a un certo punto gli dice che ha un'idea per salvare la situazione, perché come ogni film di quegli anni c'era il momento del terzo atto in cui tutto va allo scatafascio solo per riprendersi alla fine meglio che mai, e Di Murphy gli fa: senti, se di nuovo una citazione a Star Trek di Scaramento in mezzo a quei rovi, cosa mi ha fatto sempre ridere. Quello che io dico con Ivan ogni volta, se di nuovo una citazione a Spider-Man ti scaraventro, scaraventro, come quei Simpson, ah, ma scaraventro. lui è perfetto comunque per Mr. Fantastic. È vero. È lui. C'ho una domanda da fare a tutti voi. Siamo nel 2023, usciranno una tonnellata di film, ma una tonnellata vera. Io, grazie ragazzi del gruppo di abbonati, ho questa grafica. Quali sono? Anche Sara. Cos'è il Megan? È un film horror con una bambola posseduta da un'intelligenza artificiale, a quanto credo. Mi sembra Madonna prodotta santa, stiamo veramente, da stiamo Jordan Bloom, rimestando, eh. credo. Siamo ri cioè, è proprio un rimestare nel torbido. Ma queste cose qua Uniamo. vanno forti, Ivan, vanno fortissimo. Vanno Infatti forte, sì, però. stanno già desiderando il crossover con Chucky. l'altro, no, con Chucky. The Conjuring. Ah, Annabelle, quella bambola Vogliono, Annabelle. sì, vogliono per forza il crossover. Sì, ma hanno fatto l'altro ieri, cioè, Grazie, finita Nicola. l'altro la serie TV su Chucky, dove era una bambola robotica, anche Sì, lui. esatto. No, Chucky non era una bambola Nella robotica, era. nuova serie Nel sì, reboot. nella nuova serie sì, hanno fatto una serie TV, dice che è molto bella oltretutto. Ma soprattutto il 9 gennaio uscirà il nuovo trailer di Quantumania, e dai, Sì. io sono curioso, Allora, comunque a me Ant-Man piace. in teoria esce di notte perché esce, se non erro, ha fatto adesso il pezzo durante il pezzo, la partita dell'NBA. Io spero che come l'altra volta lo mettano comunque online alle 6 e speriamo. Ma quindi il 9 Ah, non lagga oltre solo a all'8 me, e quindi. Ok, no, pensavo la cassa in generale. Ale, stai laggando. Alessandro. Torno. Ok. Arrivederci. Ma come fanno un altro Evil Dead? Cioè, fanno un altro film della casa? Sì, Chi Rice. cazzo lo dirige? Non lo so chi lo dirige. Spero prodotto da Sam Raimi, se sennò... Ma sicuro è prodotto da Sam Raimi, perché credo ci abbia tipo i diritti, se non sbaglio. Cioè, anche Come... perché la casa, ogni film della casa è stato fatto da un'azienda, da una casa di produzione differente. Cioè, il primo era autoprodotto, Sì. con qualche cosa. Il secondo era Dino De Laurentiis, quindi erano strano, infatti più bello, vabbè, momento di orgoglio. L'Armata delle Tenebre mi pare che era tipo Universal, una cosa così. Sì, erano loro. Per O quattro. Ferlo, anch'io Chiappa voglio dentro ringraziare. Ale, aspetta, non lo chiappo dentro Sì. io. Vai. Ale? No, l'hai tolto. Ciao Ale. Dicevo, anch'io sono un sacco preso per Cocaine Bear nella sua follia, ma non possiamo parlarne perché Sara si prende a male per la storia del rosso. No, Quindi. ma lo capisco, perché comunque, Sì. cioè, è triste il No, fatto che sia basato su una storia vera. l'idea è bellissima. Cioè, l'idea è figa, però è triste il fatto che è basato su una storia vera. Poi fanno Creed 3, che io vi dico la verità, ragazzi, da grande fan di Rocky, quale sono. Ho visto il primo Creed e mi è sembrato Anch'io. un film molto vuoto per quanto mi riguarda. Cioè, io penso che con tutto che la premessa era fichissima, cioè l'idea appunto del figlio di Apollo Creed, io adoro Apollo Creed, cioè Apollo Creed per me è una delle, forse in alcuni momenti è anche più interessante di Rocky da seguire, secondo me. E ho sempre trovato, cioè, lo so che è un cult, lo amano tutti, però per me il quarto non è granché come film. Quando lo ammazzano mi è sembrato sempre un po'. Infatti, cioè, vabbè, non parliamo del quinto perché il quinto non esiste, però non mi ha preso particolarmente Creed, quindi non ho visto il secondo. Io lo dico sempre: se c'è un vero e proprio successore spirituale a Rocky, è il film Warrior, mi pare si chiami, Warriors, non lo so, no, mi sa che è Warrior, con il nostro amato Tom Hardy, e Alessio proprio ce l'ha nel cuore, quando ancora Ah, effettivamente ho faceva capito qual è il film. quello là, quello è molto bello, e l'altro attore che sembra Thomas Jane, ma non è Thomas Jane, dipende dall'angolazione, però anche lui molto bravo. Quello là è tipo per me il sequel spirituale di Rocky, perché c'ha cioè non è soltanto rifacciamo le stesse identiche cose che ha fatto Rocky, è il fatto di avere delle persone che
tramite sport da combattimento, fanno vedere che insomma non hanno altro nella vita e quindi vivono per riuscire a sbarcare il lunario, per riuscire avanti, per riuscire a provare se stessi e a, insomma, come si può dire, per sistemare anche i rapporti personali e chi sono, insomma, ricorrono a questa cosa e ne guadagnano anche molto umanamente, sono toccanti, cioè un film toccante. Infatti tu hai ragione quando dici che magari è poca roba, ma ha fatto tanto scalpore un po' perché era, diciamo, un sequel spin-off per certi versi, ma soprattutto perché aveva un protagonista nero. Quel è follia pura, perché cioè, se mi avessero fatto ai tempi un film su Apollo Creed con Carl Weathers, l'avrei visto, cioè, oddio, ai tempi non ero vivo, però se l'avessero fatto. È vero, io sono d'accordissimo, è che non l'avrebbero mai fatto, e quello è il problema. Lo so, il grandissimo problema base. No, infatti io volevo che Creed mi piacesse, perché appunto sono grande fan di Rocky. Quindi, infatti, però, penso che uno dei poster che mi andrò a comprare sarà proprio il film, cioè il poster del primo Rocky, che veramente, a mani basse, è uno dei film più belli che abbiamo visto in tutta la mia vita. Top 10 film più belli per quanto mi riguarda, Rocky. Cioè, io speravo mi piacesse Creed, però mi è sembrato solo un greatest hits di Rocky, con Rocky che fa cose nello sfondo, lui che fa esattamente le stesse cose di Rocky, però con un altro contesto, cioè, che cazzo mi vado a vedere Rocky, che cazzo ci faccio? Soprattutto, aggiungo una cosa, in Creed, porca paletta i cani, ci sarà il king dei Chad. Ci sarà lui che, mi dispiace dirlo, però sembra più lui il figlio di Carl Weathers che Michael B. Jordan. Io lo vedevo nel trailer, ho visto il trailer, è bellissimo il trailer di Creed 3, facevo cazzo, sembra lui, sembra Apollo Creed, perché non glielo fanno fare Apollo Creed? Una domanda per Alessio. Dimmi. C'è un film in uscita il 6 ottobre, cosa ne pensi? Non vedo l'ora. Sto già in sala, guarda, ho già prenotato il primo posto, sto già là, 6 ottobre. Posto 16, il mio preferito della sala. Qual è? Dio mio, aspetta, non ci arrivo, dov'è? 10, 9, Craven il cacciatore, perdonami, come fai a non attenderlo? Porco Giuda, mi sono già fatto il gilet con la faccia del leone apposta per andarlo a vedere io. Dite che era a casa, così arriva con gli occhi sui capezzoli che sparano raggi laser, come capitava con Craven. Sei cazzate a parte, in ordine, top 3 dei film che aspettate di più. Parto da Sara. Allora, Sara, non se l'aspettava minimamente sta cosa. 500.000 film. Io ce l'ho. Guardiani della Galassia. Cinema. Dall'ultimo al primo, dal primo all'ultimo. Tutti. Cioè, no, senza 3, senza 2, metterle 3-2-1. Allora no, Spider-Man Across the Spider-Verse, a mani basse, quello che attendo più di tutti. E poi Guardiani della Galassia. E poi devo dire che attendo una cifra, Dune. No, non è vero. Col cazzo. Ieri quando ero a casa loro, Sara ha preso il libro di Dune, si è messa sulla poltrona e abbiamo cominciato a parlare d'altro e a vedere una lista di film più belli da vedere, cose così, completamente non cagato il libro di Dune, proprio zero interesse. E poi devo dire che basta, in realtà basta, però se devo insistere forse ci metterei Shazam. Brava. E quelli che attendi meno? Quelli che attendo meno? Da quello che non te ne frega niente a quello un po' più mid. Da quello che non me ne frega niente? Allora, non me ne frega una mazza, ma proprio una mazza. Craven. A parte c'è e non volevo scadere nel banale, capito? Cioè, c'è Fast and Furious 10 là in mezzo, ti interessa? Che sembra il logo di un film degli X-Men. Io continuo a scambiarlo per il logo degli X-Men. Allora, X-Men 2, wow. Esatto, X2 praticamente, cioè ci sta là in mezzo, infatti. No, vabbè, sì, effettivamente non me ne frega proprio un cazzo di Craven. Ciao Malagueno. Fa piacere. Craven,
poi ci metterei Ghostbusters, perché a me il primo film di questo remake non mi è piaciuto. Ah no, no, ma che non è remake, è il revival, tipo cos'è, un sequel. Non mi è piaciuto per niente. Non l'ho manco visto io. Nel, per me puoi pure lasciare tranquillamente perdere. E poi The Marvels, regà, non so perché. Dopo non... ne parliamo un pochino di The Marvels. Non c'ho, domanda, forse perché ancora... Forse perché non c'è ancora materiale. In realtà è davvero un film su X-Men. Il Vin Diesel sarà il prossimo Professor X. No, però, c'è anche Captain Marvel nel film, quindi ci sta. Volevo un attimo approfondire sul perché The Marvels non me ne freghi niente, che è un peccato. Io penso che sia veramente perché ancora non è uscito assolutamente niente di questo film, né foto, né... Potrebbe essere anche perché tu hai un odio per Miss Marvel, quella serie, perché ti ha fatto ma del male. Ma il mio odio da per Miss Marvel è perché Miss Marvel potenzialmente sarebbe potuta essere la serie che mi piaceva di più in assoluto. E le premesse ci stavano perché il pilot e anche il secondo episodio mi erano piaciuti da morire. Poi però hanno dovuto... fare quello che hanno fatto con le serie Marvel e niente. Senti, aspetta, getto la bomba, non me ne frega niente di Spider-Man, il primo non mi è piaciuto. Ma Simone, rimborsare i soldi delle donazioni. Simone, non ti preoccupare, non tutti devono avere dei bei gusti alla fine. No! Cioè, puoi anche avere... No, scusa, è stato coraggioso. Simone, me l'hai servita su un piatto d'argento. Io lo apprezzo per la scelta coraggiosa. Sì, sì, a voglia. Alle quadrate. Condividendola per niente. No, Simone, senti. No, dai, no. Non è... Vado molto rapido. Ah, posso dire un'ultima cosa? Oh, porca paretta, che un altro film che mi suscita tantissimo interesse è Elemental. Elemental, proprio tanto. Quello non vedo l'ora che esca. Sembra Caruccio. Senti, della pizza. Vado molto rapido. Bellissimo. Quello che aspetto di più, Guardiani 3, mio padre James Gunn. Secondo posto ci metto Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay. E terzo posto, sono d'accordo con Daniele da Facebook, è Oppenheimer. Possiamo fare i top 5, raga, perché io solo 3 non voglio. Allora, Oppenheimer, quarto posto ci metto Bella Sbumba, bello mio. Quarto posto ci mettiamo proprio The Flash, perché io The Flash sono curioso. E quinto posto Dune. Preferisco The Flash a Dune perché abbiamo avuto un'idea oggi, io, Ivan, riguardante Michael Keaton. Sì. Pazzesca. Mi dispiace Barbie, non so in hype quanto tutto il resto della chat. Ma però dopo vi diciamo la chat, aspetta di sentire la mia top 5. E proprio per questo, vai Alessio! Ok, allora a me è semplice. Primo posto Guardiani della Galassia volume 3. Poi subito dopo Spider-Man Across the Spider-Verse. Mm-hmm. Poi Barbie tutta la vita. Per me è già il miglior film del 2023 Alessio col completo a vedere Barbie, cioè nessuno mi fermerà. Andiamo insieme. Alessio, se vieni a Roma per vedere Barbie, io ti giuro vado in giacca e cravatta, non scherzo. Guarda, il periodo è anche favorevole, volendo. Madonna, gli astri. Dovrei aver vinto più o meno esatto quel periodo. Quindi, volendo. Ma anche che non lo vediamo in anteprima, ce ne andiamo a vedere volentieri, Alessio. Volentieri. Poi vi dico Indiana Jones, okay. Il quinto, perché è diretto da James Mangold e voglio capire un attimo cosa hanno combinato. Io peraltro sono uno dei pochi, vabbè, questo è un guilty pleasure, ad apprezzare il quarto, che è sicuramente il peggiore in assoluto. Sì, molti, sicuramente, esatto, il frigorifero, grandissimo. Va detto che io non lo rivedo da 1000 anni, l'ho visto una volta in vita mia quando c'avevo Sky 1000 anni fa e quindi non ho un dubbio al riguardo. Quasi a memoria. Ok. Ho rivisto i primi 3 io qualche tempo fa e mi piacciono molto, sono belli. Sì, assolutamente, vai, è tutt'altro, cioè non c'è proprio paragone. Infatti anche in chat dicono il quarto non esiste, ma è normale, cioè, lo capisco tranquillamente. E poi quinto posto, inaspettatamente, Super Mario. Madonna! Okay. Bello, okay. Bella sorpresa. Quelli che aspetti di meno, eh? Anche una top 1 va bene. No, ho la top 5 qua.
Kraven. E a me va bene così, onestamente. Cioè, senti, io credo che debba dare spiegazioni. Vado un attimo, io un secondo. Se siete da Facebook, regà, non vediamo tutti quanti i commenti. Se ne avete la possibilità, tanto è gratuito. Se volete passare su Twitch, abbiamo più possibilità di vedere tutti quanti i commenti. Altrimenti proviamo a recuperarli, ma il programma non ci dimostra tutti. Rimostra tipo a percentuali, alcuni sì, alcuni no. Però insomma, grazie mille a tutti quanti. E vai Ivan, al tuo momento. Allora, primo posto per forza di cose Spider-Man Across the Spider-Verse, ma vabbè, scontato di tutto. Secondo posto, probabilmente Barbie. Lo devo dire. Io, regà, il meme sta sforando nella realtà, perché comunque già il trailer mi sembra bellissimo. Non ho visto praticamente nulla, credo, di Greta Gerwig, però so che ci ha lavorato anche suo marito, Noah Baumbach, che io adoro. Infatti è uscito l'ultimo film di Baumbach, che me lo recupererò il prima possibile, che sta su Netflix, con Adam Driver irriconoscibile al punto in cui Sara, guardando la TV, ha fatto: quanto somiglia ad Adam Driver quello? Perché non pensavo fosse lui, no? Che la Gerwig è una regista che o ami o odi. Io francamente l'apprezzo. Però è molto, molto, diciamo, controversa in generale. Ok, poi Blue Beetle, ma perché sapete che, anzi no, forse prima Flash di Blue Beetle, perché c'è Batman di mezzo, perdonatemi, ma c'è Batman, e ne ho sentito parlare molto bene, poi, cioè ne abbiamo sentito parlare non io personalmente, cioè, comunque generalmente se ne parla molto bene. Guardiani, pure Nick. Ah, Guardiani, Nick. E poi sì. Blue Beetle. Che vabbè, il motivo vedo pure il barone, dice perché nessuno sta votando Blue Beetle. Il fatto è questo: per Blue Beetle io ho a mia disposizione solo tre cose: il fatto che l'attore potenzialmente è perfetto, il fatto che il costume lo adoro, e il fatto che amo follemente i fumetti di Blue Beetle. Lo sapete, una delle tre persone al mondo che si è detta di Blue Beetle. Quindi cercherò questi elementi, ma del regista non ho visto mai un cazzo, e credo che non abbia fatto nulla che proprio ti faccia alzare le mani al cielo e ringraziare il nostro Signore. Generalmente non so, cioè non ho sentito nessun nome là in mezzo che mi abbia esaltato a livello, insomma, di sceneggiatore o altro. Tutta gente che non conosco, sono sicuro che sì, possano essere grandi talenti, però non so, quindi devo aspettare, perciò lo metto al quinto posto. Mi dispiace aver escluso anche Shazam da questa cosa qua, però Shazam, vabbè, comunque lo aspetto tantissimo, come aspetto per esempio anche Tartarughe Ninja, cioè Seth Rogen che produce Tartarughe Ninja in forma animata, se non ricordo male il film, con dei character design che mi sembravano interessantissimi per quello che avevo visto. Io l'aspetto molto, io adoro le Tartarughe Ninja, quindi quelle. Poi anche Indiana Jones, insomma ce ne sono un po', però la mia top 5 è quella, anche Mario, perché no, il trailer sembrava molto molto carino. Top 5 di quelli di cui non me ne frega un cazzo, in ordine sparso andiamo. Oddio, c'è anche John Wick di mezzo, madonna, mi piace un botto John Wick, vabbè. Aspetta, belle uscite ci sono comunque, cioè, bella. Sì, è un bel anno, è potenzialmente un bel anno, sì. E allora, vabbè, cose di cui non me ne frega un cazzo proprio, di cuore, lo dico, non quelli per cui non ho indifferenza, ma proprio quelli che non li vedrei manco sotto minaccia armata. Ciao, Fast and Furious, Kraven, che altro c'è di mezzo? Mamma mia, Dune, vabbè, non ho visto il primo, quindi non mi espongo particolarmente. Wonka mi sembra creato in laboratorio da un algoritmo, cioè mi sembra veramente non credo che Wonka sia una cosa vera, cioè proprio la cosa... Ma più che il laboratorio dalle ragazze e dalle fan. Ma no, no Ale, magari, cioè, quello là già ci avrebbe un'anima come cosa, a me sembra proprio l'algoritmo di Hollywood. Per Chalamet, capito? Lo so, ma il fatto che Chalamet, cioè che loro stiano facendo un film sulle origini di Willy Wonka, cosa che oltretutto è già stata proposta al cinema con il film, però vabbè, rivediamo sempre le stesse cose al cinema, con Timothée Chalamet, è una di quelle cose talmente, cioè se avessi dato in pasto un algoritmo delle informazioni sulla Hollywood attuale, dicendogli creami un papabile film hollywoodiano, mi avrebbe tirato fuori Wonka, e lo dico da comunque estimatore, non fan, perché non ho, cioè mi piace, me lo guardo, La fabbrica di cioccolato è bello, mi piace, cioè, comunque non ho un affetto, però non è che sono un fan, non ho mai letto tipo il racconto di Roald Dahl, che è l'originale, non è che mi muoio appresso, sì. Però insomma quello,
L'algoritmo di Boris, esattamente, esattamente. Quindi quanti sono? 3 per adesso. Scusa Ivan, il tempo che pensi, intanto che pensi agli altri due, grazie mille Capitano per il quarto mese. Grazie mille, ma quanto mi siete mancati? Dice, ma no, nuovo anno, nuova connessione per Ivan, è sempre la stessa. No, regà, no, sono sempre tramite telefono. E ciao Alessio. C'ho la promozione giga illimitati della Madonna fino alla fine, quindi posso stare con la webcam tranquillamente, non brucio nulla. Vai Ivan, scusa. Poi vediamo di quelle, ancora due di quelli di non me ne frega un cazzo, boh. Coca in bear e no. Cazzo me ne frega del film dell'orso fatto di cocaina, va in giro ad ammazzare. Ma dai, ma guarda come l'hai descritto, già fa ride. Sì, fa ride, non sembra vero, sembra uno sketch di quello che non fa ridere, qual è il problema? No, dai, bellissimo, da tutto bello, regà. Ma io pensavo che fosse una cosa seria inizialmente, invece una puttanata. Era una puttanata. E poi boh, forse Scream, perché non ho mai visto un film di Scream, quindi senza odio particolare Scream. Però c'è Cringe. Ortega, quindi si crea l'interesse. Ah, è vero. E ma allora, scusa, a questo punto va il quinto posto, Creed. In teoria ogni inquadratura Jenna Ortega va al MoMA. No, Creed non gli voglio così tanto male da dire proprio a cuore aperto non me ne frega un cazzo. Allora, se no Megan. Megan, sì, sti cazzi, sì. Megan, c'hai ragione. Senti, Cuba dice, il film su Tartaruga Ninja continua la storia delle tartarughe di Michael Bay oppure ricominciamo da capo? Grazie al nostro signore è un reboot. Grazie a Dio, grazie a Dio con tutto il mio cuore è un reboot. Io ho visto solo il primo di quelli che poi non è di Michael Bay, è prodotto da Michael Bay, sono i due film. Ho visto solo il primo, mi dicono che il secondo è un po' meglio. Il primo, da fan delle Tartarughe Ninja, io sono entrato con tutta la gioia nel mio cuore possibile. Proprio era bello perché io sono entrato che ero felicissimo, la persona a cui ci sono andato non gliene fregava meno di un cazzo. Sono uscito, la persona a cui ci sono andato mi ha detto vabbè è carino e io volevo dare fuoco alla sala, non l'ho fatto ovviamente. Team Tartarughe Ninja. Io lo brucerei, è proprio cioè il film dove Splinter impara le arti marziali da un libro sul ninjutsu che trovano nelle fogne, è un po' troppo anche per le tartarughe ninja, è già di per sé un concept assurdo, però dove c'è... Ma le arti marziali, io non penso che ci sia un limite. Ma sì che c'è un limite, ma poi il fatto che ci avessero anche una connessione lui e Shredder, no? Cioè si incontrano sti due e non gliene potrebbe fregare meno di un cazzo di niente né all'uno né all'altro perché non si conoscono, quello era un topo di laboratorio normale. Megan Fox, che guarda caso, era proprio quella che ci aveva le tartarughe nella città più grande del mondo, no, del mondo, però una delle città più grandi, guarda caso ha beccato quelle cazzo di tartarughe che sono diventate le tartarughe ninja. Solo prodotto era come se fosse diretto da Michael Bay per certi versi, sì. Sì, no, assolutamente, era proprio, cioè, per me Michael Bay l'ha girato di nascosto lui. Poi c'era anche quella roba che inizialmente l'attore che faceva il cattivo del film doveva essere lui Shredder, e l'hanno dovuta cambiare perché stavano facendo whitewashing e la gente si era lamentata. Quindi ci sono tutte le scene di questo cristiano che si avvicina all'armatura per metterla, ma non la mette lui perché Shredder è un altro che rimarrà per sempre in ombra, non si vede mai. Mi sa che nel secondo film si vede, nel primo film non si vede mai. E c'è una scegliata in cui lui fa next time baby, come Rhodey. No! Bellissimo! Esatto. Cioè ci sta lui alla fine che c'ha quella roba alla Tony Stark, la compression shirt, che lo sa Dio perché la dovrebbe indossare, se non è Shredder, perché ce l'ha chiaramente perché doveva mettersi l'armatura come Iron Man, e invece non gliel'hanno fatta mettere. Tremendo, io quel film... No, regà, come design veramente... non era male lui. Non era male lui come design. Sì, lui non era male, invece le tartarughe mi fanno schifo in una maniera proprio personale. Mi facevano un botto. Madonna, sì, pure. Dovrebbero essere degli adolescenti. Ti sembravano adolescenti quelli? Ma sono tartarughe comunque. Guardate lo schermo. Bello. Dio mio, Xavier Bindis. Dovrebbe, cioè, le tartarughe ninja, tu ci vuoi fare un lavoro di design incredibile col fatto che sono adolescenti. Professor V. Che cosa è Professor V? Professor Vin Diesel. No, professor Vin Diesel. Invece di professor X. No, comunque le tartarughe sono tartarughe mutanti. Sì, ma sono tartarughe mutanti adolescenti. Il concept dovrebbe essere che loro sono un gruppo di tartarughe
che sono umanizzate praticamente e devono avere un minimo di forma che ti ricorda quella umana. Ci hanno fatto delle cose fighissime. Guarda, guarda il cartone, e sono anche ninja, infatti sì, cioè che poi sono ninja in quel cazzo di film, non sono ninja neanche per un secondo, lanciano i container, sbaragliano miliardi di cose, cioè sono Hulk, sono quattro Hulk alla riscossa, sono ninja manco per il cazzo. Io non lo sopporto, io lo darei veramente alle fiamme quel cazzo di film, anche se mi dicono che il secondo con Krang già un po' si riprende, c'è un po' più d'umorismo, non lo so. Manco mi chiamano simpatiche. Senti, c'è una domanda per Alessio. Tornando strettamente all'MCU, ok, cosa ti aspetti dai prossimi film? Sara ha detto che lei di The Marvels se ne frega niente, per esempio. Di The Marvels, cosa ti aspetti? Soprattutto, cosa è uscito da ieri sera e oggi, due articoli, qualcosa di cui parlare del film. Sì, e aspetta, aspetta, chiudo. Sì. Chiudo, ultima cosa, per la live di analisi di tutti i rumor, teorie e tutto dei prossimi, di tutti i film e le serie della fase 4 e di quella delle sì, aspettiamo anche Luigi, poi insomma ci organizziamo, quindi adesso andiamo un po' su vaghi, poi magari settimana prossima, se sta, sperando che sia meglio, e andiamo proprio nel dettaglio ogni film, i rumor, la data d'uscita, il trailer, quello che ci aspettiamo proprio nel dettaglio, lo faremo anche con la DC. Ciao direttore, bello mio, però intanto voglio sapere che ne pensa Alessio, partendo da The Marvel. Allora, vabbè, diciamo che non c'è un hype concreto, perché come abbiamo detto settimana scorsa, finché non vediamo, certo. Cioè magari sulla carta ci sono dei progetti che interessano di più, per esempio il volume 3, no? Non serve vedere un trailer per attenderlo. Perché oltre ad avere due film meravigliosi, c'è proprio un nome, una persona che parla in aggiunta anche lo speciale, non è che ha fatto male a nessuno, vedere questo passaggio, capito? Non bisogna proprio di motivi per vedere un trailer così per attenderlo. The Marvels sì, più che altro perché il sequel di un film incredibilmente divisivo, o meglio Capitan Marvel per me è uno di quei film, ora giusta una parentesi brevissima per introduttiva. È un film che secondo me con The Marvels alcuni rivaluteranno un po' in positivo, un pochettino, ma comunque rimane una mediocrata, con però molti pregi, ok? Che è stato vittima anche di review bombing totalmente insensato, c'è un odio per la protagonista, per l'attrice, anche per il personaggio, ma soprattutto per l'attrice. Che sicuro come la morte ci metteranno una toppa poi su sta cosa, faranno ora che l'attrice si è creata un'identità online simpatica. Ma non solo quello, ma c'è già l'hanno detto. Anche dopo come diceva Ale, la discussione sulla figura della Larson, e questa non sorride mai, c'era questa famosissima polemica ai tempi, no? Lei nel trailer fece la roba figa di postare i poster dei film Marvel con il sorriso piazzato sopra in Photoshop. Secondo me qua la vedremo a 32 denti per 2 ore e mezza. Abbiamo quarto, già vista, cioè io credo che quelle poche volte che l'abbiamo vista in qualche pezzettino, ma vi dirò, me la sensazione, però già anche nella post credits di Miss Marvel, quel secondo, non lo so, lei c'ha un'espressività maggiore, mi sembra più simpatica, il costume le stava anche meglio. Sai secondo perché? Me. Perché finalmente c'è una regista. Perché purtroppo Anna Boden e Ryan Fleck sono i registi più, come dire, mediocri e piatti, scialbi dell'intero MCU, dell'intero, persino le Terrier dell'incredibile Hulk aveva più personalità di loro, e questi sono i due, il che è un po' grave, vabbè. Però tornando a The Marvels, ma scusa, ma l'incredibile Hulk non era diretto da Edward Norton con un altro nome, tipo? Giusto, giusto. Poi, vabbè, non voglio aprire una parentesi, però un video che mi prepare quest'estate, erano dei video dal set dell'Incredibile Hulk, e c'era Norton che spiegava le cose al regista, non il contrario. Cioè, io stavo morendo, quello che ti aspetti, stavo dai, morendo dalle risate, stavo morendo. è proprio quello che ti aspetti. Ale, dimmi. Aggiungo solo una cosa sulla scrittura di Carol Danvers. Sì. Questo cambiamento l'ha detto anche la sceneggiatrice, la regista Nia DaCosta l'ha detto, che ho incontrato a Disneyland, tra parentesi. Che c'aveva il cappotto, lei con scritto DaCosta dietro, cioè top egocentrica in un modo incredibile, bellissimo. In modo positivo. Sì, proprio potenza pura, l'ho
esplorata sta cosa. E però dicevo, appunto, lei ha parlato del fatto che inizia una nuova fase per la sua vita, c'è un modo carino per giustificare il fatto, e questa cosa di Marvel Studios l'apprezzo, il fatto che se comunque ci sono critiche, un personaggio non piace, non funziona come si deve, lo reinventano. Sì. Speriamo in modo interessante. Quindi lei comunque sì, si è visto, regà, la scena della post-credita di Shang-Chi è palese, cioè arriva là, oh bella Bruce, come stai, tutto a posto? Sì, sì, dai, tranquilli. E poi torniamo su The Marvels. Il problema là è stato, secondo me, più Endgame, perché già in Capitan Marvel ovviamente è piatta, però è piatta perché anche nei fumetti, che ovviamente non è che l'hanno fatto così appositamente, però è un difetto che si può trovare anche nei fumetti, c'è questo discorso della personalità piatta di Carol, perché lei non si ricorda un cazzo di quello che era prima, no? Sì. Poi vabbè, là c'è tutta una questione con Rogue, nei fumetti è molto più complicata la questione, però è molto simile. Per il Rogue io non è che ho letto moltissimo, però qualcosa ho letto e mi sembrava già un po' simpatica come personaggio, un po' tipo, era quasi tipo Sharon Stone con i superpoteri certe volte, cioè era la bellona che però c'aveva anche un po'... come si può dire, si divertiva a fare la supereroina, le piaceva a se stessa, insomma, c'aveva... Era interessante quando c'è tutta la questione del Bugle, gli articoli, quello è già più interessante, quando però era Miss Marvel, non era ancora ovviamente Capitan Marvel, sì. E Endgame purtroppo ha stato veramente una piale sul personaggio, perché da lì in poi è stata considerata un'antipatica, stronzetta, supponente, arrogante. Diciamo che possono correggere il tiro con The Marvels, sì, sicuramente. E per quanto riguarda The Marvels, e qua rispondo anche a Sara, che giustamente prima ha detto non lo attendo tantissimo, ma ci sta assolutamente, ci sono delle novità interessanti, perché uno, proprio poco fa hanno rivelato gli sceneggiatori del film, che sono 4, e abbiamo, vabbè, oltre la Da Costa, che oltre che regista è anche sceneggiatrice, Megan McDonnell, che aveva scritto 2 episodi di WandaVision, cioè il terzo e il quarto, che sono bellissimi, il terzo soprattutto, quello degli anni 70, il quarto era, interrompiamo questo programma, che era quello in cui veniva fatta vedere la prospettiva dello Sword, sì. Capito? Sì, era bello. Quindi nel mondo reale. Poi, Deb Wells, che fumettista, ha scritto Venom Origine Oscura, che è una delle mie storie preferite in assoluto sul personaggio, ha scritto e creato Robot Chicken, anche... Ah, ha creato Robot Chicken, Zeb Wells? Sì. Minchia, sì, non lo sapevo, bravo. Si sta facendo Making Spider-Man attualmente. Per... Esatto, ha scritto il 7° episodio di She-Hulk, che è quello con tutti i personaggi come Porcospino... e tutti gli altri, dove c'è il monologo più bello dell'intera serie, che è quello che fa Jennifer sull'insicurezza, sul fatto, no, che c'era sempre quella ragazza più figa di lei, e lei finalmente è quel tipo di ragazza. E poi l'altra sceneggiatrice è questa qua, che ha un nome stranissimo, che si chiama Elissa Karasik, scusate, che è praticamente la sceneggiatrice del 2° episodio di Loki, che è tra i migliori episodi di Loki. Bello, guarda caso. Bello. Porca il secondo maledetta. Era quello sì, disattiva Stream Elements. Mannaggia al cazzo. E vabbè. Aspetta, vado subito. Però cioè, Paolino Paperino fa ridere comunque, come ciao Paolino. Mi fa ridere, mi ha detto. La parentesi, sei uno stronzo. Sì, sei uno stronzo, però fa ridere, devo dirlo. E vabbè, vado a leggere i commenti preferiti mentre te disattivi. Sì. Ma metti quella modalità sì, per la Madonna, così ci arrivano comunque le notifiche, perché sì, o comunque leggi, vedete. Soprattutto il 9 gennaio, questo l'abbiamo letto prima. Poverino mio padre. Vai, torno. Vabbè, niente, di tutta roba che abbiamo già letto. Vai tu, Ale, vai. Sì, no, stavo dicendo. E poi l'altra novità, proprio per Sara, è che il famoso insider, che è diventato ormai meme di questo del sito, ma anche il canale, cioè Big Screen Leaks, grande collega di Luigi, soprattutto. Maestro di vita, se vogliamo, di Luigi. Ha detto
ha detto che ha sentito cose molto positive su questo film, che i Marvel Studios e Feige soprattutto sono soddisfatti incredibilmente dal, diciamo, dal risultato. E addirittura, secondo lui, vabbè, ovviamente qua si va un po' nel campo delle speculazioni e prendete tutto con le pinze, come sempre, potrebbe essere potenzialmente uno dei migliori titoli della fase 5 che appena Scusate, iniziato. Dimmi. scusate. Guarda, di là tanto è inutile bannare perché tanto so account finti, quindi non ti preoccupare, tanto poi riporto tutto quanto a Twitch. Però Insomma, grazie, Ilaria. grazie mille per il super giga sforzo comunque Grazie, Ilaria. là. Pronto, ho Bella, messo. Xelar. Oh, bello, Xelar, ho Ciao, proprio visto che Xelar. hai arrivato, quindi un Ciao. bacione. Paperino Skrillex. Vai, lei, continua, scusa. No, e quindi potenzialmente potrebbe essere, secondo lui, uno dei migliori titoli della fase 5. Ovviamente queste cose qua, io prenderle con le gigantesche, perché cioè, anche Kraven ai test screening può essere andato bene, però aspettiamo di vedere il film e vediamo un attimo. È vero Screening che... dove chiaramente hanno pagato che ci stava dentro, cioè nel senso che hanno... Assolutamente. Assolutamente. Poi magari diventerà il nostro film più atteso del O magari 2023, li hanno dipende, pagati guardiamo. molto bene. Certo, Magari li hanno pagati molto potrebbe molto essere, potrebbe essere. Però bene. Io non ci credo manco se lo vedo, regà, che Kraven è un film bello. Non ci credo manco se lo difficilmente vedo. sì. Grazie Comunque dai. Xerar per il primo anno, auguri, bellissimo. Ma Fede, Spero mica. Ma tantissimo. Ah, grazie mille, Xenat. Scusate, ero distratto. Fede, ma manco t'ho visto che bannavi, ho visto soltanto Ilaria che cancellava due persone, l'ho Ah, detto. Fede, ma Aspetta, io non non lo vedo posso. Ilaria, Non sono matto. si può vedere da qua, Fede, da streamer, da streamer. Io non l'ho visto, mi spiace. Comunque mi stavo leggendo, non c'è problema, vai. Grazie, Xerar, mio. Grazie. Messo modalità solo follow. Grazie, Fede, grazie. Grazie, prego. Che volevo dire? Ma dovremmo metterla sempre poi la modalità solo follower di Ci base? sta. L'avevamo già messa. Ci sta, infatti loro mettono follow e entrano. Dovremmo. Vabbè, non ti preoccupare, ho Vabbè, attivato la modalità figa. scudo. Sono due Sì, tasti. bravo, bravo, scudo, scudo. Scudo. Io spero tantissimo che il rumor di Aaron Taylor Johnson, considerato per James Bond, sia vero, in modo da fargli abbandonare il No, in più realtà non è vero. velocemente possibile. Perché lo vogliono i bookmaker. Ah, lo vogliono i Quindi bookmaker. non è neanche un rumor, cioè è un Manco un discorso rumor, quindi di... è una No, previsione. Lo esatto. so. Che Cioè, vita di me. come quando fecero le scommesse sul casting di Fantastici 4, praticamente. Ok. Vabbè, Quindi... speriamo ci abbiano visto giusto, perché voglio che No, scappi il più forse... lontano possibile da Ma quello Kraken. sarà forse il difetto minore del film quando No, uscirà, non eh. per Aaron. No, io voglio che il franchise crolli, non che non ce l'ho No, con Aaron Taylor Johnson. anch'io. Io Io voglio voglio che che crollino crolli il franchise. loro. Lo so, intendo che Aaron Taylor Johnson a me come attore piace molto, ma molto dai tempi di Kick-Ass, perché ho visto pure quella cosa che è Tenet, che il film mi fa rosicare fortissimo. Bellissimo, bellissimo, ma Ammazza che non sei bello il pronto film. per questa conversazione. Non sono pronto per questa conversazione, non lo so. Secondo me è Nolan che non era pronto per guardarsi allo specchio e dire forse non dovrei fare come Shyamalan, forse non dovrei Sono stare a fare. Sono d'accordo. Christopher Nolan, Ma è guardatemi, faccio le cose che bellissimo piacciono a te, che tra. Tenet. Sono d'accordo con Ivan. Tenet, sì. Rischiosa come Appunto opinione, Tenet, devo la birra. ma per me Tenet è proprio Christopher Nolan che si autoincensa Sì. tutto il film. Guardate, sono Sì. quello che fa le cose con i viaggi nel È tempo, che vero. non ci capisci un cazzo. Cioè, che poi la trama l'ho capita nel momento in cui, cioè, non l'ho capita subito, nel momento in cui sono uscito, ci ho ragionato, ho fatto, ah, ok, era questa, e poi subito dopo ho pensato, ma vaffanculo, che mi hai preso per il culo tutto il film, però Vabbè, vabbè. ma Se non io è per Tenet capire un quello. film devo vederlo più di due volte, c'è Cioè, qualcosa che non va, però vabbè. ma si è Vabbè, raga, fatto. no, non voglio parlare Vabbè, con chi c'ha il hai merda ragione. gusto terribile, dai. Hai ragione. Terribile, il famoso Tenet Colombo, ma No! mi piacerebbe a Tenet essere figo come lo è il Tenente Colombo, che poi Reboot per colpa da di Tenet Nolan. non avremo probabilmente mai un film di James Bond diretto da Christopher Nolan, perché lui ha detto che l'ha praticamente già fatto con Tenet, cioè che per lui quello è Bello, il suo, insomma, wow, bello. Che culo, bello, cioè, ma sicuramente se avesse fatto un film di Bond classico non avrebbe fatto Il viaggio nel tempo, avrebbe fatto un film di Bond e io l'avrei voluto vedere tantissimo, ma vabbè, mortacci sua, mega appassionato di Bond, uno dei Un film che mi piacciono di più e non lo farà mai, pensa a secondo, te. Ivan. No, ho sbagliato commento. Ho sbagliato commento. Non è arrivato, eccolo.
i topi non avevano nipoti, queste erano le migliori trama di Tempo. Ivan, oggi ho visto il primo episodio del Tenente Colombo, che non l'avevo detto l'altra volta, è diretto da Steven Spielberg. La butto lì. Cioè, sì. Il Tenente Colombo, episodio 1, è diretto da un giovane Steven Spielberg. Ti è piaciuto, direttore? È bello, secondo me, il primo episodio. Per me Colombo, allora io lo dico, io sono un fan del Tenente Colombo, lo sapete. Però mi rendo conto che non è una di quelle cose che tu stai là a guardare. Io me lo metto in sottofondo perché adoro il personaggio del Tenente Colombo, sono fatte bene le storie, ma io ogni volta che Colombo è in scena lo guardo, quando Colombo non è in scena lo ascolto l'episodio, me ne può fregare meno di un cazzo, anche se prendo un attore tipo l'ultimo che stavo vedendo c'era Leonard Nimoy, il signor Spock di Star Trek, comunque un grande, me ne frega un cazzo comunque della trama di lui. Quando c'è Colombo invece sto là pronto piazzato a vedere, no, sta parlando della moglie, quindi ha capito qualcosa, perché fa sempre aneddoti sulla moglie quando sta capendo. Io applico questo ragionamento a Don Matteo cioè quando Terence aspetta ho due al sospetti. Contrario, però quando appare Nino Frassica ti stavo per chiedere se era quando appare Nino Frassica o Terence Hill, una delle due, cioè con tutto chiamo Terence Hill, anche lui credo... non mi dispiace per carità, no, però... io lo adoro quando è doppiato può anche starsene laddove sta, tesoro bello, lo adoro, voglio bene, però Non mi serve, a livello recitativo non mi ha mai convinto particolarmente con la sua voce, a livello, non so perché, vocalmente, però non mi ha mai preso Terence. Però io sono, lo dico, un grande fan dei film di Bud Spencer, ma quello un botto, raga, cioè mi stava a comprare il poster di Io sto con gli ippopotami tempo fa. Me sei ancora in tempo. Io ho visto qualcosa di Shameless, mi è capitato di vedere qualche clip e sai che me lo consiglio anche un amico mio, mi sembra, e credo che poi me l'andrò a recuperare dopo che avrò visto tutta quella roba che devo ancora vedere, perché mi intriga molto, sembra essere molto carino. Praticamente parla di questa famiglia qui che vive nei bassi borghi proprio d'America e ci sta e c'hanno 3.587.000 problemi. 3.587.000. Cioè Cameron Monaghan. Poi nella serie, che era il Joker di Gotham. Sì. Ivan, per il compleanno ti compro la collection di Black Adam, la collector di Black Adam. L'hanno appena annunciata, hanno fatto la collection, un cofanetto con due film. Collection, quindi con tutte... Ah, bello! Vedo l'ora di dargli fuoco. No, non è vero. Se qualcuno me la regalasse, non credo, lo farei davvero sciocco. Qui The Rock ti autografa la cenere direttamente. Madonna, tanta sì. A lei questa è per te. Una mini recensione di Avatar 2 che l'altro giorno avevi accennato qualche perplessità sulla pellicola. Più che altro, amando Cameron... ho sempre detto, non sono neanche un grandissimo fan del primo Avatar, l'ho apprezzato di più questo, però il primo atto mi ha letteralmente frantumato i coglioni. Il primo atto per me è una noia mortale, migliora secondo me, e purtroppo non ho molto hype per i successivi, ma più che altro perché non si è creato alcun legame emotivo con i personaggi, cioè l'unico personaggio di cui importa del film è Jake, basta, e la moglie che è Zoe Saldana. I figli per me sono dei rincoglioniti, tutti e quattro, mi dispiace. Ah, e soprattutto, un'altra cosa che purtroppo per me è un difetto grosso, per me sono indistinguibili, non riesco neanche ad empatizzare con i personaggi. È perché un peccato non so che tu non sia... È peccato, Vale, che tu non sia Luigi, perché potrei fare battute sul razzismo, però nel caso tuo non ci avrebbero particolare impatto. Se fossi, potrei dire perché sono tutti uguali quelli blu, se tu fossi Luigi. No, vabbè. Quindi non c'ha impatto su di te, perché lo sappiamo che non sei il demonio come lo è Luigi Valentino. E comunque non è razzista, per carità. Non è razzista. Non fate spoiler, mi raccomando, c'è ragione Fede. Non è che ci sia poi molto da spoilerare, vabbè. Però, Simone dice, solo perché sono blu. Ma perché... anche se fossero tutti, infatti sono tutti blu, certo, abbiamo quelli blu. No, ma a livello di dettagli, ma l'ho visti, guarda che io da quel poco che ho visto mi sono accorto dopo che erano più di uno, cioè, sono... ma non è quello, ma non è tanto quello il problema, è che anche a livello di personalità non c'è nulla
con cui io riesco a creare un collegamento empatico ed emotivo. Per farvi, cioè, vi faccio un'idea, vi faccio capire un po' meglio. L'unico personaggio, oltre Jake, con cui ho creato un'intesa, no? Un rapporto, diciamo così, durante la visione, è Spider, che è un personaggio umano. Cioè, è un ragazzino. E questo è il problema, secondo me, gravissimo. Di lui mi frega qualcosa. Di tutti bello Galax. No. Bello Galax. Spider-Man, sì. Spider-Man, proprio lui. Però che peraltro era apparso in Endgame. Era il bambino che Scott Lang incontra non appena arriva nel quello, quello che sta in bici, esatto, che lo guarda poco male. Pranto, sì. Esatto, sì. Salute. Grazie, senti, scusate. E questa la porgo a Sara. Nice Out, sì, a me è piaciuto un botto, mi è piaciuto più il secondo che il primo film, a parte, vabbè, per il finale un po' così, però a livello di ritmo mi ha colpito di più, cioè ti tiene di più sul filo spinato e poi ci sta, i personaggi secondo me sono più caratteristici e si scrive e diciamo che segue anche un po' di più la linea del Cluedo, ecco. Per io lo vedrò, entro non molto fortunatamente perché sorpresa delle sorprese, nonostante casa sia ancora un mezzo cantiere, sono riusciti a tirare fuori il televisore e a metterlo di là, non c'ho il wifi ancora, però magari ci attacco il telefono e mo guardo bello in TV, perché col cazzo all'acqua pazza che mi guardo Knives Out, che io il primo l'ho amato, il cazzo all'acqua pazza che me lo guardo sul telefonino. Quindi... Ma voi avete mai visto la famosa intervista dell'avvocato ad Ana de Armas? No. No, questo è male. Che vabbè, cosa che dico. Succede? Che poi succede? Cercate dopo su YouTube avvocato Ana de Armas e Ilaria intenditrice. Però vale la pena. Quella qual è l'hai visto? Sì. No, il sequel. No, il sequel non è ancora. Bello, molto bello. E rispondo a Calax. Il primo, c'è una prima parte che è noiosa, è vero, un po' pesante, non voglio dire noiosa perché è un po' magari un po' breve, però un po' pesante, un po' lenta. Questo qua invece secondo me c'ha molto più ritmo. Questo, senso, ha molti... Cioè, allora, mentre nel primo ci stanno tipo i plot twist, cioè i rigiramenti di frittata continui, nel secondo direi che ci sta più una ricostruzione. Praticamente, come ve la posso descrivere? Okay, tu vedi... No, senza fare spoiler. Tu vedi un tipo di superficie. Non è che tu, per capire il film, vai oltre la superficie. L'acqua. Loro ti tornano indietro, cioè è fighissimo. Come cioè, la cipolla, ti scavano. Che c'ha più stati. Come la cipolla. Madonna, vale! Ma che cazzo, esempio sul cibo. Porca miseria! Più esempio da recensione di Repubblica questo, eh. Ma esempio sul titolo. Su Shrek. Più esempio sul titolo. Un genio. La sonna. Vengo dal futuro. Citazione Shrek. Vengo dal futuro, regà. Plagio su Shrek. No, a me è piaciuto veramente tanto. E ripeto, i personaggi li ho trovati molto più interessanti, questi del secondo, che quelli del primo. Nonostante il primo sì. Era carino. Questo è per te, Ale, perché io ne ho parlato con Ivan ieri e Jeff Ryan non l'abbiamo visto. Tu l'hai visto? Devo vederlo nei prossimi giorni assolutamente, perché io ho recuperato le prime due stagioni poco dopo la laurea. Infatti è stata una delle mie prime visioni di un prodotto con John Krasinski, che ho rivalutato molto come, anzi non molto, moltissimo come attore, e quindi devo recuperarla. C'è mio padre che la sta già vedendo in questi giorni, io prossimamente, appena finisce lui subito me la sparo. Dai. Omicidio West End, dice Fede, io so, mi sa che Luigi l'ha visto, io no. Te, Ale? No. Ok, no. Ivan, manco io chiedo, perché Ivan è fermo al Tenente Colombo, te è quarto di Watch. E Calarx aggiunge invece, io non ce la faccio proprio, per me sono sempre personaggi vuoti, non mi affeziono a nessuno, per cui per me metà film è inutile. Del primo solo i personaggi di Ana de Armas e Catherine Lanford mi sono piaciuti, del secondo solo quello di Andy. A me questo del secondo molto più di quello del primo, livello di personaggi. Signora Presidente? Sì, anche secondo me, pure per esempio come hanno cambiato la caratterizzazione del detective. Sì. Che non mi hanno cambiato la caratterizzazione di Benoit Blanc? No, l'hanno... Non l'hanno cambiata, l'hanno approfondita.
Ah, ok, vabbè. Mentre era tipo un qualsiasi tipo di detective che potevi incontrare in un qualsiasi tipo di racconto nel primo film. Vero. Nel secondo ha una caratterizzazione estetica molto più particolarizzata. Era un qualsiasi tipo di detective, era proprio particolare. Era molto vicino, era molto vicino a James Bond come no. estetica, come però no, James Bond, però era molto stoico, molto... Ma oddio, cantava con l'iPod... Anzi, è stato bello vederlo finalmente in un ruolo diverso, perché Craig è sempre un blocco di ghiaccio quando fa Bond. Però... Out era un po' più, capito, anche cazzone. Nel 2 più cazzone. Nel 2 di più, nel 2 di più. Di più, perché comunque già nel primo, cioè, cantava in macchina quando stava da solo, parlava dell'arcobaleno, della verità ecco, che... Prendi quella lì, tieniti questa qui e, e approfondiscila, capito? Cioè, immaginati quello... ma di più per me era e già me... comunque stravagante, cioè lui era molto sulla falsa riga di Poirot, che Poirot è molto stravagante come personaggio. Questo quindi se no, lo fanno di più però, a me va bene, cioè, a me va bene. Sì, cioè, cioè lo vedi proprio che spicca ancora di più la, cioè la, la sua personalità, la sua caratterizzazione nel, nel seguito spicca ancora di più. Che poi invece ha la particolarità in originale che fa un accento americano del sud. Io non avendolo visto in inglese non l'ho notata ovviamente originariamente questa cosa, però è carinissimo, l'ho sentito dopo, il suo accento è bellissimo. Allora, tu hai visto The Office? Non mi ricordo se ne hai già parlato di live. Vale, tu hai visto purtroppo no, mi merito tante frustate da Ivan e Luigi. Tante. Mangina. E vabbè, vabbè. Hai visto? Prego. È Blasso? Alessio. Allora, visto no, ero saltato un attimo, non sentivo più niente. Dimmi. Hai visto Ted Lasso? Anche là mi merito molte frustate. Vedi, cioè, l'ho visto Rick e Morty. Ma tu l'hai recuperata in questi giorni, presumo, no? E io l'ho vista qualche mese fa. Sì. Ok, ho sbagliato. Ma io lei, io... Quella serie mi è entrata nel cuore, io tipo alle 3 di notte mi vedevo Ted Lasso e dentro il letto col telefono così, sì, sì, davo le gomitate a Sara, Sara che dormiva non so quanti incubi avrà fatto, è stato... No, ma la voglio vedere, anche per capire un po' com'è questo Goldstein che mi interessa molto. Questo mamma mia, Roy Kent, ma poi quella l'ho vista in originale, quella lì credo che... apprezzerei molto la sua performance. Forza, è l'highlight totale della serie. È un elenco tale della serie, ma in più però Ale, io ne ho consigliata un'altra che sono sicuro che lui amerà se riuscirai a vedere la Newsroom. Quella là io lo continuo a dire che la dovrebbero vedere pure Sara e Valeria, perché è un po' quello che cerchiamo di fare noi, cioè che è una serie sul parlare in modo sano e onesto delle notizie, non inzuccherare, non cercare di piglia la gente dicendo le cazzate, insomma cose così, è interessantissimo secondo me. Poi a parte che te ci chiudi, perché come ogni cosa di Aaron Sorkin tu te la vedi pensando all'idea e poi dopo finisci per stare presso i personaggi, oddio adesso questo personaggio ha chiesto di uscire a quell'altro, diventa un po' una soppopera, però scritta benissimo perché Aaron Sorkin, e quindi ogni cazzo di dialogo da Aaron Sorkin è Tarantino sotto cocaina, tipo, cioè, è completamente fuori di testa, e quindi vabbè, insomma, quando Sì, esatto, non è una questione di sicurezza, perché anche nel seguito lui è molto più sicuro di sé, però nel primo era definiamolo, anche se effettivamente Ivan c'ha ragione, non è che era una sorta di James Bond, però definiamolo per capirci un James Bond sciolto. Nel secondo invece prende quella direzione di scioltezza e viene elevata a potenza, secondo me. È un po' come se nel primo non sapessero bene ancora che tipo di caratterizzazione dargli, faceva un po' da ponte, e nel secondo hanno deciso di prendere una direzione molto più netta verso alcuni tipi di scelte e di gusti. E un po' come quando una persona disegna, butta giù delle idee, degli sketch, e alla fine prende l'idea migliore e continua su quella strada. Bella, mi piace. E ciao Gaetano, senti rapidamente, Galax dice giustamente, avete letto la causa dell'incidente di Jeremy Renner, praticamente è un miracolo che sia vivo. Porca troia, raga. Non so se
se avete letto gli ultimi aggiornamenti e la riporta di TMZ, che ha avuto modo di parlare proprio delle persone che erano vabbè, presenti. TMZ è tipo buco di culo dell'inferno, però, però vabbè. Sì, no, è tipo sciacallaggio puro, loro sono più sciacalli di internet, sì, però sì, sì, fanno schifo. Hanno parlato proprio con un dottore che gli ha salvato la vita, ok? Hanno parlato con testimoni che sono là, da quanto ho capito, c'è stata, appunto, come dice Gianluca, c'è stata una bufera della Madonna, e per non si sa quali circostanze, forse proprio per il tempo, il suo gatto delle nevi, ok, che è un veicolo gigantesco, ha messo anche i video online, è proprio grosso come veicolo, con i cingoli, gli è cascato sulla gamba, l'ha schiacciato completamente, gli ha squarciato la gamba, si parla, TMZ ha detto, dice aver parlato con i medici che l'hanno soccorso, anche di lesioni da altre parti del corpo, quindi sta completamente tagliato in modo pesante, mamma mia, ha perso un sacco di sangue, e per fortuna il suo vicino, che era anche un dottore, gli ha fatto l'accio emostatico, gli ha stretto quel brandello di gamba che era rimasto in sintesi, evitando anche che la perdesse, che morisse dissanguato, gli ha stretto, ha chiamato gli operatori. Ma sta in pericolo di vita? No, è grave ma stabile, cioè nel senso, comunque purello. Penso al cinema, regà, cioè comunque la gamba se l'è squarciata, è un miracolo veramente che non l'abbia persa. Ruoli action, lui sta a fare un sacco di robe action, sei a rischio. Secondo me sei tanto, non so quanto potrà più farne, perché comunque è pesante, cioè magari c'è una, poi non si sa quant'è l'entità del danno, però se rischi di morire dissanguato, te devono stringere con l'accio emostatico e ti casca un bobcat, un gatto delle nevi sopra. Se vuoi una bella pausa, te la devi prendere. Una pausa. Parecchia, sì. Sì. Poi valetta. Questo tipo di notizie, secondo me, adesso ha acquisito una luce diversa dopo quello che è successo con Bosman, e quindi ogni volta che leggiamo cose di questo tipo andiamo tutti nel panico, tutti, sì. Tutti. Cioè, ma poi perché sono quelle cose inaspettate che amiamo per personaggi che amiamo. Cioè, quello è il problema, sì. Capito? Oltre all'incidente quanto tale. Sì, sì. Poi lui si era spaccato, come dice Laria, si era spaccato entrambi le mani, entrambe le braccia, prima di fare, mi sembra, un game. Quindi già comunque avevo avuto degli infortuni pesanti, ma questo qua... Non penso perda la gamba, cioè non hanno parlato di possibilità di perdere la gamba, io mi attengo alle ultime cose che amputazioni. Hanno detto soltanto che quel dottore che era lì, a fronte di una perdita vistosa di sangue, ok, che veramente là va in emorragia a meno 30, ragazzi, metti 10 secondi a morire, perché c'è una bufera di neve, gli ha comunque con l'accio emostatico stretto, ha chiamato subito i soccorsi e l'hanno portato via anche con l'elicottero. Tra parentesi, forse... sicuramente in modo da sciacalli ha fatto l'articolo, ecco il video di Jeremy Renner che viene prelevato con l'elicottero, perché se entra in possesso il video l'elicottero che a terra lo prende, forse è un po' troppo, però beh, sì, comunque... ma forse è un po' troppo. TMZ è sempre così, TMZ è veramente è indescrivibile quanto mi faccia schifo, proprio mi fa veramente tanto schifo TMZ, ma c'era pure il programma, ma poi, proprio loro che hanno sfruttato un sacco l'immagine di Renner per tutta la questione con la moglie, con Sonny Pacheco, tutto il casino con la figlia. Ma poi, cioè... ma guarda, TMZ tu potevi vedere tramite il programma che facevano, la loro redazione, il loro metodo, che era ovviamente, vabbè, per la TV anche un po' estremizzato, quello che vuoi, ma è tremendo da vedere, cioè sono proprio alla ricerca, sono tutto quello che Newsroom condannava, oltretutto, cioè quel tipo di informazione becera, che va verso la pancia, certo. L'aspetta con l'irritazione della notizia, è quello, sì, che va verso la pancia e non verso la testa, che cerca, certo. Che cerca la reazione emotiva anche imbellettando la realtà pur di farti avere, come si può dire, pur di farti avere, insomma, sì. Quell'aggancio a ciò che stai guardando, vabbè. Le bugie che erano uscite su Depp dell'ex moglie erano uscite su TMZ. Ecco. C'era un ex giornalista di TMZ al processo. Sì, sicuramente. L'ex giornalista di TMZ, non so se è una cosa di cui vantarsi o vergognarsi, cioè non so da quale lato. Però, no, secondo me è la seconda, perché uno ha lasciato TMZ, prima cosa. Poi ha suggerito sia Amber Heard che l'avvocato, per cui... Ah, vero! Me lo ricordo, che c'è il video! Mamma mia, quella è proprio la parte migliore. Bello mio Manu! Bello. Ciao Manu! Ciao, ciao bello. Manu! Niente, ragazzi, però insomma, quello che è successo è veramente grave. Sì, grave. Sono delle merde, però comunque la situazione è grave, cioè oltre a TMZ, senza andare a calciare ulteriormente TMZ,
Mi sa che mi è partito un rumore dal computer, perdonatemi. Va bene. Parte del gruppo Fox, diciamo, dire che i Simpson attaccano Fox da una vita. Sì. No, vabbè, ma Fox... Vabbè, Fox che adesso non credo esista più anche in quella divisione, se non ricordo male. Mi sa Fox News ha chiuso. Boh, però vabbè, Fox... Ricordiamo, insomma, vabbè, era il... Non che per forza di cose questo voglia dire male, perché magari c'è sta gente ragionevole da quel punto di vista, da quella faccia della medaglia, però sono, diciamo, il cuore, la notizia su Fox, il cuore del giornalismo conservatore americano, insomma, loro sono da... E quindi parliamo ovviamente di quelli che hanno caricato ogni cazzata, perché di cazzate si parla, documentate, bugie, ma a livello patologico, a livello di mentire di Donald Trump. Parliamo comunque di, cioè, Fox News è l'inferno, veramente. Sì. Fox News è l'inferno, quindi pensate chi ne fa relativamente parte, come TMZ, che proprio parla alla pancia, ripeto, delle persone. Fascia callaggio, comunque, dai commenti. Io pure speriamo comunque possa tornare anche nel ruolo d'Occhio del Falco. Vediamo, ovviamente non è la priorità quella, cioè come chi il giorno della morte di Chadwick Boseman scriveva: Oddio, adesso cosa succederà con Black Panther? C'è No, tempo a tempo. certo, però comunque, allora, io ho un'opinione che forse è un po' caustica da questo punto di vista, però la vedo così. Io posso avere solidarietà, ce l'ho, e così può dire. Umana preoccupazione per la persona, però non è che suo amico di Jeremy Renner, questo là, fa No, no, regà, buoni tutti sti cazzi di Occhio di Falco, cioè io mi piace Jeremy Renner come Occhio di Falco, come attore, cose così, quindi non penso che sia, so che non era quello che stavi dicendo, Vale, da quel punto di vista, beh, Chadwick Boseman era una situazione anche più grave, una della morte, molto triste, che aveva avuto anche, si era trascinata dietro tutta una serie di situazioni, come le varie interviste che erano uscite di lui, dove si vedeva che era visibilmente sciupato, tutto il body shaming che aveva fatto internet per il suo aspetto e cose così, quindi c'era tutto un altro discorso dietro. Però io non è che condanno di base chi si fa domande su Occhio di Falco, perché l'attore che fa Occhio di Falco è finito in quella Sì, situazione no, lì. no, è giusto, è No, giusto. lo so Però che non insomma, era pure quello che volevi fare. se la domanda non parlo piuttosto ai siti, grandi siti di informazione, pure se la domanda non me la pongo oggi, ma domani cambia cazzo. Quello. Esatto, non, cioè, mi rendo conto, umanamente mi rendo conto che comunque è una persona che ha vissuto una cosa Poi nel tremenda. caso potrebbe anche uscire tra qualche settimana, mese, anche giorno, ora addirittura. Qualche Sì. aggiornamento di questo tipo, cioè quando arriva la notizia che ti interessa, ti chiedi Esatto. effettivamente quello che ti interessa, cioè non c'è bisogno di dirlo Certo. subito, capito? Certo. No. Cioè, io in primo luogo, ma come penso molti, ho pensato, porca puttana, mi dispiace, perché insomma la situazione è tremenda, mi dispiace umanamente per l'attore. Poi mi sono soffermato a pensare come fanno l'Occhio di Falco, Vabbè, e sì. lì la fantasia va un po' avanti, proprio perché appunto non è che Jeremy Renner è un amico mio, se era un amico mio sai che cazzo me ne fregava d'Occhio di Falco. Niente, Oggi ovviamente, però... diciamo un po' mi sono preoccupato quando ho visto il tweet di James Gunn che dice: Il mio cuore è con Jeremy Renner. Lì ho detto: Cazzo, ma qua è veramente greve. Poi per fortuna, nella grande sfortuna, hanno detto, perché si ipotizzava anche qualcosa di più grave all'inizio, erano ben chiare dinamiche, che comunque era a rischio la gamba, è andato a rischio serio per un'emorragia che ha perso un sacco di sangue, tante lesioni, ma insomma che si esclude, che ne so, un trauma cranico, si è rotto l'osso del collo, è in coma, hanno escluso cose più gravi. E naturalmente sotto il poster di James Gunn i commenti sono tipo: I nostri cuori sono con Superman che tu hai licenziato dopo averlo ringaggiato. Questi sono i Io commenti. penso che essere delle merde sia riassumibile in questo comportamento. Cioè, proprio Questi sono i commenti. l'essere delle persone di merda credo sia riassumibile in questo comportamento. E credo, ma proprio ma, credo, cioè sono sicuro al 110% che Henry Cavill un ceffone glielo vorrebbe tirare Porco Giuda, se li io. vedesse nei commenti. Forse il ceffone Quindi, di Enrico me lo farei da, però non so sicuro. pure Manuel è d'accordo, Daddy, non ho senti. parole, lo so, veramente delle merda. Vabbè, no, prego, prego, mio caro. No, ma è quello, ma perché, vabbè, ma lo sappiamo, c'è quella frangia di Twitter che poi fanno morire da ridere i post dello Snyder Cult che ancora non vuole morire nonostante tutto, che mettono la foto della Justice League dicendo noi siamo in guerra, e se anche Mi sa che se... l'avete persa. Porco Giuda.
noi siamo in guerra e anche se non vinceremo comunque vi daremo battaglia, che tu pensi, lo sappiamo tutti che sarai il primo giorno a guardarti Flash, non mi prendere per il culo, lo sappiamo tutti quanti. Odio la piega che sta prendendo il fandom di Zack Snyder, odio Zack Snyder, ho fatto un insulto gratis, segnatevelo per la prossima volta, perché, no. Dice un cazzo, perché quando arrivi a fare il posto di essere lì, quello, se James Gunn ha messo le foto con Stan Lee, facevano sti cazzi di essere lì, da c'è Superman. Cioè, di che stiamo a parlare? È follia. E qui James Gunn deve, sì, James Gunn, Zack Snyder deve dire, regà, mai rotto il cazzo. Sì, ma il fatto è che io a Zack Snyder, io Zack Snyder, onestamente, mi rendo conto che non è che l'abbia mandati lui, però un po' io la condanno sta cosa, perché sei una figura pubblica, porca puttana. Sì, sì, sì. Sei una figura pubblica e... Non si assume la responsabilità. Esatto, esatto. Zero, ma il fatto è che lui, pure quando gli hanno posto la domanda, lui ha detto, ah, vabbè, ma io, perché ci sta una parte dove... Anzi, li incoraggia, è diverso, lui incoraggia, li pompa un sacco. Cioè, attualmente non li incoraggia, però... Secondo me è un incosciente, perché... Non in quel senso, non adesso, per questa cosa, cioè, qua, parlo del passato, per altre cose. Lui, secondo me, è un incosciente, perché è consapevole di tutta questa situazione che si sta generando, e non dice assolutamente nemmeno una A. Cioè, tu comunque, allora, perché le persone possono dire, vabbè, ma mica li controlla lui, mica è responsabilità sua. Invece è responsabilità sua, perché queste persone fanno il nome suo, sì, cioè, sì, agiscono in questo modo per conto suo. E anche se lui non vuole, dicesse, guardate, raga, io mi dissocio completamente da quello che stanno facendo loro, ma manco questo fa. Mi ricorda l'operato di un famoso presidente degli Stati Uniti. Sì, no, è vero, ma ai tempi, io mi ricordo, durante le interviste per, sono strozzato con l'acqua, scusatemi, durante le interviste per Zack Snyder's Justice League, gli posero la domanda e giustamente lui fece notare che comunque c'era una parte del fandom che aveva fatto cose meravigliose, donando alle associazioni per la prevenzione dei suicidi, comunque cosa importantissima per, insomma, l'attenzione nei confronti dei problemi mentali, perché, insomma, sappiamo che la figlia poverina si è tolta la vita, che è stato uno comunque, cioè è stato il fattore principale che l'ha portato ad allontanarsi da Justice League, insomma, il film l'hanno dedicato a lei, ci sono un sacco di immagini, un sacco di robe, e quindi lui ha detto, hanno fatto questo, ma mortacci tua, ma nel mentre, no, ma dire questo l'hanno fatto e sono bravissimi, poi c'è quella parte che fa quelle cose e io quelli là non li vedo come dei fan, non li vedo come miei fan, li vedo come persone che si stanno comportando male. Dire solo quello avrebbe cazzarola cappottato completamente questo fandom, che invece stanno là in fissa con lui, perché lui... Dico solo una cosa, così vale anche come riscatto dei punti. James Gunn ha detto che comunque loro non sono proprio amici, ma insomma sono conoscenti, si sono incontrati più volte, sì, hanno parlato, hanno discusso. Cioè, è anche brutto che tu non lo difendi pubblicamente, sì, quando questi ti scrivono, oh, mori, di qua e di là, e su e giù, i peggio insulti, sì, i peggio minacci. E altro ha mandato una foto a Ivan squallida, che c'entra, sì, una giornata triste della storia americana. Vabbè, no, si può dire 11 settembre. Sì, c'entra l'11 settembre e James Gunn. Sì, era un fotomontaggio con James Gunn, che non andava a porlo come effettivo attentatore dell'11 settembre, però, diciamo, lo utilizzava come metafora in un'immagine veramente tremenda da vedere. Io non posso vedere sta roba e pensare, no, che Zack Snyder, che ha il potere, non dico di placarli, perché il coglione non lo plaghi, ma di arginare un pochino, mettere in discussione, sì, fargli dire, oh, questo manco il regista nostro sta dalla parte nostra e fermamosi. Una, sì, frangia di internet, no, secondo me li fermi. Il problema è proprio un altro. Dal momento in cui tu vedi un comportamento sbagliato e totalmente tossico, e quel comportamento sbagliato viene da una persona che dice che lo fa per te, sì, sì, tu, sì, persona, ti devi distaccare da questo, perché se no, altrimenti, facendolo a tuo nome e non dicendo niente, tu stai confermando il fatto che lo stanno facendo per te. Sì, sì, no, meno che non ti sembri un comportamento accettabile, insomma. E triste, allora, io per quello che sono le azioni quotidiane, non credo che Zack Snyder le veda quotidianamente, anche perché ricordiamocelo, Zack Snyder è tipo unico utente attivo del social vero, unico social che ha Zack Snyder, e tutti quanti ce l'hanno solo per seguire Zack Snyder, praticamente, quindi sicuramente gli altri social non riguarda. Ma il momento in cui gli avevano effettivamente posto la situazione davanti e lui ha detto no, ma hanno fatto questa roba bellissima, non cagando tutto lo schifo che invece fanno online, vabbè, però che ci vuoi fare? Magari con se il cielo vuole, mo che deve fare Rebel Moon, mi pare si chiama il prossimo film per Netflix,
durante il junket qualcuno gli farà notare, cioè gli farà una cazzo di domanda su sta situazione. No, ma... scusa, magari come dice la Broide, è di un'altra generazione, però che Warner Bros non gliel'ha fatta una chiamata dicendo i fandom tuo, problemi tuoi, dacci una mano, e lui lo sa che sta succedendo. Non ma credo che quello, ma poi cioè, a me inizia pure a sovvenire il dubbio che alla fine quando uscì quell'articolo al Times, no, quello era Rolling Stone, ma quello Rolling era l'articolo Storm. Pagato da Warner, era palese quello che diceva di botta, hanno fatto un articolo che era tutta un'accusa senza fermarsi, era proprio un attacco a Snyder. Infatti, sì, però fino no, a che quella punto... era un attacco a Snyder, quella proprio so sicuro, proprio avendolo letto tutto quanto, era Zack Snyder mi ha cagato sulla tomba di mia madre, Zack Snyder ha fatto la cacca vicino a qua e poi ha detto che era colpa del mio cane, cioè qualsiasi cosa è brutto che era capitata nella sua vita era colpa di Zack Snyder. Vabbè, quella però comunque sia. Però, chiudiamo un attimo la parentesi, Callax dice si scherzava molto sul fatto che Occhio di Falco fosse il personaggio dimenticato degli Avengers e momenti come questi vengono valorizzati la bravura di Renner nel rendere iconico il solo Hawkeye, quando invece si dovrebbe fare momenti decisamente meno seri e gravi. Sì. Sì, però continua a ripetere, non è che Jeremy Renner è amico personale nostro, Jeremy Renner no. Lo conosciamo come attore, come professionista, e quindi nel momento in cui le persone vengono a scoprire questa cosa e ripensano un pochettino. Io ho sempre apprezzato Occhio di Falco, già da Thor mi piaceva quel secondo in cui c'era. In Avengers poi si è consolidato il mio affetto per il personaggio, Avengers 2 manco ve lo sto di, quindi sono sempre stato molto contento, ero in hype per la serie, sempre visto che grande bella. Potenziale. Ha sempre avuto non ho mai, non ho mai visto... Buono. Io non ho mai visto come divertente la cosa, Occhio di Falco, c'ha l'arco e le frecce, mentre gli altri fanno altre cose, perché banalmente Batman è uno dei miei supereroi preferiti, e combatte gli eserciti alieni da solo, li spodesta tranquillamente, grazie alle sue abilità, alla sua mente, alla sua forza. Anzi, di volontà. È proprio perché è così... Che anche tanto valorizza proprio il fatto che è solo un uomo che combatte gli eserciti alieni da solo, quindi non ho mai avuto sta cosa, perciò non è che mi ritrovo in questa parte qua, però non mi sento neanche di condannare chi in questo momento ha ripensato un pochettino Occhio di Falco, ha detto cazzo che peccato, se non dovesse più fare Occhio di Falco sarebbe un peccato, perché appunto non è che cioè il pensiero che diceva, tu lo conosci come star di Hollywood Jeremy Renner, non come Jeremy Renner con il quale mi vado a mangiare una cosa ogni settimana, cioè certo. È la star di Hollywood, è come giusto, George Clooney, eh? È giusto, è giustissimo il tuo ragionamento. E, cioè non è che se a George Clooney succede qualcosa a me dispiace perché è George Clooney, umanamente tutto quello che vuoi, però è anche cazzo, cioè tipo per esempio, ora vi faccio un esempio che anche qui Io temo di risultare caustico, credo che fortunatamente sia riuscito ad aggiustarmela bene, però qui forse vado da quel punto. A me dispiace umanamente tanto, per anche se teoricamente ha vinto tutte le cause, da quello che ho capito, insomma non lo so, stanno facendo ricorso o cose così, per le esperienze tremende umanamente vissute dalle persone che hanno accusato Kevin Spacey, però... E questa è una cosa brutta da dire, la sto dicendo in diretta, me ne assumo le responsabilità. A me dispiace, in primo luogo, perché quella testa di cazzo a me come attore piace tantissimo. E quindi il fatto che lui sia una testa di cazzo a me ferisce, perché io voglio vederlo nei film che fa le cose. Invece un coglione ha fatto cose da coglione. Ti do man forte, tanto già ho 18 cause legali. Ha fatto delle cose brutte che non doveva fare, anche se non so se ha vinto le cause o no, non l'ho capito. Però immagino, cioè, onestamente, vista la sua risposta quando l'hanno accusato, che la sua risposta manco la sto a ripetere, però mi è sembrata la cosa più mettetemi le manette del mondo quando la disse, però non la sto a ripetere perché non voglio. In quel caso là già ho detto ah ok, a posto, è una testa di cazzo. E ogni volta che mi guardo un film con Kevin Spacey io sto là e faccio maledizione, quanto mi piace Kevin Spacey come attore, peccato che sia un coglione, ripeto. Uguale, penso uguale per Brian io Singer. Io non sono uguale. D'accordo invece. Però ti faccio un esempio che adesso dirai la stessa cosa che dice Ivan. Joss Whedon è un pezzo di merda. Ma su cosa non sei d'accordo? Cioè, la mia cosa su Kevin Spacey, non è che ho detto che è così. Kevin Spacey, no, io ho un altro punto di vista. No, io dicevo Dogman Forte ad Ivan perché inevitabilmente quando è uscito il casino a Joss Whedon uno pensa anche cazzo, ma quanto era bravo, cazzo, ma quanto è stupido, quanto mi ci dispiace perché è un coglione, merita, non lavora più dopo quello che ha fatto. Sì, ma riconosco che
dopo che ho letto il commento di Gianluca non posso proseguire perché suona troppo come quella cosa. No, no, però effettivamente suona così, però c'è un dispiacere di fondo. Allora, io penso in merito alla situazione di Whedon, penso, mi dispiace un sacco che non lo vedrò mai in nessun altro prodotto, ma sono felice così, sì. Perché come lui siamo in 8 miliardi su questo pianeta e ci saranno almeno altre 700 persone come lui e con lo stesso talento, quindi a me non me ne frega un cavolo di investire in persone di merda, preferisco che si fanno avanti delle persone brave. Ma io non ho detto che voglio che Kevin Spacey continui a lavorare, ho detto che il mio primo dispiacere, dato che io non faccio parte di quelle situazioni, è il fatto che per via del fatto che lui è un coglione, io non lo vedrò più fare le cose. Se non lo fosse stato, l'avrei visto fare le cose, ma mica ho detto che voglio continuare a vedere le cose di Kevin Spacey attualmente. Quello allora è un altro discorso. Dato che l'avete citato, parlo di Whedon. Io per Whedon faccio un discorso un po' diverso, perché è sicuramente una merda di persona, tutto quello che è emerso è agghiacciante, però in alcuni casi, soprattutto con The Avengers, io non riesco, come dire, a condannare il prodotto in sé, no? Cioè, no, a posteriori. Perché magari nel senso, ti faccio un esempio, tu sei una grandissima fan di Buffy, quindi prendo Buffy. Molte delle cose che sono emerse riguardano Buffy, anche Justice League, no? Sì. Ma soprattutto Buffy. Porca valetta. Un po' ti cambia la percezione. Più Angel che Buffy. E anche, bravo, anche. Quindi un po' ti cambia la percezione quando le vai... No, a me no. Perché è un po' come il discorso della Rowling con Harry Potter. Per me personalmente no. Però secondo me stiamo andando a toccare un argomento che è molto più ampio e non credo nemmeno che si potrebbe risolvere in una live, non credo nemmeno che abbiamo pienamente le capacità di poterlo risolvere. Credo su questo, perché non stiamo parlando... Si tratta di distinguere l'arte dall'artista. Ma non stiamo parlando di dare un giudizio oggettivo sulla cosa, stiamo parlando delle nostre sensazioni al riguardo. Io su quello posso dare tranquillamente tutto me stesso. No, le sensazioni sì. No, io rispondevo a quello che sta dicendo Alessio adesso, visione può cambiare a posteriori. Lo applicavo a me, nel senso... Pure Alessio, esempio, parlava di Pixar. Nel senso, io Whedon non riesco a rivalutarlo per The Avengers, no? Lo posso rivalutare magari... Cioè, non rivalutare, dico, è una merda per Justice League. Già Age of Ultron è a metà, perché ci sono stati un sacco di problemi produttivi, è vero che là non era neanche qua al 100%, perché c'era Perlmutter che faceva lo stronzo e così via. Però io di Avengers non posso rivalutarlo perché sono emerse quelle cose là su Angel, Buffy e Justice League. Non è chiaro, rivaluti la persona, rivaluti la persona, non il prodotto. Comunque, regà, sì, esatto. Devo dirla, mi esporrò a tante prese per il culo, ma tanto, regà, ormai ci vogliamo bene. Mi sono alzato per gentilmente, dato che era una conversazione importante, c'è Matteo, il fratello di Sara, che sta di là. Mi sono alzato gentilmente per andare a scorreggiare in modo molto tranquillo, sereno, vicino a lui per distrarlo, capito? Te scorreggio addosso. Come al solito, ce lo fa sempre. Mi sono messo davanti alla porta. Ho fatto anche una posizione strana. La mia puzzetta ha fatto cagare sotto i cani, che sono partiti tutti quanti insieme pensando che fosse tipo, non lo so, un ladro, qualcuno che stava entrando dentro casa. Quindi si è sentito il rumore della puzzetta. Immaginate, non ve lo dico com'era, lo dovete immaginare. E tutti i cani. Per la mia scorreggia, niente. Quindi io ho riso un botto e Matteo pure si è sentito male. Lui sta vicino a me, saluta. Ciao ragazzi, ciao Matteo. Ho fatto scorreggio sulla gente, però ho fatto sui cani. Io me lo immagino come il ruggito atomico di Godzilla. Sì, ognuno, no, io non dico com'era, ognuno lo deve immaginare. Ognuno deve immaginare com'era. Anche il verso, proprio. Esatto, però avete sentito i cani, penso. I cani sono attivati per la mia scorreggia. Comunque, se posso dire l'ultima cosa, io ho sempre un esempio su quella questione là. Io adoravo i Robinson, sì, prima che si sapesse di Bill Cosby. Ora io i Robinson non riesco a rivedermelo manco per sbaglio, raga. Ma perché i Robinson è completamente... Ma... Vedi, è anche una questione di... Cioè, almeno per quanto mi riguarda, è una questione anche di, come dice Alessio, di quanto è integrata la parte colpevole di quelle cose là che ti fa rivalutare la cosa. I Robinson, in originale, si chiamava The Cosby Show.
lo show di Bill Cosby, nonostante interpretasse il padre della famiglia Robinson, era lo show suo, lui era la star, per carità, gli altri personaggi avevano un grande spazio, però era lui. Oppure Settimo Cielo. Il Settimo Cielo non l'ho mai visto, però so che tipo ogni cazzo di personaggio ogni attore è finito a fare robe tremende, vabbè, attrice o cose così, e fa ridere perché il contrasto è che, giusto, se non ricordo male, la famiglia era di un prete, praticamente un lui era sì un pastore, la famiglia era protestante e rodeava tutto intorno a questa cosa. Io pure ci sono rimasta malissimo, ho viste tutte le stagioni, tutte. Vedi, quella è una roba, no? Ma per dire, il film della pallottola spuntata, no? Nei quali c'è come cazzo si chiama? Oddio. No, per Leslie Nielsen, l'amore della mia vita, che io amo per sempre, ma c'è anche un altro attore, c'è O.J. Simpson, che tutti quanti, insomma, penso ci abbiamo una vaga idea di quello che ha fatto O.J. Simpson. Ma sai, a me che cazzo me ne frega cioè, per quanto lui faccia un personaggio che ha anche delle gag molto divertenti, no? Di rivalutare la pallottola spuntata, perché O.J. Simpson è un coglione, non era neanche il protagonista, era una parte, un personaggio anche divertente, Norberg, che ha fatto O.J. Simpson. Non è mai stato confermato cosa ha fatto. Il caso credo sia. C'è una bellissima serie che puoi guardare. C'è la serie su O.J. Simpson. Sì. Però diciamo non è mai stato confermato. Però diciamo che c'è stato un lungo processo in pieno stile mostro di Firenze statunitense a livello di impegno, di verve dietro a questo processo. Di risonanza. Tutta America di risonanza, assolutamente. Tutta l'America era all'emezzo riguardo al fatto che lui avrebbe ammazzato la moglie. Su detto amante della moglie, ma se andate a vedere il processo è incredibile. John Mulaney ai tempi ci fece anche un pezzo comico divertentissimo sul fatto che lui serve dei guanti, vabbè, macabramente dopo ovviamente Ceriti, ai tempi era una roba inquietante, però sai che cazzo me ne frega a me di rivalutare la pallottola alla spuntata, perché l'attore che faceva Norberg ha fatto i danni in vita sua, cioè non era il protagonista, quello là l'avrebbe reso complicato, grazie a Dio c'era Leslie Nielsen, il protagonista, che è l'uomo migliore che abbiamo mai avuto su sta terra. Senti, estendi i ringraziamenti, perché oltre a Dio ringraziamo anche Calarx, madonna che gancio, che ha rinnovato per il terzo mese di fila e dice di me 3 mesi di già, con voi ci si sente a casa, grazie di tutto, grazie a te Calarx. Grazie mille Calarx. Grazie per aver aperto questo argomento, perché comunque è interessante, sì. Lo vorrei switchare un secondo prima di parlare anche del topic, cioè un po' Secret Wars, così scateniamo Alessio. Una cosa che mi ha mandato Manuel che può essere interessante: il look di John Bertrand in questo video, le ferite sul volto. Io non so cosa sta girando, ignoranza. Allora aspetta, a che punto sono a livello di produzione col sequel di The Accountant? Non lo so, però io ti dico al tempo stesso che Daredevil lo girano tra un mese, il 6 gennaio stanno sul set. Ok. No, perché lui comunque è in The Accountant, soprattutto è un film molto figo. Aspetta, il bambino, come dice Matteo, che sta qui vicino a me, al Barretto, New York City. Daredevil Born Again la girano a New York City. Vabbè, ma il Barretto New York City ce l'avevano pure qua a Ostia da me. Vabbè, sì, però può essere inizio. Andrew Dice se lo so bevuto. Scusa, perché c'aveva la pizza. NCPD non era il... È il Dipartimento di Polizia di New York. Sì. Molto però è quello lì comunque che è stato protagonista praticamente della seconda stagione di The Punisher. NYPD, cioè il Dipartimento di Polizia di New York. Sì, dove c'era la... come si chiama l'investigatrice che poi gli ha dato... caccia insieme a The Punisher a Mosaico, Jessica Fletcher. No. Madani, bellissima. Sì, no, è vero, Madani che era pure un bel personaggio, però mi ha fatto ridere, scusatemi, mi è venuta in mente l'idea di Jessica Fletcher in The Punisher, la signora in giallo. Ma lì era realmente nella serie, solo che non ve la ricordate. Però, a me fa ridere l'idea del signore in giallo, il punitore. In realtà ci potrebbe pure stare, perché alla fine il berretto. Raga, il berretto è no. Non mi stai proprio seguendo, mi ha cagato completamente. Niente, Sara, va tutto bene. Basta, Jessica Fletcher. Basta. Senti. C'è lei dietro tutti gli omicidi. Signora in giallo che prega il punitore con le trappole. Il punitore in giallo. La signora in giallo e l'uomo in nero. Raga, di The Canton 2 non si sa niente da un bel po'. I due progetti che mi vengono in mente, uno
Daredevil Born Again, che entra in produzione da un mese, c'è il cappellino di New York che potrebbe essere indizio, l'altro può essere Echo, magari sta facendo dei reshoot per Echo, si rumoreggiava questo. Cappellino di New York, vale, secondo me non vuol dire niente, perché... Vabbè, frate, ma se io sto a Roma non c'ho il cappellino New York, c'ho il cappellino su Totti 10, dai capitano, non porco... Ha... il problema è che non ha il cappellino New York, ha il cappellino New York Police Department. E ah, ok. Lo danno. Allora, Valerio, dille bene le cose, che cazzo che sto da dire con... Ma mi hai interrotto. No, hai detto New York, e te sei fermato là, io che ho detto New York Police Department. Infatti hai detto New York 76 volte, io non capisco neanche È per questo che io ho detto della detective della seconda stagione, è per questo motivo. È vero. Raga, tornando a John Bertal, giustamente ho specificato male, regà, tagli in faccia, capello molto militare, senza barba. A me, io questo lo guardo così, ti dico, indietro di tutti da The Punisher. E Trencastle, Esatto, ciao Jerry. Buonasera Jerry, buonasera. La bambina che picca si sta preparando per fare la figlia di Matt e Jennifer. Sì, ma... Tra l'altro è con la maglietta della Justice League. Sì, esatto. Possibilissimo, comunque, possibilissimo che sia Oper Ego per Daredevil, assolutamente. Possibilissimo. Io ho sempre detto che comunque lo acchiappano. Anche se lui diceva... solo se la storia è abbastanza convincente. Loro, il fatto è che Marvel Studios, anche se quando esce la cosa in sé, per una parte del pubblico nella quale a volte mi ritrovo, a volte no, non è convincente, comunque nel progetto riescono sempre a chiappare tutti, cioè riescono sempre a prendere gli attori, i registi, i sceneggiatori, riescono sempre a convincerli sulla carta, poi sulla realizzazione lì si può discutere, sì, ma sulla carta riescono sempre a prendere tutti. Sono, diciamo, lontani tempi in cui non è più un... cioè, si è creato un ambiente sano, finalmente, proprio a livello, oltre che creativo, ma collaborativo con gli attori, con i talent. Cioè, loro mettono al primo posto quello. Poi magari tutto il resto finisce magari in secondo piano. Però con gli attori c'è un rapporto ottimo. Infatti, l'anno scorso, con quello che è successo con Scarlett Johansson e Chapek, Feige era mortificato, era incredibilmente devastato, no, dalla notizia per il trattamento riservato a lei, capito? Ho capito. No, tornavo di Legalaz, ci sono stati rumor su lei, su Foggy, su Elden Henson come Foggy, sembra potrebbero tornare anche loro. Ma sì, ma sta la riprendendo Karen e The Punisher. Tantissimo. Ho la ship potente. Tantissimo. Ma li stanno a riprendere tutti, ma mi pare che non vanno a chiappare Foggy e Karen, che erano i coprotagonisti di Daredevil, praticamente. Cioè, anche se non fossero i coprotagonisti della serie nuova, puta caso, che comunque, vabbè, la comparsano, gliela fanno fa, cioè, se forte, gliela fanno. Ma sì, dai, beccato, viene dal set di Silk, quel capolavoro. Torna anche... Benny Uricina, se è canonica o meno, mettiamola così. Senti, ma io credo che non ci avranno tutta la voglia del mondo di andare a prendere un attore e dire questo è Benny Uric, sapete, le cose di cui siete stati contenti fino a mo' dei riferimenti a Daredevil, ma sti cazzi, ecco a voi Benny Uric, chiudiamo così la cosa, non credo gliene fregherà molto andare a castare un Benny Uric, anche perché ci sono altri personaggi che possono benissimo coprire quel ruolo. Oppure non lo metti proprio uno che, diciamo, assolve quella funzione. Esatto, non è che è necessario, non è che serve per forza, capito? Esatto, con tutto che mi piace il personaggio, non è... Sì, no, infatti. Giampiero, allora, sì, mi piace Damon Hellstrom, fa parte sempre della schiera horror, quindi il mio pane, praticamente. Devo dire che tra i personaggi Marvel Horror non è che sia il mio preferito in assoluto, però le storie di Roy Thomas e anche quelle di Warren Ellis sono buone. Quello che ho letto mi è piaciuto. L'unica storia che non ho apprezzato con lui è una storia con un team up tra Blade, i figli di Satana, che sono Damon e Anna Hellstrom, e chi cavolo c'era? E Ghost Rider, sì. Quello non mi è piaciuto, perché l'ho trovata una storia incredibilmente vuota. Cioè, era bello l'idea, era bellissima come gruppo, come sono gruppo, come formazione, ci sta, è fighissima. Però poi è il vuoto cosmico, proprio a livello di storia, a livello contenutistico. Ciao Luca. E quindi occasione sprecata, però è interessante. Purtroppo non ho visto Hellstrom,
la serie Hulu, la voglio recuperare per capire un attimo cosa hanno fatto, però Roy Thomas, che ha creato il personaggio, non ha, diciamo, speso belle parole in merito, dicendo che a volte aveva bisogno della torcia per capire cosa stesse succedendo, perché era talmente scuro, c'era una fotografia talmente nera, talmente oscura, che non si capiva un cazzo, fondamentalmente. Il trono delle spade. Sì. Allora, senti, abbiamo risposto, mi sembra, a tutti quanti. E vogliamo, Ale, un po' di Secret Wars, insomma, esce un botto di roba, un sacco di rumor, un sacco di nomi, tornano tutti, non torna nessuno. Un sacco di rumor, sì. Che poi sono le cose più, cioè se sono quelle di Madame to Shine e basta, sono le cose più prevedibili del mondo, dette soltanto per prendere like, ma che ve le posso dire pure io. Allora, abbiamo, giustamente lo sapete tutti, tirato tanto a merda su Madame to Shine quando fa questi scam, no, cioè quando sono palesemente scam. Regà! Torna Hugh Jackman, regà, torna Tobey Maguire, in un film che si è chiamato Secret Wars, è normale. Un film che si chiama Secret Wars, dopo che sono riusciti comunque ad acchiapparli per altri progetti, sapendo che si dovrà concludere sicuramente in un mega battaglione multiversale gigantesco, grazie al cazzissimo che tornano su Battleworld un film, quei personaggi lì. Un film che chiuderà la saga del multiverso, il multiverso che ci porta tutti questi personaggi. Quindi avrebbe mai detto che effettivamente avrebbe avuto a che fare con dei personaggi per cui la gente si mobilita per andare in sala. Cioè, non... No. Io avrei proprio pensato che Secret Wars erano solo i Vendicatori, come sono attualmente. Sam Wilson, Kamala Khan, esatto. Capitan Marvel, vecchia caratterizzazione. Ape Nosler. Grazie mille, Barilone, per il follow, benvenuto. Bam. Che poi appunto, ma guarda, diciamolo, è importante, Ale, che tu abbia fatto il nome di Ipnoasler, perché come c'è del positivo c'è anche del negativo. Sicuro come la morte ci stanno di mezzo Venom, Morbius e questi qua, sì. In qualche maniera ce li infilano il muerto. Per qualche tipo di accordo. Qualcosa mi dice che non andrò a vedere Secret Wars. Madonna, no, Ale, non puoi. Dai. Quello è troppo anche per te adesso, lo sai anche tu che sarebbe troppo anche per te, anche per la tua moralità. Mamma mia. Sicuramente attendo di più The Kang Dynasty, eh? Ok, sicuramente. Oh, senti, sicuro. Però all'interno di tutto questo marasma generale, ok, ma dentro scena ha detto una cosa che potrebbe aver senso. Ha parlato del tornerà anche Larry Daly, come in quel Larry Daly, ricordiamo, il personaggio di Ben Stiller in Una notte al museo, come il link di Doctor Strange. Così io spero in un cameo magari in Una notte al museo. Lo spero, bellissimo. Manfri, fra un po' ti rispondo perché è interessante quello che dici, me lo so segnato. Però ma dicevo, che palle, ma perché è dovuto diventare Morbin Time il meme importante e non Larry di Una notte al museo, che quei matti dei Marvel Studios lo fanno davvero? Cioè, fanno vedere giusto di spalle, non lo so, a lui, con la torcia al museo e la chiudono là, no? E invece tra parentesi, datemi Ben Stiller nell'MCU. E invece Morbin Time, vaffanculo. Potevo avere Una notte al museo ben piantato nell'MCU, invece Morbin Time. Io boh. Senti, dicevo, i messaggi di Larry mi sono bloccato 3 volte da Twitch, perché è uno spoiler. Comunque, no, ma intanto ci ha detto una cosa che è stata rilanciata da Casey Walsh, che però ha avvisato di prendere dovute cautele. Quindi è una cosa che potrebbe essere altamente possibile, mettiamola così. Ovvero la notizia sull'Arcano, di cui vorrei che ce ne parlasse Alessio, perché ha scritto. Ovvero? Vale. Allora, lui ha detto, che in realtà è una lei, da quanto ho capito. Sì, c'è una lei. Una lei, ha detto che il villain principale di Secret Wars sarà l'Arcano, però nell'MCU l'Arcano sarà una variante di Kang, no? Ok. E sempre Jonathan Major. Immagino Jonathan Major, Morgan Freeman, praticamente, no? Tutto vestito di bianco. No, no, ma no, come era l'Arcano in Secret Wars 2, Febbre del sabato sera is the way, proprio. Sì, con... sì, bellissimo. Vedi che il master ci sta da Dio nel film. È perfetto. Devi arrivare. Vai, Ipno Asler, metti Staying Alive. No, e ballano insieme e decimano con gli versi. Lo vado a vedere. Sarebbe molto figo come cosa, ma a parte gli scherzi, sarebbe un bel modo di omaggiare la prima Secret Wars e al tempo stesso mantenere il focus su Kang. Mi dici, è una variante di Kang che per motivo X è diventato l'Arcano.
neanche colui che rimane è una variante di Kang nei fumetti, quindi puoi farlo tranquillamente, cioè prendi dei concetti fumettistici, non dico minori, però cioè minori sicuramente al grande pubblico, e quindi li trasli, diciamo, poi sugli altri personaggi. È una scelta molto universo Ultimate, come dicevo, ma mi capita spesso che l'MCU mi ricordi molto l'universo Ultimate, dove l'universo Ultimate, per cercare di fare un lavoro di sintesi narrativa, andava ad unire un tot di elementi così che fosse tranquillamente sono fruibile. Tantissimi gli elementi che loro hanno preso dagli Ultimate, ma per dire, l'MCU senza l'universo Ultimate non esisterebbe. No, ma esisterebbe. No, aspetta, specifico. Non oltre parlo... quello. Sì, lo so. L'ispirazione, anche, diciamo, oltre l'ispirazione per alcuni aspetti, assolutissimamente... il modus operandi, sì. Sì, l'approccio, il cool factor, l'estetica, moltissime idee, vabbè, come Nick Fury, ovviamente, cioè tantissimo. Di Ultimates, in alcuni casi un pochettino anche Ultimate Spider-Man su Long Run, insomma di altre robe, c'è tantissimo di universo Ultimate, non dico di no, io mi riferisco però all'approccio proprio, nel senso che certo. L'universo Ultimate prendeva alcuni elementi, per esempio il Hulk che nasce da un tentativo di replicare il siero del super soldato è dell'universo Ultimate ed era un ragionamento fatto col senno di poi, di doppiaggio, perché come era l'universo Marvel all'inizio, era andiamo a tentoni, vediamo quello che funziona, raccontiamo queste storie che funzionano, si può leggere Hulk, di leggere Hulk e cose così. Non era tutto una narrativa, era unita perché era nello stesso universo, c'era un grandissimo ragionamento da quel punto di vista, dove addirittura si parlava di una mappa dell'universo. Che cosa ci fa la Venom? Venom. Oh, grazie 2004. Bellissimo, grazie. Bellissimo Ale, mi piace grazie troppo. Mille a Mac Joe. Oh, bello Mac Joe, bello mio, grazie per avermi. Va bene, grazie Mac Joe, sono chiusi completamente mentre stavano ringraziando. Sono precipitati nel ringraziamento. Vabbè, però quello che dicevo, appunto, c'era un grandissimo lavoro anche per la controparte classica della Marvel a livello di continuity, perché era una cosa che non facevano da nessun'altra parte, cioè l'universo DC, gli voglio bene, ma era un reboot tipo ogni 10 anni, non diretto, però con narrativo. Lo crearono proprio per ovviare alla crisi, perché erano tantissimi decenni di storie, il pubblico non riusciva a starci più dietro, poi c'era stato quel casino di... Signori! Buon anno a tutti! Ho fatto sponda a Matteo perché sta ancora qui a casa. Avevamo due figli a casa, uno era Matteo, uno era Ivan, però... Io sono figlio vostro, ma allo stesso tempo zio di Ivan. Esatto, giusto? Esatto. Ivan, la pubertà, giovane, ha scoperto tante cose fighe e se n'è andato. Vai, tornai, non volevo interrompervi. No, parlavi Ale del fatto che giustamente l'universo Ultimate è stato creato sulla base di diamo un punto d'accesso ai lettori. Un nuovo starting point accessibile a tutti, con una narrazione più cinematografica e televisiva, prendendo anche nomi proprio da là, come Kevin Smith, che poi in realtà aveva fatto anche altre cose per... Devil, così, non solo, poi c'era Bendis, poi c'era una distinzione di approcci anche interna tra Bendis e Millar, perché erano molto diversi tra loro. Infatti, molto. Ultimate Spider-Man, diciamo, è andato avanti tanto tempo proprio perché c'era lui che nei primi anni 2000 era, insomma, aveva fatto un ottimo lavoro rispetto a quello mostro che poi avrebbe inaudito, fatto nella seconda parte. Esatto, Bendis era un mostro di bravura, infatti veniva anche spesso citato in una serie a me e a Sara, non mi ricordo se anche a Matteo, cara, che era The O.C., il nostro caro Seth Cohen, un personaggio di The O.C., si trovava spesso a citare Brian Michael Bendis come una grande fonte di ispirazione, proprio perché in quegli anni era impossibile. Ma poi la maggior parte degli eventi Marvel li ha scritti lui, cioè... Sì, non era impossibile non averlo in mente se si era appassionati di fumetti. Gli autori di Deus sì, chiaramente lo erano, ne parlavano molto spesso, e quindi l'hanno inserito in quell'aspetto là del personaggio. Però appunto, tornando all'esempio che stavo facendo prima, no, Hulk, che è un derivato dal tentativo di ricreare il siero del super soldato, è un tipo di ragionamento che fai nel momento in cui tu pensi al fatto che devi raccontare una storia poeta. Ultimates non era nato come varie testate che si incontrano, era i Vendicatori dell'universo Ultimate. Tra l'altro l'altro giorno ci sono
Non so perché ho avuto la realizzazione molto ovvia che Marvel, insomma, meraviglia, Ultimate, definitivo su due aggettivi, quindi erano, non era l'universo Marvel Ultimate, era l'universo Marvel e l'universo Ultimate, cioè, no? Cioè l'aggettivo Ultimate era un... Ultimate Universe, sì. Esatto, era perché mi stavo rileggendo... Cioè, ho salvato sul telefono le foto degli sketch, degli studi, dei costumi, degli Ultimates, diceva la controparte dell'universo Marvel. Infatti qui venne rinominata l'etichetta Ultimate Comics. Esatto, era proprio, cioè, era proprio un controaltare a Marvel, sì, era un aggettivo, il definitivo, no? Insomma, era quello. Vabbè, poi però, c'è sì, stato un declino totale. Ma anche che... giustamente, perché dove te giravi, c'avevi tipo... Ma la pietra tombale è stata soprattutto Ultimatum. Madonna che me, mio Dio, Ultimatum, io lo farei saltare in aria. A me quello che ho letto dal... A me non è Spider-Man. Ma tu non hai letto la parte di Spider-Man, di Ultimatum? O hai letto proprio la storia Ultimatum? Ho letto sia Ultimatum, mi sembra, che Ultimatum Spider-Man. Ah, boh, io Ultimatum, quelle che sono le ripercussioni sulla testata dell'Uomo Ragno mi andava pure bene, l'evento in sé lo brucerei. Però anche quello che faceva Spider-Man Ultimatum ci stava. Sì. E anzi, era una delle poche parti buone, perché c'era Bendis che aveva, diciamo, svolto il ruolo di consulente creativo in quel momento, perché sì. C'era Loeb che... Ah, Loeb, ricordiamoci che tanto amato, no? Cioè... Per quello, vabbè, che cose buone, guarda, che ha fatto. L'Ultimatum Spider-Man, una scena che mi rimarrà sempre nel cuore, e cioè praticamente il palazzo che è completamente sommerso dall'acqua, scusa, sì, e Spider-Man che salva una persona, e JJJ che ha avuto tipo l'illuminazione dicendo è un eroe, dalla, per lui infatti, sono, cioè, i pochi momenti buoni. Sì, assolutamente. Ma è finito l'Ultimatum e devo tornare alla domanda. No, non stavo parlando dell'Ultimatum, volevo parlare riguardo sta cosa dell'arcano. Grazie Gian, adoro quando si abbonano mentre Ivan parla e lo interrompo con cuore. Tu adori quando mandano cose sulle quali devi rispondere mentre altri parlano, pure sì, Alessio, tutti, grazie, appena no, qualcuno parla non vedo l'ora che facciano qualcosa. No, tanto è vero che avendo imparato dei miei errori lo faccio in silenzio, quando tipo Alessio parla. Sto cazzo, ho sentito ogni singola volta. No, perché tu senti tutto, ciao, perché ogni volta fa culo, non mi interessa quello che dici, sono fandoni. Pure lui Alessio... si bloccava. Quando, secondo te lui si bloccava per motivi oscuri o perché ne metteva? No, perché lagga, brutto stronzo. No, viene a casa ti cago addosso. No, vabbè. Se parli a bassa voce ma verso il microfono, ti si sente comunque perché sei verso il microfono. Ma infatti è una cosa che non interrompe il flusso della narrativa. Ma grazie mille, ti regali 20 sub mentre parla Ivan, ti vengo a prendere a casa e ti do un forte abbraccio. È difficilissimo continuare a parlare ogni volta che nel mentre che uno per mantenere la concentrazione, per Dio. Vabbè, però quello che volevo dire, Cristoforo Colombo, è tenente che questa cosa, tenente Colombo, sempre si è lodato, è che questa possibilità, appunto, di avere l'arcano come una variante, una versione alternativa, preferisco come termine, di Kang, è una roba che mi ricorda molto quel tipo di approccio là, dove tu non lo fai, torno all'esempio di prima, chissà se riuscirò a completarlo questa cazzo di volta, non lo fai perché stai creando il personaggio di Hulk a sé, ma lo fai perché Hulk è uno dei personaggi di Ultimates, quindi fai come facciamo a collegare, se vogliamo, Hulk fa parte della struttura governativa, ha creato questa roba che lo rende un mostro fortissimo, gigantesco, magari è un tentativo ma riuscito di creare quello che era il siero del super soldato perfetto, che era quello, insomma, che poi non era un siero solo, in realtà Capitan America nell'Ultimate gli hanno fatto varie operazioni, era molto più realistico come approccio, ma vabbè, sotto i ferri per mesi, però comunque, insomma, è quell'idea là, mi ricorda quell'idea, rendere Kang un... cioè la versione alternativa di Kang, l'arcano, mi ricorda quello, perché non è che stai a fare l'arcano per fare Secret Wars, tu stai facendo l'arcano che è collegato in una narrativa più ampia che deve essere soddisfacente, perché i pezzi devono inserirsi. Sarebbe stato molto più complesso inserire l'arcano come un altro personaggio là in mezzo, immaginatevelo, introdurre l'arcano mentre stai facendo un... Ma anche film... un po' fuori luogo, se ci pensi. Immagina introdurre un altro super cattivo durante la saga dell'infinito, cioè durante Avengers Endgame, per dire, al posto di Thanos. Ma scusa, peraltro era una delle teorie più gettonate ai tempi.
Sai perché? Perché? Sì, perché viene pubblicato questo libro non canonico che si concentrava su Selvig, Jane Foster e Darcy, che erano sopravvissuti al blip, no? E nel frattempo c'era un incombente minaccia, non ho mai capito cosa fosse effettivamente, e pensavano che fosse collegato ad Avengers 4. Ma ci credi che era in una sinossi poi rivelatasi falsa iniziale di Avengers 4? Io ricordo ancora ai tempi su Facebook, ne parlavo con Luca, ok? Sì. E di queste teorie, perché si parlava di una minaccia incombente in arrivo. Me la ricordo, si parlava proprio di Kang, perché c'erano le teorie col fatto che, dato che c'erano le foto dal set, no, di loro ai tempi di Avengers, viaggio nel tempo, quindi Kang. Però c'era un problema. Che roba stupida sarebbe stata introdurre Kang nel momento in cui tutta la narrativa verte attorno a Thanos, no? Vero. Cioè, Col senno di poi sì. Cattivo. Tantissimo. Qual era il problema, Le? Come il si chiamava problema? Il problema? Si chiamava 20th Century Fox. Beh, perché l'acquisizione non era completa. Ah, è vero. Però loro. Anche fosse stato possibile, sarebbe stata una mega cazzata, insomma, da fare, quindi fortuna ha voluto che non sia stata così, e fortuna vuole, nel caso, questo rumor, che chi l'aveva rilanciato, Vale, perché gli stiamo dando l'ha valenti. Detto My Time to Shine. Ma l'hanno rilanciato? Quelli più sensati, quelli su abbiamo questo qualcosa, l'abbiamo portato sul sito. Sì. Altri che sembrano insensati, che sono veramente falsi. Ma hai detto che l'aveva rilanciato qualcuno altro? Poi aspetta, Murphy l'ha messo sul suo sito e ha preso credibilità, perché Murphy è molto bravo. E allora a posto. Poi aspetta, Casey Walsh in più ha detto: quello che sta uscendo è vero, ma proviene dai concept art, ok, dalla roba preliminare, che potrebbe non comparire. Oh mio Dio! Davvero c'è Kang col vestito da Febbre del Sabato Sera? Che pensi? Come l'arcano di Silvio. Giocato al Majors con i capelloni così. Madonna! No, ma con la giacca di pelle come unico ornamento. Quando Majors è più ipno-hustler di ipno-hustler. Bellissimo! No, ma poi, fondamentale per combatterlo voglio il Magus, sì, perché ricordiamo com'è il Magus nei fumetti con la sua capigliatura afro, bello, anni bellissimo. 70. Voglio una guerra di ballo, non lo so, uno scontro, un dance off per dare un contesto multiversale. Sì. Regà, questo è il mago, questo è Adam Warlock, questa è la versione malvagia di Adam Warlock. Ma io dico, Cristo, sì, è disco stupido. Io voglio Will Poulter così, sì, con questa capigliatura. E Viola. Esatto. Senti, comunque, Mr. Satan, è vero. Disco stu, è bellissimo, non ci ho mai pensato. Disco stu, non ci penso più. Un buono in faccia a Kang. No, comunque... Qualcuno mi photoshoppa, per favore, il gigantesco, come cazzo si chiama l'attore, non mi viene in mente adesso, quei capelli. Jonathan Mitchell. No, l'altro. No? Will Poulter, Will Poulter. Will Poulter, in ordine com'è. Vabbè, stiamo in tema di Magus e Adam Warlock. Per quello dico. Film dove c'è Tobey Maguire, gli fai Bully Maguire il balletto. Regà, porca puttana, Oscar. Bully Maguire. Zemo che va così. Star-Lord il Magus. E cosa appunto disco Kang insieme, scusate, fanno un dance off, credo sia potenzialmente il Nirvana, cioè credo la variante si chiamerà Discang. Sì, e Shulk che twerka. Shulk giustamente discante, senti, chiedo a tutti quanti, ma è Gian oppure stiamo laggando? E se stiamo laggando, ogni tanto vedo voi che laggate, non so mai se sono direttamente io. Fammi vedere il bitrate allora. Perché il bitrate è un po' contagiato, ve l'ho trasmesso, mi dispiace. È un po' ballerino il bitrate. Guazzo dice, infatti state laggando. Io vi vedo bene. Vabbè, è il bitrate. Va a momenti. Recupera. Guarda, bozzo sul ginocchio. Top nickname, ti voglio bene. Bellissimo. Ragazzi. Giustamente, Dazzler, che non la metti lì in mezzo, Dazzler, per fare... però voglio quella di Dark Phoenix, che è l'unica cosa buona, quindi... Regà! C'è Dazzler in Dark Phoenix? Sì.
Ma pensate, peccato che non lo scoprirò mai perché non lo vedrò. Ellen, no, aspetta, ce l'ho. Alston Stage si chiama così. Era perfetta. È un peccato veramente che non lo scoprirò mai perché quel film non mi interessa vedere. Però, regà. Tutto il film è ambientato sul pianeta di The Marvels in cui parlano soltanto cantando, dove ci saranno le sequenze Kangtando. Cristoforo Colombo, dai e Jerry. Cristoforo Colombo. La musica di Carbo Your Enthusiasm. Era tipo la risposta a Joker 2 della Warner. Vero! L'hanno detto anche nei commenti e infatti io stavo per dire magari gli rompessero il culo a quel film di merda. E comunque nel film ci sarà anche Milo che balla con il sottofondo Sex. Abbiamo anche il contributo Sony esterno a Spider-Man, perfetto. C'è potenziale. Senti, cazzate a parte, torno un attimo serio, però non devo guardare la chat perché non riesco a essere serio. Ma, dico solo quest'ultima cosa, in sottofondo un... Scusa, la faccia di Valerio mi ha fatto ridere. In sottofondo, durante questo ballo, io vorrei, voglio vederti danzare di Battiato, che ricordiamo tutti, buon'anima, Battiato, durante un concerto, cadde dal palco con voglio vederti danzare in sottofondo, il ritornello è e gira tutto intorno a una stanza mentre si danza, e lui mentre cantava sta cosa è precipitato dal palco, cosa che non ha mai smesso di farmi ridere in tutti questi anni. Mi piace Battiato, Franchino, un grande. E quello che sarà Bully McGuire, secondo me. no, perché lui ha detto che si ricorda tutte quante le mosse e le fa ogni mattina, quindi non può sbagliare. Lui ha detto, oltretutto ha linkato il video del bambino che balla esattamente come lui. Io, Toby, grazie, ti voglio bene. It's Kang in time. No, dicevo, cazzate a parte, c'era il commento non so cui rispondere. Lui dice, in The Gang Dynasty vedremo già variante, ci saranno solamente in Secret Wars, in generale vedremo altre varianti nei film Marvel prima di Secret Wars, senza dirti troppo, sì. E vedremo diverse varianti. Sì, ma sì, c'hai Quantumania che c'ha Kang il Conquistatore, seconda stagione di Loki che c'è un'altra versione di Kang ancora. Ok, ma di Kang e basta, non di Kang, no, parlo di Kang, The Kang Dynasty. Non so se lui ha specificato, cioè, vedremo già varianti, non so se ha specificato di Kang o in generale versioni alternative di personaggi come Kang. In The Kang Dynasty sicuro sì. The Kang Dynasty vedi tutti, vedi loro che fanno di Kang, ovvio, no, in generale io punto sul fatto che in generale vedi in generale. In generale, invece, secondo me, se sono furbi, potrebbe fare un grandissimo traino vedere alla fine la creazione di Battleworld e i vari Spider-Man, Wolverine, i Fantastici 4, insomma, questi qua che escono fuori da versioni alternative o create ex novo o di film passati e cose così, che si riuniscono insieme ai nostri protagonisti che seguiamo. Per vivere la battaglia di Battleworld, per l'appunto. Se so furbi, quello è il finale di Kang Dynasty, perché secondo me quello potrebbe essere un gancio fenomenale. Poi non lo so se durante il film vogliono far vedere, che ne so, Silver Surfer dei film dei Team Story o robe così, va bene, però secondo me se lo tengono solo alla fine dico. La variante di Manvellani, regà, la foto con Sara Manvellani non sai distingo chi è una e chi è l'altra. Palesemente sorelle, no. E quindi per forza di cose anche Matteo, parente. Esatto. Su Real Time. Romani, Manvellani. No, io penso che tutti i progetti che coinvolgeranno Multiverso qualche variante ce la mettono, cioè proprio la forza, la variante di Ben 10, eccomi, la forza del Multiverso, per come anche l'hanno interpretato, è sempre mettere queste versioni alternative. Loki c'ha 2000 varianti di Loki che sono tutte uguali e sono diverse. Sì. No Way Home c'ha i capolavori. E Doctor Strange c'ha diverse varianti di Strange, sempre interpretate da Benedict Cumberbatch, ci dimostrano tutte le versioni possibili e immaginabili. Deadpool 3 ragiona che Hugh Jackman è una variante del Wolverine futuro canonico. Mettiamola così. Magari si tengono odio il termine variante con tutto il mio cuore, ti prego, vale, smettere di farlo. Magari quel termine di merda lo odio con tutto me stesso. Ora, per l'appunto, no? No! L'idea che il Wolverine di Hugh Jackman, non tanto per affezione, ma in generale anche di un altro Wolverine,
fosse sia una versione alternativa di, mi fa schifo. Cioè, l'idea che ci sia un solo centro nevralgico e poi tutti quelli che ne derivano, mi fa schifo. Mi piace che sia tutto un grande casino e che non si capisca un cazzo e che sono solo versioni parallele tra loro. Era il problema No Way Home, che loro alla fine hanno fatto Peter 1, Peter 2, Peter 3, ma soltanto perché... ma in quel caso non stavano privando di importanza loro, perché loro... Che cazzo è? È un link. Ok. Non è che stavano privando di importanza la loro storia, perché la loro storia e il loro ruolo era fondamentale. Peter 1, Peter 2, Peter 3 era per semplicità di azione nella battaglia, per distinguerli, sì, anche per marketing, perché così poi dopo ci giochi sul fatto che sono Peter 1, Peter 2, Peter 3. Però non era che era Peter 3 e quindi era l'ultimo dei pezzi di merda. Andrew Garfield, anzi, comunque c'era le parti molto simpatiche, proprio perché era Peter 3, ci ridevi su una cosa che lui pensava ad essere il 2. Insomma, era molto... Sarà caotico. Non era, capito, Tobey Maguire è un povero scemo, Andrew Garfield è ancora più scemo e il più figo, l'Emmezzo e Tom Holland era oggettivamente il protagonista, l'Emmezzo però comunque non andavano a togliere importanza. L'idea che Hugh Jackman sia un pensiero secondario rispetto a un altro Wolverine, per dire, che magari questo è anche più interessante, più figo, non lo so, non mi piace particolarmente. Ma a parte quello, questo qua so io che sono un rompicoglioni, perdonatemi, ho veramente spaccato il capello in 500 parti senza vedere il motivo. Volevo dire, può essere effettivamente Vale, cioè hai ragione sul fatto che già Cantina si rifaccia a vedere delle persone alternative. Io sto pensando che il punto di vendita principale di Secret Wars, oltre a sicuramente l'hype che avremo dopo gli eventi per vedere come si completerà, saranno anche, insomma, vedere queste versioni alternative insieme, cioè l'idea appunto da avere per molte persone, non per tutti, per carità, ci sarà sicuramente una grandissima fetta di pubblico che non gliene fregherà un cazzo e si vorrà solo vedere il blockbuster, ce ne sarà una grandissima fetta di pubblico che sarà là per vedere Sam Wilson e cose così, però ci sarà anche lì una grande parte di pubblico che sarà là che dice: ma sai che non è che mi fa proprio schifo vedere Tobey Maguire e Hugh Jackman insieme con i costumi di Wolverine e l'Uomo Ragno in schermo, cioè comunque sarà una parte dell'hype. Infatti... magari riserveranno quel tipo di versione, le versioni dei film passati o versioni interessanti a livello, insomma, di universo alternativo, che ne so, uno Strange alternativo che è sempre Cumberbatch, però interessante o cose così, per Secret Wars. Ma in Kang Dynasty vedremo, che ne so, un Reed Richards alternativo a quello che abbiamo visto, che avremo visto per allora precedentemente in Fantastici 4, che magari non è per forza di cose Johan Gruffudd o magari è Tiberio Timperi. Che non è, vabbè, quello lì l'unico per il quale il termine variante va bene, perché derivano tutti da lui, l'originale, sì, sì. Winters, Tiberio lui è il Sigma per forza no, ma guarda, sì, secondo un altro rumor, sempre forse Madame to Shine, che ha senso logicamente parlando, utilizzando un minimo di cervello, The Kang Dynasty è più su Kang, più sugli Avengers tradizionali, Secret Wars è su tutti. Maguire, Garfield, 18.000 personaggi. E qui voglio Alessio, perché c'è la domanda di Manfred che era interessante, volevo sapere il punto di vista di Alessio. È molto interessante. Ho un po' di paura, naturalmente anche di Ivan, io ti voglio bene sempre, ricordi il semi. Un po' di paura per Secret Wars. La storia è molto corposa, riprodurre la cima in un film massimo ulteriore mi sembra difficile. Per voi come sarà adattato? Qui sono curioso di sapere da Alessio, perché comunque con Ivan ne parlo spesso di questo. Ma come sarà adattato? Immagino lo scopriremo anche in base agli andamenti di anche di Quantumania, perché molti sottovalutano che è collegato comunque. Cioè, minchia, l'antagonista è praticamente il big bad, no? The baddie del, sì, è come se avessero reso Thanos il cattivo di Ant-Man and the Wasp, praticamente. Cioè, capito? è una cosa grossa, molto grossa. Sì. Diciamo, non vi aspettate un trattamento chiaramente visto a Secret Wars del 2015, magari qualche influenza di quella originale, anche per il discorso Spider-Man, poi là c'è tutto, diciamo, costume nero,
Esatto, però... E quindi Bully Maguire è confermato, scusami, se... Sì, esatto. Se il costume nero si applica eventualmente a Holland, ti pare che si bruciano l'opportunità di avere tre guarda, uomini ragno col non costume so cosa nero? mi fa più schifo, se un, no. questo scenario qua o lo scenario di Venom di Tom Hardy. Sì, ma, entrambi i casi vomito. Spider-Man Alessio, sono lo stesso scenario, è Venom a dare il costume nero a loro tre. Bello, bellissimo. Che, no, oddio, oddio, l'ho scritta. Okay. Alessio, scusa un secondo. Fanno i sinistri 6. No, ce l'ho io. No, lo so, ti stavo prendendo in giro. No. Il tuo. Ce l'ho. Il solito. Questa è pazzesca. Dopo lei continui con le risposte. Questa è pazzesca. I sinistri 6, ovviamente, il muerto Kraven, quello che suona la chitarra, tutti questi personaggi entreranno insieme, tutti reclutati dall'avvoltoio nell'MCU, perché si apriranno squarci e entreranno lì. Io spero con tutto il cuore che l'universo della Sony venga distrutto. È quello che suona la Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, esatto. Ok, tutti insieme. Mi sono immaginato uno che sei alle feste, porta fuori la chitarra, dai ragazzi faccio la canzone del sole, e tutti quanti vogliono sparare perché ci sta l'entrambino, non ti aggiago quale? Degli RPG da tavolo tipo i D&D il menestrello, il menestrello, sì. Vabbè, no, comunque i sinistri 6 di Sony, chiamiamoli così, reclutati all'avvoltoio per vendicarsi di Spider-Man, noi tutti sappiamo il motivo, spiegatecelo lo prego, arrivano nelle Secret Wars e finalmente si trovano davanti tre Spider-Man, che è il loro sogno erotico proibito. Qual è? Voglio ammazzare uno Spider-Man, ce ne ho tre uguali davanti, cioè mi via duro, ok? Lì assistiamo al sacrificio del nostro pro-eroe Eddie Brock, perché Eddie Brock è un bonaccione, sì, fa, ragazzi, vi aiuto io. Si sventra letteralmente, il simbionte si divide in tre, va su Maguire, Garfield e Tom Holland, loro tre col costume nero, col simbionte di Venom stupido, che combattono i sinistri sei col menestrello e quell'altri. E lì non scherzo, e lì si sente pa, loro, cioè, sì. I loro sì. rispettivi costumi neri, e Alessio in quel caso ricrea la scena di questa è benzina direttamente in sala con noi che cerchiamo di tenerlo fermo esattamente sì. come nella trasmissione. Guarda, Splash! Detto così potrebbe farmi incazzare anche più di No Way Home, forse. No. Vai, no, torniamo seri a lei, vai da aspettative per il film, vai, di Ale. Come lo gestiranno. Allora, sinceramente al momento, da quello che è emerso finora, mi interessa di più, cioè più hype, posto che, come ho detto mille volte, il discorso dell'hype qual è, mi interessa di più The Kang Dynasty. Ho una relativa curiosità per Secret Wars, un po' perché sarà effettivamente il culmine in tutto. La cosa che trovo più interessante, che potrebbe essere un grandissimo omaggio a aspetta, stai allaga, un omaggio a? Mi avete perso dove? Un omaggio a? Un omaggio anche bello toccante alla storia cinematografica della Marvel in generale, no? Sì, perché vai a prendere non dei pilastri Studios, esatto, non dell'MCU, ma esatto, della Marvel. Ma perché già dell'MCU era più Endgame, già capito, era, sì, era quello il da momento. Morire, invece da morire. Secret Wars prenderebbe i pilastri della storia cinematografica della Marvel, quindi Hugh Jackman, prendi anche Maguire, poi se vogliono prendermi anche qualcuno dei Fantastici 4 di Team Story, a me non fa schifo, dato che almeno nel primo film li apprezzo molto. E così via. Però dall'altro questa cosa qua mi spaventa tantissimo, perché mi sembra veramente, ma veramente un soggetto da iper fan fiction, ma proprio forte. Cioè, ma sai quale, perché temo che possa diventare quello che non è stato Dottor Strange nel multiverso della follia. Sì, perché sì, tutti sì. volevano, e prendi Daredevil di Affleck, e prendi Nicolas Cage, prendi Ghost Rider Nicolas Cage, ma che... Per forza lo vanno ad acchiappare per Secret Wars. No, l'ho capito, però, cioè, ti rendi conto che non è un po' troppo... Io capisco anche, vabbè, il meme, e noi ci scherziamo e ci sta, quello va benissimo, però qui ci sono persone convinte proprio, e io so già che molte rimarranno deluse quando non vedranno determinate cose, poi invece avremo tutto questo. Secondo me ci sarà tutto. Sì, anche secondo me. Secondo me, ma a me questa cosa qua, diciamo, al momento non è che piaccia più di tanto, perché mi sembra troppo,
cioè, se riescono a gestirlo bene, del tipo, fanno l'inquadratura di, che cazzo ne so, Thomas Jane, no? E si vede la sua testa distrutta, no? Mentre cerca di far rimettere insieme John Travolta e la moglie, dopo averli fatti litigare, un film terrificante, cioè, mi potrebbe stare anche bene, riderei come un coglione, però mi andrebbe bene, ma che Thomas Jane deve avere il ruolo nella trama del film per sconfiggere Thanos, Thanos Kang, che è l'arcano, quello che è, non mi... L'arcanto. Esatto. No, come si può chiamare? Arcanto. No, è di Skang, abbiamo detto, di Skang. Come? Come? È di Skang, perché la versione disco. Giustamente, il di Skang. No. Ale, se invece fosse, provo a dargli un senso, Mazza Manfred mi ha anticipato, fosse la creazione del Batwoman, ovvero si crea il Batwoman, sì. Tutte le realtà tramite Io infatti lo volevo dire, volevo dirlo io dopo Ale, questa cosa. Ma ora la dico questa cosa, poi te la lascio. Sì, vai. Si fondono tutte le realtà in una, tutte le realtà di personaggi che hanno debuttato in passato, e quindi tu hai, per esempio, nella Terra, semplicemente loro nella panoramica generale di questo grandissimo Batwoman che si è creato, dimostrano Hugh Jackman, dimostrano il Punitore, quello che hai menzionato te, dimostrano Ghost Rider, ma soltanto come brevissimi cameo per dirti... ma io temo che non sarà così, Vale. Cioè, a me piacerebbe se fosse così, ma non sarà così. Però magari, per dargli un ruolo... Tu tieni il focus sui Vendicatori, e qui mi concentro su quello che diceva Sbomba, magari con i Vendicatori principali che vanno a caccia dei personaggi che possono essere utili. Mi hanno parlato di un certo artigliato canadese che spacca i culi, vanno a prendere Hugh Jackman. Tom Holland fa, regà, conosco due Spider-Man, si muove là, li va a prendere, quindi ne prendono soltanto alcuni. Però sempre mantenendo il focus su una squadra, ok, in caso di Endgame hanno fatto i 6 Vendicatori originali, qui magari manterranno il focus sui nuovi 6 Vendicatori che vanno a prendere gli altri, li trascinano soltanto per la battaglia finale, senza dargli un ruolo per tutto quanto il film, ma soltanto per poche scene, magari li buttano soltanto nella battaglia finale o quelli un po' più sconosciuti, qualche cameo sporadico all'inizio. Ma io credo, per quanto mi riguarda, io non credo che sia... difficile riuscire ad adattare Secret Wars, per dire, la Secret Wars classica con i personaggi del multiverso in stile Secret Wars del 2015 in un film. Cioè, io penso che potenzialmente, già che, cioè, allora, Secret Wars di per sé, che a me come storia piace molto quella classica, è una storia che inizia, cioè che è una miniserie fumettistica, quindi per forza di cose c'ha tempistiche diverse rispetto a un film, insomma anche di fruizione, un formato diverso e tutto quello che vuoi, però è una roba che non ha neanche il palco d'inizio che sarà Kang Dynasty, cioè Kang Dynasty è un prologo di 2 ore potenzialmente per Secret Wars, potenzialmente, non dico che sarà così, magari sarà fruibilissimo a sé stante, non credo. È potenzialmente un prologo di 2 ore di quel film, 2 ore e mezza, non lo so quanto sarà. Vabbè. Quindi, nel momento in cui tu hai tutto quel tempo per creare il palcoscenico, l'idea di avere un film dove i buoni e i cattivi sono contro in questo sconfinato mondo creato per la battaglia, con questo team di supereroi dove vai a prendere potenzialmente 3 uomini ragno, che sarebbe un po' OP come cosa, però vabbè, potenzialmente puoi fare. O volendo puoi prendere anche, non so, Tom Holland, vabbè, sì, no, 3 uomini ragno in realtà li devi prendere forza, Wolverine, Capitan America di Sam Wilson, insomma, un tot di personaggi, anche un po' di personaggi, per carità, non dico che fa un team di 6 persone appunto come Vendicatori, ma anche un po' più di personaggi, e metterli contro un altro tot di cattivi, per poi magari alla fine in pieno stile Endgame tirare fuori, non dico dai portali, però insomma dal corrispettivo che sarà del portale, tutta un'altra orda di personaggi da mettere là sullo sfondo e vedere soltanto in battaglia, come è stato l'uomo ragno di Tom Holland in Endgame. L'uomo ragno di Tom Holland in Endgame c'ha un suo impatto emotivo quando lo rivedi, però non è che è un personaggio importante per tutto il film, cioè potenzialmente puoi fare quello con, per dire, il Ghost Rider di Nicolas Cage, con il, cioè, tutti i personaggi che puoi accennare in un altro contesto, in Kang Dynasty, insomma quello che vuoi, o anche non spiegarli, semplicemente farli vedere che appaiono, se lo sai bene, se non lo sai ti diverti comunque, e farli e inserirli poi nello scontro finale inevitabile che ci sarebbe. Ciao Gianluca, buonanotte. Dove mi immagino già precusto l'eventuale dottor Disney, quello là sono io,
che sono un po' così, che prende contro la situazione. Mi piace pensare. Pausa per i saluti di Sara, che sta andando a dormire. Buonanotte, Sara. Ciao, Sara. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Io quindi non credo che sia... io credo che ci sia potenzialmente un grande, come si può dire, margine di riuscita se fatto con intelligenza per quanto riguarda Secret Wars. Cioè, Secret Wars per me è un film di guerra, se me lo immagino, nel senso che è un film che effettivamente segue dei supereroi in un campo di guerra, cioè la guerra segreta, no? Perché io quello vivo appunto molto con la concezione della Secret Wars classica, cioè dove ci stanno una fazione e un'altra fazione, ci stanno i supereroi che devono, che hanno conflitti tra loro, che devono riuscire a capire come fare, l'uomo ragno che si deve cercare un cazzo di costume nuovo perché non sa come, visto che c'era tutto sbrindellato, insomma, robe che succedono dalla parte, succedono dall'altra, destino. Quindi che è molto più per la discorso fazione. Tu sei più per il discorso fazione. Sì, io credo che quello sia molto, molto più attuabile. Prima non avevamo detto la seconda parte del rumor. Ah, ok. E qual è la seconda parte del rumor? Che The Kang Dynasty, secondo lei, si focalizzerà principalmente sui nuovi Avengers, quindi la nuova scheda di personaggi come Sam, e Kamala. E tutti via. Noi proprio stiamo là trepidanti in attesa. Mentre sì. Secret Wars... sui loro in panchina, sui gli Avengers multiversali. Ok. Però non okay. Si parla per il momento di fazioni e scontri tra, che so, prendiamo quello originale, dei buoni e i cattivi. Capito? Vabbè, io credo che saranno loro, saranno dei personaggi provenienti da altri universi, molti dei quali che conosciamo già per altre versioni cinematografiche e per altri film, che devono contribuire a salvare la situazione. Vabbè, ma comunque non è che i Vendicatori, cioè io ovviamente saranno, cioè io li vedo a fazioni, ma perché mentalmente vado, cioè li vedo le fazioni quelle come sono le cose nel fumetto, perché mentalmente vado nel fumetto. Ovviamente si chiama Avengers Secret Wars, quindi esatto. L'eventuale gruppo dei buoni sono gli Avengers in quel caso. Sì, sì, sì. Che poi gli Avengers quasi a livello orario, nel senso come quando si presentano tutti davanti alla mansion, nei fumetti sì, ci siamo stati tutti Avengers prima o poi, quindi è quello. Esatto. Perciò io, cioè comunque vabbè, anche se loro stanno in panchina, gli Avengers multiversali sono il focus, comunque so un gruppo di supereroi che dovranno andare contro qualcosa o qualcuno, no? Quindi certo, non è che si allontana troppo, se me lo devo immaginare potenzialmente da quello che mi posso immaginare, insomma io credo che sia facilmente attuabile, appunto, cioè vedere, cazzo ne so, Wolverine che si mette a posto gli artigli nel mentre che l'uomo ragno si molla a cercare il macchinario col costume nero. Non sai è un'immagine come potrebbero fare quello strana. Che dici tu? Mm-hmm. Se avessero degli approcci diversi. Cioè? Cioè, si creano effettivamente le fazioni, ma sul modo in cui risolvere la situazione. E quindi gli Avengers multiversali la risolvono in un modo, gli Avengers, non magari del film precedente, ma anche altri personaggi, che la risolvono a modo loro. Sì, 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 potenzialmente sì, sì, è vero. E poi vabbè, la situazione ovviamente è Kang, arcano di Skang, esatto. che fa il mega casino e loro devono riuscire a sistemare la cosa. E appunto io mi figuro un destino machiavellico che riesce a prendere controllo alla fine, ma quello là sono io. Cioè quella è la cosa, capito? Che prima sembra una completa contraddizione con quello che ho detto prima, magari lo è anche dopo ho detto se introduci un altro cattivo là in mezzo vai a togliere spazio a quell'altro. In quel caso però sarebbe tipo il colpo di scena, cioè vedermi destino che è un po' come nella Secret Wars attuale che ha fatto con Thanos, gli ha infilato un braccio nel petto, che lo fa con Kang alla fine, tu fai cazzo, oh mio Dio, c'è qualcuno di peggio, non è che mi fa troppo schifo come idea, e quello potrebbe essere interessante. Senti. Insomma, quindi... ma anche replicare una scena come hai detto tu, cioè magari senza destino, bisogna vedere, però sì, anche che prendi un altro Thanos, e c'è Thanos, Kang... capito? Cioè, è forte anche quello, perché ormai tu hai messo nella mente del pubblico e dei fan, sì. Thanos è il massimo. Come possiamo superare quel massimo? A parte il pubblico di What If, dove ha visto Thanos aperto in due... Non è così tanto il massimo contro Visione e Ultron, diciamo. Io tanto e benedetto, che merda quella serie. E... Alcune cose... Youssef dice... Ciao Youssef, tanto ho letto una su Reddit una potenziale trama legata a The Dynasty... È falsa, ok?
perché fondamentalmente lo stanno ancora scrivendo, quindi la trama non c'è. Dettagli sulla trama potrebbero esserci, qualche informazione, qualche intenzione, ciò che vorrebbe fare la produzione, ma tutto, se tu leggi, ecco la trama completa, minuto 14 succede questo, minuto 25 succede questo, il film finisce in questo modo, 10 a 1 è sempre falsa. Poi benvenuti al Porcellazzo e Fabio, grazie mille per il follow. Purtroppo, grazie. Regà, non leggiamo sempre i follower, l'abbiamo dovuto disattivare causa bot. Spero che siano reali. Vabbè, voglio rispondere un attimo a Nicola. Nicola, vabbè, fa uno spoiler della miniserie di Spider-Man 2, che però credo sia uscita anche da un po', quindi insomma. In quella miniserie si scopre che l'universo Ultimate non è mai scomparso, quindi se effettivamente è così, ed è così. La Secret Wars del 2015, a cosa è servita? Nicola, ti rigiro la domanda. In buona parte dei fumetti dopo Crisi sulle Terre Infinite che sono usciti negli anni, si è scoperto che il multiverso non è mai sparito nell'universo DC. A cosa è servito Crisi sulle Terre Infinite? La risposta è che questo è un medium, quello del fumetto supereroistico seriale americano, che è fatto per andare avanti per sempre, virtualmente. Cioè, virtualmente nel 3000 l'Uomo Ragno potrebbe essere ancora in pubblicazione, se vogliono tenere, capito, in pubblicazione, sì. L'Uomo Ragno. Quindi... E ancora non si sarà messo con MJ? E ancora, esatto, non ancora ancora ci avrà il Goblin che sarà diventato suo padre segretamente, non lo so, se si saranno inventati un'altra di quelle cazzate. Però, insomma, potenzialmente, questo qua è un medium che è fatto per andare avanti per sempre. Quindi nulla è mai definitivo per quanto riguarda questi personaggi, ma veramente nulla. Cioè, cose che sono definitive lo sono per un discorso umano, come per esempio la morte di Capitan Marvel, che era per un discorso umano, era una richiesta di Jim Starlin, se non ricordo male, no? Che aveva fatto la morte di Capitan Marvel in parallelismo anche alla perdita del padre, sì, per via del cancro. Le cose che sono effettivamente definitive sono potenzialmente nessuna, neanche Capitan Marvel potenzialmente, ma come non lo era, cioè tipo Gwen Stacy è rimasta morta per un sacco di tempo e poi stanno letteralmente facendo adesso l'evento fumettistico con tutte le varie uncover con Gwen Stacy in ogni versione possibile immaginabile. Ovviamente non è che è ritornata proprio lei, però lei è ritornata in forma di clone 56 volte. non c'è veramente nulla di definitivo, quindi è servita a intrattenere in quel momento e a creare un banco interessante per una serie di storie future, per avere Miles Morales nell'universo classico, per avere una serie di elementi uniti insieme, per avere l'idea di Ultimates che trapela nell'universo Marvel Terra 616, insomma come l'hanno chiamato, era Terra Prime ai tempi, è servita allo scopo, banalmente, è servita allo scopo. È servito anche per portare alcuni personaggi dell'Ultimate nell'universo... E appunto Miles Morales. Sì, Mm-hmm. Quindi, grazie Matteo intanto per aver rinnovato, grazie mille, grazie. Bello mio, bentornato, grazie mille. E quindi ma Matteo ha fatto punto esclamativo Telegram, però non gli sta arrivando il link, sì, devi attivare sì, aspetta, tanto comunque l'hanno fatto l'attacco bot, allora unmute, è tornato Matteo, rifai punto esclamativo Telegram e dovrebbe tornare qualcuno, insomma, per lui, l'aria, ma Fede, non lo so, vedete. Però sì, insomma, eccolo. È un dubbio legittimo quello che ti poni, Nicola. Si chiama tipo il barone della narrativa. Quindi potremo vedere la ripresa di Ultimate Spider-Man, perché sarebbe bello rivedere l'avventura di quel Peter. Ma forse in futuro potremo vederla. No. Io su questo sono abbastanza categorico, nel senso che tutto è possibile. Tutto è possibile. Ma infatti io non credo in tempi recenti, in futuro, esatto. Tutto è possibile, futuro, perché sì, cioè... ma nell'immediato futuro no, cioè, manco io, anche manco perché io. Bisogna capire quanto renderebbe l'Ultimate adesso, cioè no, l'Ultimate ma poi, era ma poi adesso quel Peter è tipo immortale, cioè c'hai delle cose che quello lo distanzia dal senso proprio principale del personaggio in molti aspetti, quindi esatto. Non è che c'è molto da farci. Ma poi... poi si è creato veramente un contrasto, perché cioè, laddove l'universo classico prima, no, i primi anni 2000, sì, si poteva seguire per tutti i motivi che abbiamo detto prima, è nato l'universo Ultimate. L'universo, sì, Ultimate ha fatto quasi più problemi, ha creato quasi più problemi dell'universo classico normale. Nel frattempo, sì, è arrivato il cinema. L'universo classico, sì, ne ha giovato, no, sì, per più motivi. Molto, e l'Ultimate nel frattempo morto e sepolto. Diciamo le cose come stanno, l'universo Ultimate adesso è l'MCU, cioè è quello il punto, esatto, d'accesso, esatto, principale per i nuovi a livello mediale, sì.
Poi che esista nei fumetti, sì, ci sono anche alcuni personaggi Ultimate, oltre Miles, ma mi viene da pensare a Reed Richards, che comunque nei fumetti di Venom ha un ruolo molto importante, il creatore, adesso si va a chiamare, The Maker, sì. Ma da qui a pensare che vogliano rivitalizzare l'etichetta Ultimate è molto difficile. Io la magari tra qualche dura. Anno, se gli prende la scimmia di fare, non so, una miniserie come erano i Marvel Max o cose così, e vogliono raccontare un pochettino di quei personaggi, è una roba. Però va anche detto che appunto Ultimate era quasi anche un punto di vendita per quanto riguarda, cioè, Ultimates invece, il fumetto, non Ultimate, è l'etichetta di Ultimate era già dai suoi primi numeri, se non ricordo male, mi pare Variety o The Hollywood Reporter, non mi ricordo, una delle tre hits, ai tempi lo recensì definendolo il miglior blockbuster che non vedrete mai al cinema, praticamente. Sì, poi era creato esteticamente con una closure nera, la closure è la tavola, no? Normalmente la tavola a fumetto che c'ha le vignette ed è bianco dietro, in quel caso era nera, e buonissima parte di quello che si vedeva era in 16 noni, formato cinematografico. Quindi tu vedevi quello che era potenzialmente uno storyboard per un film, un mega blockbusterone, però in formato. Ma infatti Miller l'ha sempre descritto come Independence Day con i supereroi. Esattamente quello, anche io lo descrivo, quello che di base è di Avengers, se voi ci non pensate, lo sapevo che, non lo sapevo che lo descriveva così, perché io lo descrivo sempre così, che figo. Pensa quanto è arrivato effettivamente il suo punto nel momento in cui l'ho dedotto invece di e sì, insomma, era quasi una proposta, nel senso che l'universo Ultimate era un punto d'ancoraggio anche per il cinema, era anche, oltre al punto d'ancoraggio per i lettori, era la Marvel che diceva: oh, se volete, abbiamo creato delle versioni che sono piantate nei tempi attuali, non vi dovete andare a cercare. Poi vabbè, c'è gente come Sam Raimi che sì, ha preso qualche dinamica dall'Ultimate, ma principalmente era andato a cercare dai fumetti vecchi, sì, dai fumetti degli anni 60, dipendeva insomma dalla mentalità. Però la Marvel in quel caso è stata molto furba e ha detto: vi stiamo creando qualcosa di appetibile per quanto riguarda il cinema, la TV, quello che volete voi, principalmente il cinema, ambientato nel presente, quindi non c'avete neanche il problema di ammodernarlo e cose così. Cioè, Peter Parker c'ha il Nokia 3310, che era l'ultimo grido nel momento in cui era uscito Ultimate Spider-Man e cose così, che ne so, Occhio di Falco e Vedova Nera, quando vengono introdotti, mi pare in Ultimates 2 loro vengono introdotti, mi sa che nella prima, cioè, o nella seconda, non mi ricordo, no, nella seconda. Sì. Allora, quando vengono introdotti sono esteticamente usciti da Matrix, cioè la loro prima apparizione è un appunto Matrix, sembra una scena d'azione di Matrix, loro che si lanciano dal palazzo col cappotto nero, vestiti di pelle, arti marziali, perché era quello il trend da Matrix e Blade in poi, era tutto quello, erano anche Daredevil, era tutto tutte di pelle, questa estetica dark gotica, diciamo così. Era questo, questi sono i primi anni 2000. Quello là era la Marvel che voleva dire: oh, cinema, se vuoi, quello che Stan Lee ha provato a fare da non sapete quanti anni, Stan Lee ha provato a vendere Marvel come qualcosa che poteva essere trasposto in ogni forma possibile e immaginabile da non sapete quanto tempo, veramente dagli anni, non dico ai primi anni 60, ma negli anni 70, lui era impossibile sfuggire a quel cazzo d'uomo, stava pure in TV a parlare dei late show dell'Uomo Ragno e altri, insomma, provava costantemente. Era quello, e adesso non serve più quella roba, non serve più, cioè adesso Marvel adesso c'è anche una ricerca, una voglia di tornare al fumettoso puro, senza, cioè anche guardo i costumi super mega fumettistici, esatto. Wolverine avrà il costume giallo sicuramente, perché loro finalmente hanno capito che quelle cose possono funzionare e possono piacere, perché è sempre stato quello il problema, l'ostacolo. I produttori, perché erano i produttori, il ragionamento dei produttori, pensavano, e degli esecutivi, no, degli studios, queste cose qua sono invendibili, perché loro venivano da tutta quella serie di fallimenti commerciali che, poi c'è stato anche Guardia del Destino del Mondo, tutti i film... Cercavano di aggiustare quello che non era dovuto, esatto, quello che non aveva funzionato per niente, soprattutto negli anni 80 e 90, con tutte quelle trasposizioni, il punitore, Capitan America vestito in quel modo, ne era fatti 1500, anche l'unico che diciamo aveva buon successo a livello televisivo era l'Incredibile Hulk di Ferrigno, sì. Però là non c'era molto da, diciamo, capito, innovare, sì, l'Incredibile Hulk
la serie era una reinterpretazione non totale dal punto di vista del concept, perché era comunque gigante, forte, cioè non era indistruttibile come era nei fumetti, non c'aveva neanche parlava praticamente, però era sempre gigante, forte, nato dalle radiazioni gamma, era verde, spaccava tutto, rimaneva solo in pantaloncini e così così. Però ovviamente hanno introdotto l'idea del fuggitivo, derivato poi dalla serie TV Il Fuggitivo, che poi è diventato dal film con... Che è una delle cose migliori della serie. Sì, assolutamente, che ha veramente, cioè, che ha creato il tipo di Hulk che a me piace, cioè non me ne voglia l'Hulk classico che faceva i danni e tutto quello che vuoi, però quello è quello che mi piace, insomma, l'Hulk Peraltro, tormentato. ieri ho scritto l'articolo di Kojima che ha recuperato il pilot dell'Incredibile Hulk, non l'aveva mai visto, gli è piaciuto un sacco, ha detto: mi sono messo a piangere quando ho sentito il tema musicale di Lonely Man, stava piangendo, ha detto: bellissimo Ma tutto il discorso. Kojima è effettivamente l'uomo più cedo della Terra, cioè non ci sono dubbi su questo. Ogni volta che vede qualcosa, le sue impressioni sono sempre meravigliose da sentire. Però sì, insomma, diciamo che per quanto riguarda quello che state dicendo, sono d'accordo del fatto che non si cerca più di aggiustare quello che non è rotto e si capisce che se rispetti il materiale di partenza puoi far funzionare le cose. Come cioè, puoi fare. Non serve fare un film, cosa che avevamo tentato di fare prima, dell'orrore dove l'uomo ragno è un ragno umano e non è assolutamente nulla in confronto, cioè nulla comparabile al fumetto. Puoi fare l'uomo O ragno, come l'ha fatto. l'Hulk del 97, aiuto. Ah, oddio, sì, ho visto che hai fatto anche lo speciale su quello, sono molto contento perché ce l'avevo presente, quindi Bellissimo! la storia produttiva. Linkalo, pare, se puoi. Lo devo E, cercare, mamma aspetta. mia, il Qualcuno lì? soggetto di quel film. Però sì, insomma, oltre a quello, quello a cui volevo arrivare in realtà non era tanto, per quanto sia assolutamente giusto farci caso, il fatto che non serve più al fumetto di adattarsi per poter entrare nello schermo, ma anzi è quasi più lo schermo che si sta adattando alle dinamiche del fumetto, nel senso che il multiverso, i viaggi nel tempo di Endgame, queste cose qua, cioè sono dinamiche che quando le vedi, ma pure tornando indietro e vedere i personaggi che si incontrano nonostante vengano da franchise cinematografici differenti, The Avengers. gli Avengers, quelle lì sono cose che nei fumetti le viviamo con una relativa tranquillità da sempre, no? Ma al cinema ci La sembrava, sfida era oddio proprio mio, proporre quello, era proprio al traslare la cinema. dinamica fumettistica al cinema. Ma Al cinema regà, ci la sembrava sfida. inattuabile, Sì. praticamente. Parlo di sfide, capisco il dubbio che c'era ragazzi inizialmente dicendo, regà, è comunque un concetto molto difficile da adattare, però come state dicendo giustamente voi, ai tempi era difficile da adattare un concetto di cinque personaggi diversi che si incontrano e al tempo stesso che affrontano un nemico, al tempo stesso la posta in gioco di salvare New York. Poi è stato difficile, sembrava impossibile a tutti quanti, io in primis, fare Endgame. C'è un Sì. film come Endgame che era il culmine di tutto l'universo in un percorso fatto da Cioè, 23 a me 24 film l'idea mi sembra erano. ancora folle, l'idea che la gente si esplosa in quella maniera in sala perché significa, so che statisticamente, Ale me ne aveva anche parlato, statisticamente è più probabile che ci fossero persone che non avevano mai visto un cazzo di film Marvel in vita loro, perché ovviamente ha fatto quegli incassi là. Però l'idea che si sia creato quel pandemonio ti fa pensare che effettivamente una parte rumorosa della sala ha seguito tutto quell'atto in cui sono riusciti a creare una cosa che ha fatto girare le persone. Era Sì, ho impensabile capito. fino a qualche anno fa. La Esatto. sfida, la posta in gioco e l'assenza di pigrizia, perché poi su alcune cose sono pigri Marvel Studios, vedi le serie televisive, ma l'ambizione di fare qualcosa del genere, secondo me ci sta, cioè l'ambizione di, ok, che abbiamo fatto? Abbiamo unito i personaggi, ok, abbiamo fatto? Abbiamo unito 23 film, ok, che facciamo? Uniamo la Marvel, uniamo 70, cazzo, mo sarà Qualunque 70 cosa tu anni abbia visto della Marvel in di generale. storie, andiamo a riprendere i pensionati, andiamo a riprendere tutti, l'ambizione è tanta. Ci riusciranno? Non lo so. Con Endgame Con hanno Lupe dimostrato Ligno che fa comunque. in motion capture un Hulk che magari è un po' più grosso del suo, ma che è riconoscibilmente il Non lo suo, non farà è una mai cosa perché che. lui odia la motion capture. Ah, davvero? Lui critica ogni singola, anche le cose che, per cui è stato pagato, perché lui ha doppiato, no? Hulk, Sì, in esatto, in The Avengers. Avengers e anche qualcosa in Age of Ultron, ma appariva pure nell'Incredibile Hulk, ma lui critica a morte Hulk fatto in CGI. E allora mi arrendo da quel punto di No, vista, però lo lo fa fa lui come adesso. era nel 78. Sì, Esatto, lo Dio mio, truccano, coperto lo fa truccare. di cosa adesso, cioè con tutto che Allora, Lupe Ligno una. ammetto che una parte di me, ovviamente, dato che
io amo tutto questo, no? Tutto quello di cui stiamo parlando, e penso sia una delle nostre live più belle, questa qua. A me piacerebbe, ma e non è tanto il cosa, è il come. Cioè, ma soprattutto appunto... anche a volte aggiungo un elemento, il chi. Perché infatti... io posso capire Maguire, posso capire Jackman, posso capire alcuni, ma è l'idea potenziale del tutti che non riesco proprio a farmi piacere. Cioè, io non posso apprezzare lo scenario in cui io mi vedo realmente Thomas Jane, Nicolas Cage, Ben Affleck che fa Daredevil, la Garner che fa Elektra, ma che... Ma infatti appunto, secondo me sta tutto... cioè, non sta tutto... Che ciao, dire, ciao. Grazie! Secondo me c'è grazie mille che hai dato l'appuntamento a Dennis. Scusa Ivan, però Gian... Grazie, grande. Grazie mille Gian Gian, grazie, bella Gian per Gian. Dennis, punto esclamativo Telegram, devo riattivare il bot, aspetta, riattiviamo il bot, vai Ivan. Secondo me c'è un grande margine d'errore, perché c'è, ma al contempo c'è anche un margine di riuscita tranquillamente imbroccabile, cioè non dico di fare il capolavoro della storia del cinema, ma di fare un buon film, secondo me. Non la vedo come una cosa particolarmente difficile. Scegliere un team di personaggi, o più team, come mi hai fatto pensare tu, Ale, avere i Vendicatori MCU e i Vendicatori multiversali, o comunque un team di eroi multiversali. Con maggiore focus però sui multiversali. Esatto, sì. Esatto. Avere, insomma, cioè giostrarti quel tot di personaggi, secondo me non è particolarmente difficile a livello di sceneggiatura, poi, cioè, ovviamente è una roba titanica, non è che dico che è una cazzata, però... Non la vedo così tanto, e renderlo una storia dignitosa, perché ovviamente quello è il punto, sì, e non renderlo la carne balata dove ecco questo personaggio, secondo me è fattibile, non la vedo una cosa grave. Tu hai assolutamente ragione, c'è un problema, anzi ce ne sono vari in realtà, è che loro non lavorano così, cioè che sia un problema che un pregio per certi versi. Loro non lavorano così, magari tu puoi anche scrivere la sceneggiatura migliore del mondo, ma via durante le riprese, non rispetto a quello che effettivamente hanno scritto, cambiano tutto in post-produzione, e cioè, la pressione, cioè, ricordiamoci che sarà il film più importante, sì, no? Che abbiano mai prodotto, proprio in generale. Che non diventa il film di maggiore incasso della storia del cinema, ci perdono dal punto di vista di da un tutto proprio. Sì. Quanto è devastante la bolla che si può creare. Ma infatti sulla carta io dico, nel senso che io non, cioè nel momento in cui tu mi dici il concept di Secret Wars al cinema, con il multiverso, io mi posso tranquillamente immaginare una storia coerente, bella da seguire, con quel fanservice che comunque ci piace e che non va a togliere dalla storia e dall'impatto effettivo, insomma me la posso tranquillamente immaginare, poi ovvio che appunto tra il dire e il fare c'è di mezzo Kang, Kang. E quindi tra il dire e il fare c'è di mezzo Hypno-Aster. C'è sempre lui, maledetto, c'è il disciobino, però sì, insomma, ma io credo, sai cosa, la post-produzione è effettivamente il punto più inquietante per me, perché sì, il fatto che non rispettino la sceneggiatura è inquietante da quel punto di vista, però lì credo che ci sarà una quasi legge marziale, nel senso di gestire tutto il mappazzone che devono gestire, mi posso immaginare che cerchino di rendere la cosa più chiara possibile, cioè che Spidey ci avrà già i previs sul suo computer, esatto, di Secret Wars su molte cose. No, aggiungo una cosa che secondo me molti danno per scontata, la questione dei diritti. Cioè, allora, vero? Allora, partiamo un attimo da quello che è proprio l'elefante nella stanza, Maguire. Ora, anche secondo me ci sarà, sì, perché è un'occasione troppo ghiotta per non inserirlo, ma la verità è quei deficienti consentiranno una cosa di questo tipo, perché loro hanno l'accordo per quell'altro, non sì, per lui, cioè, è lo stesso per l'altro, sì, il terzo incomodo, sì, no?
Io penso che ci hanno solo da guadagnarci, onestamente. Cioè, non ah, so, sì. Non so come ci guadagnano. Ci guadagnano gli altri, non i possessori, non i proprietari. È sai cosa, che a me... sai cosa? Mi posso immaginare che magari, oddio, non lo so, Ivan, forse prenderanno... Modo, te lo dico io, è fare un accordo che ti prevede entrambe le cose. Perché Spider-Man è sia in Infinity War che in Endgame? Perché il contratto originale prevedeva questo. Noi vi facciamo i film, no? Voi ci incassate, però in cambio... No? Tra le tante cose, sì, certo. Voi ci prestate il personaggio nei nostri eventi, film evento, a posto. Se loro dovessero fare per loro, per, cioè se Marvel Studios dovessero fare per la Sony un altro eventuale film come quella agghiacciante cosa che si ipotizzava, che penso che prima o poi faranno, con di nuovo tutti e tre che affrontano chissà quale minaccia, che io immagino ma non dico, però possiamo intuire, possiamo intuire, perché non vuoi dire ovviamente come... certo, no vabbè, è molto peggio, no vabbè, lo sappiamo, però sarebbe bello. E il muerto, ovviamente era il muerto, il muerto. Se loro facessero una cosa del genere e tu dici vabbè l'accordo, però intanto nel frattempo me li metti nel nostro, capito? Ale, perdona, mi devo fare una domanda visto che sei sempre informato, ma che tu sappia, Peter David ha detto qualcosa riguardo il muerto in genere? Io voglio, perché è un signore tanto simpatico, cioè io me lo immagino, io infatti, oh, io non l'ero fatto là, non pensavo che non ha detto niente, nulla ancora, okay. Radar, però aspetto con ansia anch'io, però scusa, prego continua, non mi è venuto in mente il dubbio, dovevo chiarirlo. Ci stava Ale, c'è uno che fa il brasco. Vabbè, finisci. Poi, quindi questa era la questione di Maguire, ma anche tutti gli altri, perché loro hanno a pieno titolo la possibilità di utilizzare tutti i personaggi Fox, no? Sì. Con gli altri non è proprio così, perché anche perché quei film, a livello anche di streaming, perché questa è un'altra questione da non sottovalutare, appartengono ad altri, no? Che ovviamente non possono farci film sopra. Vabbè, per ma allora quei penso, film restano penso là che siano e non già possono... penso che ci abbiano già i loro scagnozzi che stanno cercando di sbrogliare la situazione per... Considera sì, che comunque... sì, però per ma no, altri ma io dico in generale, no? Di generale, sbrogliare la situazione, ma dipende, per qualunque ma, tipo di problema. Però vale la pena, cioè secondo me avrebbe più senso per loro. Per loro, più che spendere soldi per tutti i personaggi, tutti, anche, cioè, madonna, che questo per dire, i Blade di Wesley Snipes, Scanatoi, cioè, vaffanculo, se io devo, adesso, nel 2022, devo pensare a un film con gli Avengers nell'MCU, con Snipes, Cristo. 2023, vabbè, sì. Esatto. Quindi forse... nel 3202, ricordiamoci. Quindi, esatto, nel 3000, che forse è anche peggio, nel senso sì, che ma... è ancora più futuristico. Sai, Ale, non sembra un anno vero, no? Gian Gian, dopo ti rispondo, dopo abbiamo salvato un sacco di domande. Secondo me, Ale, la Steffa fa più complicata del previsto, ovvero... A parte che si sono mossi, come diceva Ivan, in largo anticipo, questi nel 2020 sono andati da James Shooter, gli hanno chiesto i diritti delle guerre segrete, ma c'è riuscita DCW con Crisi sulle Terre Infinite, perché tu non segui la DC, è un crossover dove c'erano le scene del Batman dell'89, certo sui personaggi secondari, non di Michael Keaton, però avevano i diritti di tutti quei mondi, il diritto del mondo di Smallville. Un secondo, faccio una domanda da ignorante, certo. Totale. CW appartiene a? Warner Bros. Aveva i diritti di quei personaggi. E credo che alcune cose sì, credo che alcune cose sì, alcune no. Tipo, cioè, molti no, io non avevo finito il discorso prima, cioè, dicevo, sarebbe molto più sensato per loro giocare, non in casa nell'MCU, ma prendere i personaggi che loro adesso hanno, no? Sì. I Fantastici 4, i Team Story, sì, no? Anche sti cazzo di personaggi delle serie di Marvel Television, così andate a fanculo tutti voi del canoniche e non canoniche, così facciamo tutti felici, mettici Runaways, mettici Clock e Dagger, mettici Luke Cage, mettici Finn Jones che non combatte sul set, sì, cioè mettici tutti quanti, mettici gli inumani, mettici Medusa pelata, mettici, non lo so, cioè
Lockjaw che sparisce, lo vengono nel stanza perché questo adesso, vabbè, lui è l'unico normale. Morbius è diventato per un secondo un televenditore tipo il baffo. Un elenco. Medusa, però prendi i tuoi personaggi che adesso hai, cioè, ma io dico, scusate, hai una fonte inesauribile oltre che di meme, ma anche di potenziale creativo, che è l'ex universo Fox. Cioè, sì. Ma da là quante cazzo di cose puoi riciclare? Puoi prendere James Marsden, puoi prendere Halle Berry, puoi prendere anche di nuovo Xavier, puoi prendere Ian McKellen. Puoi prendere... Bravo! Puoi prendere... Dicendo prima Valerio. Quella è un'idea che noi sottovalutiamo. Piuttosto che riprendere... Ma non ci da me, Alessio, ma che scherzi! Aspetta, aspetta. Piuttosto che riprendere le merdate... Perché non prendi le cose che non sono mai state fatte e dai loro la chance di andare per una volta? Secondo me Channing Tatum farà almeno un cameo già in Deadpool 3. Sì, ma era... Ho scritto l'articolo, era un rumor, ma non si capisce benissimo quanto sia effettivamente affidabile. Guardi il papero... Quello mi va bene, ma va benissimo. Quello, quello lì lo sapevo. No, ma... Sai cosa? Perché... No, lo adoro però, quel film. Lo adoro. Aspetta, non so, infatti per l'appunto l'ho messo in evidenza. Alcuni di loro... Io... Vai, prego. No, vabbè, stavo dicendo, io credo che sì, ovviamente gli sarebbe più comodo fare questa cosa qua. E sicuramente come si dice... La luce, non mi viene in mente la luce sul palco, come si chiama? Come cazzo si chiama? Il riflettore, insomma, le luci della ribalta verranno date ai personaggi con la quale per loro è più facile giocare. Però credo che si muoveranno per altri personaggi, come per esempio le versioni alternative di L'Uomo Ragno. Cioè, quello là penso che faranno pure il patto col diavolo, non importa, perché cioè, è comunque L'Uomo Ragno. E nel momento in cui si muovono per quello, non dico che si muovono per Wesley Snipes. A me spaventa uno scenario così. Cioè, immagina un film con Jennifer Garner che è entra da capo. Io ti ho detto, non credo che se sono furbi... Sono personaggi tutti quanti fondamentali. Credo che al massimo nel corrispettivo di Portals spuntino fuori Nicolas Cage che pia fuoco e diventa. Sai che sarebbe bello? Madonna, cose così. Sarebbe bello se un team di personaggi che comunque alcuni di quelli ce l'ha. Per esempio, appunto, tre uomini ragno, non so se li vediamo in un team. A me mi fa strana l'idea di averci tre uomini ragno in un team, non credo che la potremo vedere. Sicuramente no. Li vedremo insieme. Mi sembra troppo. No, mi piace, infatti pure a me. Però sicuramente, appunto... Poi scusa, cioè, prendi lui, prendi Maguire, non... che cazzo prendi a fare Garfield? Ma magari no, purello. Ma no, ma per, cioè, per tutto il discorso, no? Sì, ho capito. Ho capito versioni quello che acclamate e cose di questo tipo. Certo, poi acclamato, no. Se andiamo a vedere per bene, ed era il Soldier Legends che facevamo l'anno scorso, che non avevamo mai completato, ma vabbè. Erano due, X-Men e Tobey Maguire, cioè Spider-Man, non è che, ma neanche i Fantastic Four e Team Story, no? Anche se il primo film era stato benino, non è che qui sono entrati così tanto nell'immaginario. Il Pantheon generale. Esatto. Sì. No, no, Madonna, ma infatti... Colin Farrell come Bullseye, ti prego. Io volevo arrivare a quello a un certo punto, però mi ha ninjato Fradi, ma un po' che ci stavo pensando, ma non sapevo come incastrartelo nel discorso Colin Farrell con... che ha strozzato una nonna con la nocciolina, ricordiamo. Con la nocciolina, ricordiamo. Io ricorderò sempre, fin da bambino, mi ha sempre fatto strano lui che dice voglio un fottutissimo costume e poi non ce l'ha, cioè era proprio fatto, quella scena sembrava fatta apposta per avere Bullseye con neanche in quella merdosa Director's Cut che ho comprato, ma quelli sono i soldi più buttati della mia vita dopo un mese. Secondo me c'ha delle scene belle, quella di Kippy ne strozza il tizio, quello sì. Sarebbe bello se prendessero, come diceva Alessio, alcune di queste idee alternative, roba non esplorata, o franchise che non hanno funzionato, per mostrarli come personaggi che vengono uccisi. Per esempio, Kang che arriva in questo universo, davanti a lui si para, Elektra e Jennifer Gardner, gli fa, questo mi piacerebbe. Io i bastoni,
e Kang che fa vaffanculo e l'ammazza anche con materiale. Sai che mi piacerebbe agli attori che interpretano quei personaggi. La carne da macello, gliel'hanno pure i sordi. Gli danno i sordi per morire su schermo. Pensa quanto è bello. Io la carne da macello come personaggi con la quale non hai un legame emotivo è una cosa che va benissimo. Parlo appunto con hai il legame emotivo, poi ovviamente è relativissimo come termine. Però questo per dire generale, parlo con Andrew Garfield, che poi dipende in realtà, cioè magari la Garner e Ben Affleck non hanno il legame emotivo con Daredevil e Elektra, no, ma no, la con Blade per esempio, sì. certo, non parlo dell'attore, io parlo appunto Channing Tatum che ha una morte epica come Gambit, posto che comunque anche per me lo vedremo in Deadpool. Che ha una volta epica come Gambit, cioè quello là sti cazzi, se mi ammazzano Andrew Garfield così per ammazzarlo, per far vedere quanto è tosto Kang. A me Garfield non accetterebbe mai di essere carne. Ma sai cosa, Ivan? Esatto. Estendo il discorso, fondamentalmente volevo anche rispondere a un vecchio commento che l'aveva fatto sta Enarion, ok, come vanno a creare il Battle World? Tramite le incursioni, ok? Se tu tramite le incursioni, che so, questi scontri tra terra, ciò che viene anticipato in Doctor Strange 2, mostri personaggi di vecchi franchise, idee scartate, faccio sempre l'esempio dei Gambit, questo tipo di personaggi che muoiono, ok? Piuttosto che mostra cittadini che scappano perché Terra 1 si avvicina a Terra 2, mostri vecchi personaggi che sono vittime di questi eventi, personaggi che non frega un cazzo a nessuno, i Fantastici 4, il mondo di Fantastici 4 e Fantastic Four a inizio di Secret Wars che collide con il mondo di Gambit. Quello il Fantastic che collide con quello di Team Story, vorrei vederli insieme, che non c'entrano veramente un cazzo di niente l'uno con l'altro. L'incursione Michael Chiklis e la cosa senza cazzo nudo che va in giro, Michael Chiklis che fa, però effettivamente mi è andata bene, cioè, vedendo la cosa di Fantastic. Tutto questo discorso per dire che alla fine i personaggi, cioè non è che devi mostrare tutti quanti nel team di Avengers, tutti quanti nella battaglia finale, puoi anche secondo me giocarteli molti quanto fai il discorso di incursione. Quando visiti universi paralleli, quando dovrai far vedere giustamente Kang che stermina qualcuno, come diceva Gianluca prima, Kang che si para davanti a Channing Tatum col suo costume rosa che gli tira le carte e Kang fa una possono chiamarlo roba. Kang uccide gli universi Marvel. Senti, la cosa di fanfortica, cazzo scomparsa. Guarda, Nicola, credo mi faccia più paura questo che l'idea che non lo abbia Corello, cioè, non lo so. Probabilmente a lui piacerebbe di più, no. Le lascio subito la parola a Ivan, a me tutto questo, anche il modo in cui ne stiamo parlando noi, dà proprio una sensazione di meme totale, cioè secondo me molto di tutto quello che accadrà nel film è veramente frutto della scena dei portali di Endgame, perché con quella scena là loro hanno capito che le persone ci stavano anche giocando, no? Con tutti i videomontaggi di anche personaggi che non c'entrano un cazzo con la Marvel, Shrek che arriva durante la battaglia finale, no? Che belli, cioè, è quello che a loro ha dato il pallino, oltre a quello che succede nei fumetti, ma hanno preso quello, certo. E a me parlarne un po' fa ridere, eccolo. Ma anche un po' piangere. Direttamente da Secret Wars, Alessio. Esatto. ma lui mi farebbe piacere vederlo. Sono gli altri che... Perché capito? No. C'è questo potenziale comico... No, ma sicuramente. Ma l'idea che tu veramente vai, per esempio, nell'universo della Sony, estermini l'universo della Sony, fai morire Morbius, Hypno, Aster, tutti quelli. Queste sono cose impensabili, le abbiamo detto, anche cose che potenzialmente potrebbero verificarsi, però, altre no. Altre cazzate a parte, tu parlavi prima del discorso assicurarsi i diritti di Maguire con Sony di mezzo, che ovviamente faranno gli sciacali essendo tristemente il loro personaggio, però è inevitabile che giunge un accordo, ovvero io ti do Maguire e Garfield, che so, due dei miei franchise di punta, ok? Sì. Ragno, il mio franchise di punta te lo presto, tu in cambio metti i miei personaggi nel tuo film da 3 miliardi di incasso per rilanciare quei brand. Quindi, ragazzi, è inevitabile. E poi ci ritroviamo in una situazione come quella del breve ma preoccupante divorzio in cui loro non accettano e la soccano. Per me è costretto. Non vedo neanche...
aspetta, Feige c'ha il sogno erotico di far incontrare Wolverine di Hugh Jackman con Spider-Man di Tobey Maguire. E la Pascal c'ha il sogno erotico anni 30 del 1900. Sì, da quando stava a far girare il primo Spider-Man, che lui era un portantino, lui diceva dobbiamo fare team up tra portantino che portava le persone sulle barelle. Che Alessio, no, no, cioè nel senso, ho capito, cioè, le ambizioni creative sono tante e ci sta assolutamente, però come diciamo sempre noi c'è molto altro dietro, certo, poi, vabbè, certo. Per Maguire magari, come dite voi, sarà così. Per gli altri io francamente non credo personaggi a fare la corsa ai diritti, No, ma io credo che per quello che gli interessa saranno già in forma per quanto riguarda il contrattare, insomma, il riuscire a ottenere i personaggi che gli interessano. Per il resto immagino che sarà tutta gente relativamente sacrificabile e mi posso immaginare tranquillamente che se qualcosa... Loro hanno... Se andate a vedere i concept art delle cose Marvel, scartano sempre 100.000 look per i personaggi, no? Sì, per dire, non gli danno il blade di Wesley Snipes e loro dicono ok, ci mettiamo qualcun altro, ecco per esempio, loro dicono oh, ci abbiamo Ryan Maynarding, ti piaceva qual è un concept che ti piace molto che hai fatto per Scarlet Witch? Ci mettiamo una Scarlet Witch alternativa, famo un costume, schiaffiamo Elizabeth Olsen e io non penso, io penso che per quelli che saranno i principali attori, perché comunque non è che stiamo a parlare veramente di semplicemente una lunga illustrazione di personaggi che fanno a botte, stiamo parlando di una storia. Quindi per quelli che saranno i principali protagonisti andranno là e combatteranno per avere quello che gli interessa. Ma c'è un limite alla narrativa che può avere un film a livello di protagonisti e non stiamo parlando di... stiamo parlando comunque di una roba che deve essere fruibile a tutti. Quindi non credo che sarà una roba sperimentale con 100.000 personaggi. No. Immagino che saranno i buoni una decina, per dire, e saranno quel tot di personaggi o 12 personaggi, non lo so, cose così, saranno quelli. E poi ci saranno le eventuali comparsate con la battaglia finale dove vedi Nicolas Cage che si infiamma, vedi Wesley Snipes e vedi quelli, se possibile, se non è vedi ovviamente Bullseye di Colin Farrell, lo vedi. Però aspetta voglio anche lui vedi. Oh no, il Blade della serie TV, no. In realtà è lo stesso Blade, cioè è anche se è il personaggio... Non altro, lo sapevi, tra... Vale, che c'era una serie TV su Blade, sequel dei film con Wesley Snipes? Sì. Non ci credo, non voglio crederci, mi rifiuto di credere. Ho preso l'intero cofanetto. Mi rifiuto di considerare che esista. Esatto. Io non credevo, cioè io non credevo ci fosse un cofanetto, ma soprattutto non credo al fatto che Alessio ne abbia uno, cioè alla serie ci credo, ma... Già. Ho realizzato il cofanetto della serie TV di è vero, e non ci credo che c'è un altro personaggio che l'ha vista, come? Gabroide che l'ha vista, esiste qualcuno un'altra che persona vista? Sì, sicuramente meglio di quella puttanata di film di Blade Trinity. Ah, ok. E, prima o poi un occhio ci ho pensato a buttarglielo, però vabbè. Chris Evans a Capitan America versione Hydra di un universo che incontra la torcia umana e fanno a botte. E tu mi assomigli troppo, di strappo la testa. Cosa? Vedi, a me questa cosa qua piacerebbe molto, ad esempio. Sì. Se loro prendessero Chris Evans e gli facessero fare la torcia umana, che interpretava nell'universo di Team Story, cioè Fox, perfetto, per me. Va benissimo. Ah, mi piace come cosa. Aggiornamento su Jeremy Renner. Allora, adesso sta condizioni stabili, parla, è cosciente, si opererà lunedì, Monday, sì. Sì, lunedì, si opererà oggi quindi, perché loro stanno bagnando, si opera già oggi, dopo delle ferite molto pesanti, e una fonte di Extra TV che ha fatto questo approfondimento ha detto che è un miracolo che sia vivo e che sarà un percorso di recupero molto lungo. Comunque sta bene. Ma non si è fatto male solo alla gamba, in realtà pure c'è alle costanti ferite su tutto il corpo. Mamma mia. Orello. Però meno male che sta. È cosciente, parla, quindi si è salvato. Porca troia, sì. Meno male per lui. Senti. Però sì, insomma io credo che non ci sia molto se c'hanno un minimo di buon senso di cui preoccuparsi, perché per l'appunto
il numero di protagonisti che un film può avere è limitato, cioè non stiamo parlando di una roba sperimentale, e non sarà una roba sperimentale, sarà una roba più la può vedere tua nonna come la può vedere il bambino che è nato ieri. Quindi credo che soprattutto ovviamente sia easy. Appunto, sì. Mi inquieta l'unico aspetto, come di quelli citati da te, Ale, che mi inquieta seriamente, è la post-produzione, ma quello là perché, ma più per un altro discorso che per il discorso multiverso, storia e tutto quanto, è più proprio perché io... A me spaventa anche un altro elemento, sì. Onestamente, spaventa. Non lo so, non è che mi faccia così poi tanto piacere, è Waldron proprio. Ah, infatti, spieghiamola sta cosa, perché... A me Waldron scrive Secret Wars e Loveness, esatto. Loveness che diciamo tra i due è quello che minimo ne sa un po' di più, vabbè, e scrive The Kang Dynasty e ha scritto Quantumania, no? Waldron ha scritto Loki, Dottor Strange Motore sulla follia, il passo successivo è Secret Wars. Io credo, cioè non voglio assolutamente togliere alla professionalità di nessuno, assolutamente, credo che la cosa sia talmente tanto importante per loro che a Waldron gli diano una lista della spesa delle cose che deve fare e lui deve solo collegare i puntini. Cioè non credo che lui sia là a fare un viaggio mentale di sceneggiatura dove può fare particolari danni. Gli dicono ok, deve succedere questa cosa. Ma se coinvolgessero qualcun altro, e secondo me potrebbe essere anche così, perché cioè io vi faccio l'esempio che abbiamo fatto prima, The Marvels, no? Oggi è emerso che questo film è scritto da 4 persone. Sì, è vero. Fino a 2 anni fa, e io me lo ricordo perché se non sbaglio scrissi l'articolo quando ancora non lavoravo per voi, lavoravo per voi, cazzata, era una sola, era la McDonnell. Non e infatti la prima cosa che ho pensato quando ha detto 4 persone è stata un po' troppi cuochi in questa cucina, però quando l'avete elencato ho pensato vabbè dai, non è male come team. Sì. A me inquieta sempre quando i film sono scritti da un po' troppe persone in contemporanea. Ma sorprenderebbe... sapere quanti film anche molto belli sono scritti da più persone. No, ma un conto è avere vari draft fatti da vari autori, e quello va benissimo perché è la natura di Hollywood. Un conto è avere il team di sceneggiatori, tantissime persone che hanno tantissime idee, perché lì proprio cominci, certe volte vedi dei film pazzeschi, per carità, però spesso e volentieri a me capita di accorgermi prima di scoprire ufficialmente, insomma, che sono film scritti da vari sceneggiatori, perché vedo tante idee in conflitto in un film solo. Sì, ma poi faccio quanti cazzo sono quelli che hanno scritto questo film e vado a controllare e sono tipo 6. Sì. Poi questa cosa qua, ho detto mille volte, diciamo, io l'ho detta giusto come per buttare quest'altro elemento sul piatto, però è, non dico irrilevante, ma ha una rilevanza relativa, nel senso che poi il film è frutto di una visione creativa e non solo, anche di una serie di altre circostanze come tutte quelle che abbiamo detto prima, post-produzione, casini vari, rinvii, pandemie varie ed eventuali, speriamo che non ce ne siano altre, che non ce ne che poi cambiano anche quello che il film, che quella che è la sceneggiatura, quindi non è che se ci lavorano 4 persone, poi è effettivamente il film, il risultato finale è quello che loro avevano scritto. No, ma infatti, ma poi quindi... a livello di sceneggiatura va sempre tenuto conto del fatto che lo sceneggiatore, la sceneggiatrice, gli sceneggiatori, così via, o le sceneggiatrici, stanno facendo, è l'equivalente del progetto di un grattacielo, nel senso che è importante, che è importante che quadri, che abbia un senso. Alfred Hitchcock disse, l'ho detto più volte, però lo ripeto perché è una citazione che mi piace, per fare un buon film ci vogliono 3 cose, una buona sceneggiatura. Quindi quello lì è importante, è ovviamente importante avere una sceneggiatura che funzioni, però poi c'è stata gente che il grattacielo lo costruisce, no? Quindi non è che sì, poi se la sceneggiatura non quadra vai a incolpare la sceneggiatura, però ci sono tantissimi casi in cui la colpa non ricade se un film funziona, o a volte anche se un film funziona sulla sceneggiatura. Certe volte ci sono film che magari le sceneggiature sono scarsi, però la messa in scena è talmente tanto figa, o vengono delle idee magari migliori. Ma per dirti, io ti faccio l'esempio, secondo me, per eccellenza, il primo Iron Man. Se tu vai a vedere su online, cioè vedi tutti i nomi degli sceneggiatori che ci hanno lavorato, che in realtà sono quelli che hanno scritto varie stesure, che hanno magari dato un'idea per una determinata cosa, ma poi il film è il risultato di sforzi creativi, paradossalmente più il cast, cioè
per Downey Jr., Jeff Bridges e Jon Favreau lo riscrivevano nel roulotte il film. Si creavano le scene sul momento, quando dovevano girare. Cioè, e quello che deve passare è che questi film qua, e questa è una cosa che noi abbiamo dato per troppo tempo per scontato, non sono settati nella pietra, così è scritto, quello è. Anzi. Che potrebbe essere anche, cioè, anzi, non potrebbe essere, è visto da molti come un difetto, perché, come dire, li fanno a cazzo, è vero, però ti fa capire quanto il processo di filmmaking sia fluido. È fluido, perché... Sì, da morire. No, ma non puoi giudicare un film dalla sceneggiatura. Cioè, la sceneggiatura è fondamentale, deve funzionare, deve suonare, deve essere tutto quello che vuoi dal film. Ma non puoi fisicamente giudicare il film dalla sceneggiatura, come non puoi giudicare un palazzo dal progetto del palazzo. Cioè, quello là ovviamente deve essere fondamentalmente fatto in maniera inattaccabile, perché quello è requisito, tristemente, non tanto per i palazzi, voglio sperare, quanto per le sceneggiature, proprio perché non ci sta di mezzo la vita delle persone, più spesso che altro le sceneggiature non sono effettivamente inattaccabili. Però dovrebbe essere così, ma non è che se non lo è la sceneggiatura, in quel caso il film rischia la morte a prescindere. Come viceversa, poi, in realtà, ragazzi, cioè, appunto, l'esempio che hai portato di Iron Man è perfetto, cioè, perché alla fine Iron Man viene tuttora sempre citato come il grande film dell'MCU, come uno dei film preferiti, spesso e volentieri, delle grandi personalità che parlano dei film di supereroi, dice, quello è uno dei, insieme al Cavaliere Oscuro, Iron Man, e cose così, quindi Iron Man è, oggettivamente, per quanto mi riguarda, un film più uscito che riesce a fare quello che vuole fare, magari il terzo atto. È stato addirittura inserito nel National Film Registry, per cui... Ecco, per esempio. Mica cazzi, Riesce a fare esattamente quello che si prefigge di fare Iron Man, lo fa benissimo, lo fa molto meglio di quanto l'avrebbe potuto fare. Cioè, di quanto hanno provato a farlo molti altri film. Comunque, parliamo di una storia, una storia di redenzione di qualcuno che potere, responsabilità e tutte quelle robe là. Quindi stiamo parlando di un concetto molto ampio. Ivan, cioè, il fatto che ci siano riusciti così bene è buono. C'ho due cose da farti vedere. Vai. Punto uno, l'ha fatto Ilaria prima, l'avevi chiesto ed è arrivato. E poi c'è l'evoluzione. Ilaria, però io ti ringrazio di essere stato un vantaggio. Io lo amo. C'è l'evoluzione, ok? C'è l'evoluzione? Oh mio Dio! Ma c'è Chip Skylar con la è pazzesco! Lavoro. Zemo! Si eravamo scordati di Zemo! No, è stato detto! Non l'ho detto! Ragazzi, no, questo poi è in trasparenza, è quasi un fantasma! Questo è pazzesco, ragazzi! Questa è la prima immagine ufficiale di Secret Wars. Sì, esatto. Così forte, io mi vado a prendere il biglietto adesso. Ragazzi. Però sì, insomma. Poi aggiungo una cosa, Ivan, a ciò che dicevi prima sulla gestione dei personaggi, perché appunto parlavamo che mettono personaggio X e personaggio Y semi sconosciuti. Secondo me sarà un mix nella squadra principale, cioè la storia, se dice la storia sarà magari da una parte gang, da un'altra parte eventi random su Battleworld, giusto per mostrare qualche secondo di personaggi, ma poi seguirà soltanto l'avventura di una decina di personaggi, quelli più popolari, cioè non è che mi vai a prendere tutti gli X-Men, mi prendi l'esponente di quel mondo che è Wolverine, ok? Mm-hmm. I tre Spider-Man. Appunto, è quello che il numero dei protagonisti è limitato, quindi non credo che ci saranno veramente. Cioè, potenzialmente alla sceneggiatura potrebbe essere venuta in mente un'idea bellissima per avere tra i protagonisti Nicolas Cage come Ghost Rider, no? Potenzialmente. Se così fosse, sarebbe uno di quei protagonisti che sarebbero un tot. Potenzialmente ho detto adesso, lo giuro. Dai, ma poi lei. No, io sto piangendo. Alessio, domanda. Preferisci che utilizzino la trasformazione come nel primo o nel secondo Ghost Rider? Cioè, Nicolas Cage devono mettere gli scoppia secondo la testa. Come nel secondo aveva i LED. Va bene, guarda, l'accetto come risposta. Però potenzialmente, se allora in sceneggiatura hanno detto io ho un'idea per un viaggio narrativo per Johnny Blaze che si connette perfettamente alla storia del caso, e Nicolas Cage sarebbe fighissimo da me, quella sarebbe una roba. Ma non è che perché c'è Nicolas Cage, cioè devono essere 100.000 personaggi come protagonisti, è uno di quelli. Poi il fatto che sia papabile o meno è un altro discorso.
questo sarebbe identiche scintillano come le stelle in cielo. Non ha mai visto Tartaro né Cari tanto meno. Poi comunque in realtà prima ho detto Magneto perché no, Wolverine sì. Sarà impegnato con Deadpool. Esatto. Prima, Wolverine quindi è... nel senso l'esponente di quell'universo sì. Non poi... dovrà essere Wolverine ma Magneto perché Wolverine no, potrebbe cambiare Wolverine... universo. Aspetta. Wolverine del primo francese, l'X-Men, Magneto di Fassbender del secondo. Guarda ci metti che... dei Young ma, lui, ma lui è già interagito con quello, eh? Sì, però magari come esponenti dei franchise. Non sarebbe una cosa nuova. Esiste un film chiamato sì. Giorni del futuro passato. Sì. Ah, in quel senso. No. Aspetta, se parliamo però dei protagonisti. Parliamo dei protagonisti, cioè dice l'esponente, se vuoi, Magneto nella squadra degli eroi. Quello lì. Parlare con Wolverine, cioè in quel senso là. No, certo. Ma, però aspetta, quello che mi è venuto in mente su questa cosa qua è un'altra, forse sono andato per un'altra tangente. Però il fatto che, per esempio, no, diciamo, nel team degli eroi multiversali c'è Magneto, ok? Che mi suona fighissima come cosa perché mi piace Magneto, mi piace Fassbender. C'è Magneto di Fassbender. Il fatto che lui sia là, poi significa che Wolverine, che ci ha già avuto il suo spazio in Deadpool 3, può tornare alla fine e scassare tutti quanti di botte con gli artigli nel famoso, lo sto ripetendo fino alla morte, equivalente di Portals di questo film, scassa di botte, apre la gente e cose così con gli artigli, siamo tutti contenti, ci abbiamo avuto il nostro Wolverine per il film, che magari ha magari ha uno spazietto significativo, come ce l'ha avuto l'Uomo Ragno in Endgame, c'ha quella parte finale nella battaglia, lo vedi insieme all'Uomo Ragno di Maguire, sei contento, vai avanti con la tua vita. Non serve che Wolverine sia uno dei protagonisti di Secret Wars, cioè a me piacerebbe, per carità, perché mi piace Wolverine di Hugh Jackman, però non è necessario per riuscire a far funzionare il concetto, e io non credo che sia neanche troppo lontano da quello che loro potrebbero avere in mente, perché per carità, assolutamente vero quello che dice Alessio del fatto che loro stanno cercando di creare la versione extended della battaglia finale di Endgame, se gli è possibile farci tutto quanto un film. Però al contempo io credo che ci abbiano abbastanza cojones da dire, sai cosa, Wolverine non è uno dei protagonisti del film, lo mettiamo alla fine così sei contento, per dire, è un esempio questo qua. Però, dipende comunque anche da quello che gli fanno fare però in Deadpool comunque. Sì. Esatto, beh, in Deadpool è praticamente già prefissato come sì. Coprotagonista, quindi immagino ci avrà tutto lo spazio del mondo. Sarà un buddy movie alla 48 ore da come lo sta descrivendo, cosa che non potrebbe rendermi più felice proprio perché mi piace molto 48 ore e credo che siano perfettamente calabili Deadpool nel personaggio di Eddie Murphy e Wolverine in quello di Nick Nolte, quindi sarebbe proprio perfetto, mi suona benissimo Deadpool 3. Però sì, insomma, proprio anche per quello visto che ha avuto tanto, cioè che avrebbe tanto spazio che avrà tanto spazio, perdonatemi, in Deadpool 3, possibilissimo che non sia uno dei protagonisti che abbia tutte le scene del mondo di Secret Wars e che spunti fuori alla fine per scassare di botte Kang o altri personaggi, altri super cattivi insieme all'Uomo Ragno di Maguire, così siamo contenti. C'ho un'idea. Per un secondo c'ho un'idea, questa squadra multiversale composta da un po' di Avengers normali, un po' di Avengers del multiverso, chiamiamoli Avengers, personaggi random. Arriva Ghost Rider, ok, di Nicolas Cage, e fa: ragazzi, abbiamo bisogno di un aiuto, conosco qualcuno. Aprono una porta e c'è Robert Downey Jr. come supereroe Iron Man. Alessio, la tua reazione? Ed è visto che il Ghost Rider teoricamente non lavora proprio però lavorerebbe per il diavolo, questo rivela che Iron Man è all'inferno e che Dio non gli ha perdonato niente del suo periodo da armaiolo. Sì, ma quale Mephisto appare? Quello del primo o del secondo? Jane Fonda o quell'altro coglione del secondo? Sacha Baron Cohen. Che non c'entra niente, vabbè, ok. Esatto, e Nicolas Cage gli fa tipo: hai una nuova faccia? Lui fa: ce l'ho avuta da due film di distanza. Quindi arriva a darsi quella domanda Vision e Thor dal nulla fa: ma ha cambiato attore? E sparisce, fine. E lo cambiamo. Ha recastato, sì, recastato. Il barone fa una domanda interessante. Ok, aspetta, me la sono persa. No, ecco. Secondo voi, chi sarà il personaggio con l'arco più centrale in Secret Wars, con l'arco narrativo più da protagonista totale? Questo lo sa Dio, Barone. Non sono Dio, ma ce l'ho. Doctor Strange. Regà, il concetto di incursione sarà introdotto nel suo film. Sembra quello anche più uno dei più popolari, togliendo ovviamente Spider-Man, dei personaggi. E da un altro. Quali?
Shang-Chi, non me lo di. No, Shang-Chi nel film precedente. Vediamo. Sai se io chi? Adesso abbiamo messo lo stesso. Vediamo, Loki. Un'altra volta, cioè, lo vediamo morire di nuovo. Ti prego. Beh, con Loki sarebbe veramente fantastico. Ma sai qual è il fatto? Io ragiono molto, e questa è una cosa che, cioè, ci sono dei precedenti, ha funzionato così, penso che accadrà lo stesso. Sceneggiatore, personaggio. Cioè, sì. Se tu ci pensi, il focus, no? Dei film, degli Avengers, dei Russo, no? Vabbè, oddio, più Endgame che Infinity War, è sempre Steve. Capitan America. Sì, Capitan America. Esatto, ok. Come si chiamano? McFeely e Marcus, ovviamente, avevano scritto tutti e tre i film, no? Sì, Waldron sì. Ha iniziato con Loki, ha proseguito con Strange, quindi quello che dici tu è sacrosanto e potrebbe essere effettivamente così. Strange, però Loki rimane Loki. E lo stesso vale per Shang-Chi. Shang-Chi hai Destin Daniel Cretton che ti dirige il film, capito? E là infatti, regà, lo dico qui, 10 a 1, 15, cioè no, 10 a 1 è tanto. È scontato, ho detto le cose sbagliate, è scontato che in The Kang Dynasty tu scopri che i bracciali di Shang-Chi sono un'estensione di qualche tecnologia di Kang proveniente dal 30° secolo. Ricordiamoci Kamala anche. Esatto, e anche Kamala ci sarà in The Kang Dynasty come importanza, secondo me, per il bracciale. Sì. E quello lo dico. Però io non mi... Allora, guarda, Strange ci può stare assolutamente, mi figuro anche un eventuale sacrificio di Strange nel modo di Stark. Sì. In modo o nell'altro, se c'hai il pizzetto, devi morire quando arriva la fine di un ciclo narrativo Marvel cinematografico. Quindi attenzione, speriamo che Peter Parker non si faccia crescere il pizzetto come nei fumetti di Spider-Girl nei primi anni 2000, perché se no mettiamo una grossa vabbè, tanto Tom Holland non cresce la palla, cresce come a me praticamente, quindi forse è salvo se noi lo applicano in prestito. Ah sì, Tom Holland che pur di non fare i film Sony se va a fare trapianti di barba si va a ammazzare per esempio. Sì. Ci può stare, però per il resto per me è difficilissimo pensare a chi avrà il focus principale di Avengers Secret Wars. Matteo che aveva pensato? Io a Richard. Focus principale? Sì, però non mi ricordo se Fantastici 4 veniva prima o... Prima. È a febbraio 2025, febbraio Fantastici 4, maggio The Kang Dynasty. Sarebbe coraggioso. Allora è molto difficile. Sarebbe coraggioso nel senso che hai appena introdotto il personaggio e devi avere veramente una fede infallibile nel film e nel fatto che il personaggio si prenderà tutto l'hype possibile e immaginabile dietro per dire ok, sì, rendiamolo il punto focale. Però sarebbe interessantissimo. Sì, io non riesco a non riesco a pensarci, forse Strange è quello che più facile da... cioè facile, non facile, perché in realtà non è facile neanche però... arrivarci, però più papabile se ci ragioni, però appunto devi comporre prima, io devo comporre, poi per voi, ma quanto vedete, io invece mi faccio molte più flippe mentali e probabilmente sbaglio, però io ho bisogno, capito, per arrivare a ragionare, per arrivare a quella roba là, di comporre prima tutta la scacchiera. E la scacchiera che cos'è? Sono Kang Dynasty, è tutto ciò che porterà a quell'evento. Quindi vedendo quella roba là posso arrivare a dire ok, cioè come per dire, posso adesso preventivare quella che potrebbe essere la trama di Deadpool 3, perché ho già gli elementi comunque, so già che cosa vogliono fare, cose così. Mentre io per adesso so solo che loro vogliono fare Secret Wars, quindi mi posso immaginare a grandi linee appunto le fazioni di supereroi e cose così nel Battle World, ma finita, cioè non vi posso dire. Io ti solo una cosa, se mi mettono in Secret Wars e lo chiedeva prima, ma sai che l'avevo letto il commento, ma perché sarebbe perfetto, cioè Manfing, contrariamente a quello che non pensano molto, perché giustamente non lo sanno, è legato al multiverso, cioè questo protegge il nesso tra tutte le realtà. Sì, non è il mostro, non è il mostro della palude e basta. Cioè... Bravo, tu immagina se fosse, non dico
coprotagonista, ma un personaggio importante nella trama, con i vendicatori multiversali che, grazie al nesso, grazie a Manfing, vanno a reclutare gli altri. Sì, me lo posso tranquillamente, ma sicuro, cioè, secondo me. Bellissimo! Secondo me, da morire. Io guarda, Ale, ti dirò, io l'ho dato per scontato nel momento in cui l'hanno introdotto, perché ho detto, ok, quota multiverso, e anche per Werewolf by Night, cioè abbiamo Manfing, che sì, era perfetto, perfettamente inserita. Quindi, perché c'è sempre la quota multiverso attualmente, cioè, vabbè, sempre no, però buona parte dei volte c'è sempre un elementino, quindi quota multiverso, vedi Miss Marvel, appunto. Ovviamente il Manfing MCU, non quella puttanata del film, vabbè, ovvio, no, del 2005. Ovvio. Chi cazzo gliene frega dell'altro Manfing? Cioè, abbiamo Ted, carinissimo, Ted, insomma... Muore Thor, no, la variante, il Thor principale, ok, anche perché comunque Hemsworth penso che ha lasciato anche lui intendere che vuole una chiusura per il personaggio. Bad sacrificio, anche vedere Bill in futuro sarebbe figo. Sacrificio eroico, arriva Loki conclude il suo percorso della serie, che diventa degno, prende il martello e gonfia Kang. Io ciao Fede, buonanotte. Ciao Fede, io beterei Bill è dai tempi di Guardiani 1, quando c'era la cosa, oh, ma è in una delle teche del collezionista, da allora che vorrei vedere beterei Bill nell'MCU. Guarda, è arrivato Manfing, che anche lui da tantissimo tempo lo anticipavano, arriva pure beterei Bill, arriva, aspettiamo, ma arriva. E peraltro questa cosa qua che dice il Barone, secondo me, un pochettino avvalora quello che dicevo io su Loki. Perché Loki, quello che abbiamo visto nella prima stagione e anche della seconda, è una variante comunque, non è? Sì. E quindi si ricollega anche al discorso personaggi multiversali. E peraltro non è neanche più probabilmente un villain, di base un eroe. No, sì. Adesso è reinventato totalmente e, come dice Ilaria, diceva prima, la chiave tutto quanto è la seconda stagione di Loki. Vediamo come la gestiscono. Penso ormai i trascorsi da antagonista siano finiti, cioè anche nella seconda stagione dovrà indagare. Io sono relativamente pessimista su questa cosa, mi immagino che la nuova stagione di Loki sarà soltanto la nuova stagione di Loki, e che ci avremo molto poco con cui avere a che fare. Non lo so. Calcola. Come la prima, nel senso che che potenzialmente è anche una cosa buona, la storia di Loki, e poi abbiamo un gancettino per il futuro, che poi magari più coerente. Posso dare un consiglio a tutti in generale? Provate a riguardare Loki prima del 15 febbraio. Ok. Perché il 15 febbraio? Perché c'è Pandemia. Bravo Ale. Mi piace. Oh, tra parentesi, fermo restando che siamo ancora un botto, anche se tardissimo, grazie mille a tutti quanti. Meno male, io ti mivo invece per stasera, perché ho detto, sai che cazzo gliene frega loro di starci a sentire i due? Momento spammone. Se volete supportarci, abbonatevi gratuitamente con Amazon. Donate. Io sono appena arrivati, donate. Che cazzo? Donate. Non state ancora donando? Sta citando i Griffin. Buttati, gli Avengers nostri vengono rapiti, inchiusi da qualche parte, metà di Secret Wars, c'è una squadra multiversale, infine i nostri noi e nuovi tutti insieme a Mega Orgia. No, guarda che non mi suona contro male. Kang, sì. La missione di salvataggio degli Avengers con un gruppo di supereroi che sembrano un gruppo di coglioni, sì, praticamente, perché sono tutti distaccati l'uno dall'altro, non mi suona male come cosa. E sai cosa mi ricorda? La puntata dei New Avengers della serie animata Avengers, i più potenti eroi della Terra, che era... C'era Kang di mezzo... Te lo ricordi? C'era Kang che vinceva praticamente, faceva sparire dall'esistenza i vendicatori principali, insomma Iron Man, Capitan America e così via, e quindi arrivava il segnale, Iron Man riusciva a mandare in giro per New York, banalmente solo New York, perché era meglio prendere quelli che ci avevi là, gli eroi li contattava l'Uomo Ragno, Wolverine, la cosa, oltretutto Wolverine che scanna dei Velociraptor, perché c'era... un casino con i viaggi nel tempo, ma apertamente io non me l'aspettavo, cioè proprio se porta presso il cadavere del Velociraptor. Insomma, questo team un po' sgangherato di vendicatori che litigano solo tra loro, stanno in mezzo Luke Cage, Iron Fist, che non c'hanno, Luke Cage dice se non mi pagano per cazzo, l'Uomo Ragno che è l'unico che cerca. Gian! Se lo chiede io, non mi fa dire di no. Maledizione, grazie.
grazie mille. Gian Maledizione, però, grazie. Però, sì, grazie, Gian Gian. Grazie, però, Gian, sì, Gian. Insomma, mi piacerebbe questa cosa, è un'ottima idea, Simone, cioè l'idea di prendere questo gruppo di eroi che un po' come nel primo Avengers deve diventare una squadra, però giochi sulla componente che vengono proprio da universi paralleli e magari hanno, nel caso per esempio di Wolverine o Magneto o Andrew Garfield, Dottor McGuire o quello che vuoi te, hanno anche dei franchise distinti con delle vite distinte che hai già visto proprio in stile primo Avengers, o magari sono solo delle versioni alternative di altri, però insomma l'idea di mettere insieme questa squadra che è un po' sgangherata e che deve imparare a collaborare insieme per salvare la squadra che idealmente avremo visto come bella, che è collaudata e funzionale nel film precedente, mi suona molto molto bene, cioè mi suona per anche a me tutto. Però non voglio vedere né Ben Affleck, né la Garner, né Nicolas Cage, né Snipes. Uno di questi ci sarà. Uno di questi. Tra questi, l'unico che accetta forse è Nicolas Cage, ma è già anche qua mi fa ribrezzo di una Simone, grazie mille Simone. Dicevi a lei. Io credo che se devono pensare a quello che gli frega di più con tutto, sì, Blade ha creato l'universo Marvel e tutto quello, cioè l'universo Blade. Marvel ha riportato, sai quanto cazzo gliene frega, secondo me tipo Cage, solo perché Nicolas Cage è un grande nome, loro vanno anche alla ricerca dei grandi nomi di quello. Poi c'è un altro aspetto che non abbiamo dato. Noi ovviamente stiamo tirando i nomi qua ed è cioè ci sta, è legittimo, però anche il discorso che facciamo è vabbè, ma sai che se li pagano fior fiori di quattrini, vedi come non accettano. Io questa cosa qua non la darei troppo. No, manco io non la do mai, manco io per scontata. Perché cioè, delle non, volte... non è detto che un Ben Affleck, che peraltro, capito quel fatto? Lui ripudia. Affleck no, per me. Affleck capito? Assolutamente che no. Ci sono degli attori che ripudiano quei ruoli. Sì, la Garner, che non tornerebbe mai come Elektra. Sì, a prescindere dai soldi. Ma poi a loro Wesley Snipes sicuro ci tornerebbe istantaneamente, sì. Per esempio, ma sai che cazzo gliene frega di chiamare Wesley Snipes? A loro servono i nomi che ti danno un certo impatto in sala. Sì. Per Snipes, dire, no? Snipes non devi neanche pagare. Esatto, viene così per la gloria al momento. volevo fare partire su Italia. Oh mio Dio. Nella sua mente ha flashato tutto il processo produttivo dei film di Blade e è partito definitivamente. Ale, crossover tra i Blade, che non lo fai? Ma no, ma sai che con Wesley Snipes che lo insulta. È questo, ma... è questo. Vengono lui. No, quanto è 2000 per tatuaggio? Cioè, secondo me è allora vero. Secondo me a loro non importa niente di avere questi nomi, che sono nomi che interessano veramente solo a noi. Nicolas Cage è il ponte tra i due mondi, nel senso che è un nome che interessa a noi, ma è Nicolas Cage. Sì. È un nome importante. Ghost Rider è stato visto come film e è figo come personaggio. Cioè, sì, vabbè, ma io voglio Luna. Se devo mettermi un Ghost Rider, voglio Luna. No, visto. Anch'io. Non voglio bene anch'io a Luna. Concordo. Non mi tocca a Gabriel Luna. Ma assolutamente, mio fratello, però a parte quello a parte quello, che anche a me piace un sacco Gabriel Luna, Robby Reyes mi piaceva. Parla con uno che sembra, cioè che c'ha un teschio metallico, Gabriel Luna, quello Robby Reyes, contro questo, la quintessenza del Chad, cioè di che stiamo a parlare? La moto con tutti i borchi addosso, però, con la moto con le fiate. Con quella voce, peraltro, la voce stridula. Ah sì, e pensa... Pensa a sta scena, perché loro poi quando hanno questi personaggi... La voce che ti aspetti dal Ghost Rider era proprio... Certo. Allora, Youssef dice, ma diventa Endgame 2.0. Secondo me ma loro vogliono Endgame 4.0. Youssef, ti faccio una domanda. Ti ricordi qual era il film di maggior incasso della storia del cinema prima che rimandassero Avatar in sala solo per poter dire che stavano facendo il sequel al film di maggior incasso della storia del cinema? Secondo te... Che vogliono loro? Sì, era via col vento. Oh. Era via col vento, sicuro. Regà, pensate alla biografia. Ghost Rider così, sopra la sua moto,
Wolverine, che in teoria non ci potrebbe stare perché pesa tipo 200 kg, è tutto da adamantio. Non è vero, vabbè, ma quella è una moto che... Vabbè, sì. E allora aspetta, una moto infernale in primo luogo. Secondo, poi la moto di Wolverine si era già visto in film Wolverine Origini, che lo reggeva, anche se comunque si abbassava molto, però una moto normale lo reggeva. E sopra la poi prendeva quella di Ciclope nei film di Ciclope, esatto. Appunto, cioè. No, sopra la moto ci metti Hulk di Lou Ferrigno. Scusa, okay, Nazio, aspetta. Hulk di Lou Ferrigno, quindi lui dipinto di verde. Poi mano Hugh Jackman. Fermi una cosa. È troppo pesante Wolverine per la moto di Ghost Rider, ma Hulk lo tiene perfettamente. Detto che è una moto magica, quindi una moto magica. Fai magia da moto. Che cazzo so io. Cioè, in effetti Hulk sulla moto del Ghost Rider è un po' come l'immagine del pagliaccio sulla piccola biciclettina. No, ascoltami, c'ha senso. Mette la moto magica di sto cazzo, questa se lo regali e dall'interno sta moto non c'è peso all'inferno. Ma è quello che ho detto io, sei tu che hai detto che Wolverine gli pesava. A posto, ci metti sopra sta moto, dietro nel poggiaculo posteriore, ci metti Hulk del Lou Ferrigno, quindi Hulk che si tiene, e sopra, aspetta, e Hulk del Lou Ferrigno in braccio, tanto ci riesce, si tiene Hugh Jackman, che fa Wolverine, e fa la Cannonball Special, la mossa lui, lancia dalla moto, Wolverine in fiamme. E va addosso a Kang, Wolverine in fiamme lanciato da Hulk. Però... del Lou Ferrigno, cinema. Ilaria c'ha ragione, ci vorrebbe il seggiolino per Hulk sulla moto. No, regà, la maggiore, oppure la motocicletta quella non state pensando quadridimensionalmente. La soluzione è Sidecar vicino a con Hulk pronto alla sarebbe orribile con Strider con la moto con la Sidecar. Ah, sì, esatto, ma poi oltretutto Hulk con gli occhiali per Nicolas Cage. Esatto. Poi puoi anche fare che ci metti Carter Slade di Ghost Rider, Ghost Rider a cavallo che faceva Generale Ross in Hulk e si incontrano e dicono mi sembra familiare. Bravissimo Alessio, è scritta la scena, mi sa che Ghost Rider ha visto dell'ata. Vado a chiamare Waldron, così va detto che in Ghost Rider Figlio di Vendetta abbiamo visto il Ghost Rider prendere, non mi ricordo che era, tipo una cosa da palla di demolizione o comunque roba, e trasformare il mezzo in un mezzo infernale. Quindi l'abbiamo anche visto volare a mezz'aria per ignoti motivi, fa così e gira sospeso così. Lui fa così, sta qui dentro. Otto allora... di Simpson come costa. Uè, ragazzi, proprio otto che sarà spugno della vendetta, pulmino dell'Atac. Ghost Rider lo infiamma e dato che è roba roba dell'inferno, aspetta. Ecco perché a Roma c'è sta un'interpretura. Esatto. A Roma piano fuoco l'autobus. Okay. Allora, no, pulmino dell'autobus. Ghost Rider lo prende, si infiamma, diventa più coatto e può volare. Dentro ci metti Manfing fa da portale del multiverso e loro con il pulmino infiammato vanno a reclutare gli eroi col pulmino del Ghost Rider. Cinema, regà. Con Wolverine che aspetta la fermata dell'Atac, sì. Guarda loro ci fa. Essendo dell'Atac, ovviamente, per chi non è di Roma, non è che ci abbiamo tutto questo grande amore per il trasporto pubblico, noi che viviamo a Roma, nelle sue funzionalità e cose così. Quindi non arriverà mai. ci sta Kang che sta là pronto per essere attaccato e si sente, attenzione, c'è un ritardo nel pulmino Ghost Rider. Devi aspettare lì. Comunque, adoro... Avengers dentro. Matteo una sola. Aspetta, Matteo, cervello gigantesco il tuo che hai connesso giustamente anche questo, perché io ero di Roma, il fatto che ogni 3x2 c'è tipo un periodo a Roma nel quale durante l'anno ogni 3x2 senti di un autobus che ha preso fuoco. Prendono sempre fuoco questi cazzo di autobus. Io penso che oramai la gente li prende come come meta turistica. Sì. È colpa di Cage. Giustamente è il contrario. Regà, sono preparato a costruire. 1 dicembre, 9 dicembre, 5 ottobre, 16 giugno, 8 maggio, 3 settimane fa, 21 sempre, novembre. Regà. È la pre-produzione, guarda, capito? C'è una pagina su Wikipedia! Porca puttana! Guarda quanti sono!
Cioè, c'è proprio una sezione. Ovviamente, ripeto sempre per chi non è di Roma, non c'è la gente dentro solitamente, no, non ci vederemmo così. No. Piano fuoco, è tipo, sai, Griffin, quando una combustione spontanea, cioè non si spiega com'è, piano fuoco così. Immaginate. Io quando vedrò Secret Wars, praticamente. Quando vedrai... Alessio quando vedrai... in sala, ah, sì, la scena, Alessio in sala, si apre un portale... Cra, cra, avanti miei uccellacci, it's Morbius time. Esce Morbius, l'avvoltoio è muerto, ipno chitarrista. Però in tutto questo, io mi do fuoco. In tutto questo, dico, l'idea di Eric Bana come l'unico maestro, secondo me è figa. Però vabbè, non so, non saprei assolutamente come incastrarla, però è figa. Improvvisamente vediamo anche Alessio il signor umana. Sì. Che devono avere tutti i difetti che avevano nei loro film. Quindi Hulk con una CGI ferma al 2003. Al 2003. Ghost Rider con la voce di merda e gli effetti del film del 2007. Sì. Quindi aspetta, abbiamo deciso stilisticamente è il Ghost Rider. Ciao, io. Non è successo sul serio. Mi è crollato tutto. Non è successo sul serio, ho fatto stilisticamente, sei crollato e sei tornato. Ok, no, cinema. Stilisticamente dicevo è il Ghost Rider del primo film o del secondo film? Del secondo, allora, che c'era meno budget. Piace tutta la vita il secondo, ma tutta la anche realizzazione. Però quindi anche fare i coglioni che rotea per l'aria, se lui che rotea, esatto. Però se proprio okay, allora... volare con la fantasia, quello del primo, perché è una merda. Però onestamente io a livello di costume, cioè a me piace più il primo che c'ha il chiodo, il secondo c'ha una giacca presa da Zara, normalissima. Come character design va benissimo, il problema è tutto il resto, cioè okay. La faccia, il volto, la voce, ecco, bellissimo. Lui che mio fratello. Come dimenticare questa scena meravigliosa? Come si fa? Però vabbè, comunque non è importante questa cosa. E, no, però mi è venuta in mente un'idea fighissima. Questa qua piacerà a tutti, questa qua, cioè io credo piacerà a tutti quanti. Io vedo, no, Alessio ride, ma in realtà ti piacerà seriamente. Sai cosa sarebbe figo? Se volessero fare un Battle World un po' più vicino invece a quello del 2015, no, a sezioni. Sì. Allora, noi sappiamo che Old Man Logan è una cosa, Logan è un'altra, perché per tutta una questione certo. Di cose. Avere l'Hulk maestro a capo di un settore e replicare, almeno esteticamente, Hulk contro Wolverine in Old Man Logan, con il Wolverine di Hugh Jackman, un Hulk vecchio, incazzato, cattivo, a me Bana. Suona come la cosa più fica del mondo. Però. Con Bana che fa l'Hulk maestro. Ci fai un film a parte. No, secondo me là dentro puoi mettere tanti mini film su cose che sai che non puoi fare. Quella è la cosa, non puoi farlo. Non puoi farlo perché devi fare il film più accessibile a tutti quanti. E quindi ho detto, ci deve essere... Quindi mi è venuta in mente st'immagine che penso sia figa. Però non credo sia attuabile. Proprio perché non penso che andranno per il Battleworld del 2015. Poi io, se mi smettisco... Credo che andranno per il Battleworld classico con un team di eroi dal multiverso in mezzo. Senti, non credo che ci avremo il Battleworld. Una cosa che faranno o che cercheranno di fare è che non potevi fare abbastanza bene nei fumetti, quindi una cosa che potrebbero anche migliorare, è prendere in prestito alcuni concetti dalle tie-in di Star Wars. In che senso? Mentre c'era l'evento principale, nel frattempo uscivano delle testate ambientate sui vari mondi di Battleworld, ok? Però non sempre tutte le cose convergevano nell'evento principale. Era un po' un difetto, per intenderci, perché tu dicevi, che cazzo le seguo a fare allora quelle? Se poi non hanno un'importanza, cioè sono accessorie. Tu immagina se in Secret Wars ci fosse un team, una forza di polizia, composto da varianti dello stesso personaggio. Perché c'era il famoso Thor Corps. No? Con tutti i Thor di tutti i multiversi, cioè di tutti gli universi. Tu immagini una cosa del genere applicata però a un singolo personaggio, o non Thor magari, cioè qualcun altro, e cose di questo tipo, e prendere effettivamente o creare delle mini sottotrame che poi convergono nel finale. Però appunto, ti ripeto, cioè tu puoi fare,
quello che mi stai descrivendo è potenzialmente tipo il Signore degli Anelli, che comunque c'ha un tot di personaggi che sono sparsi in giro per la storia, e gli devi andare presto. C'hai Frodo e Sam che stanno per cazzi loro, c'hai Aragorn e gli altri che stanno per cazzi loro, e tu li vai a seguire. Io credo che loro invece faranno proprio la cosa più tranquilla da seguire di sempre, sì, che può prendere più soldi possibili e immaginabili proprio per questo. Quindi io credo che, appunto, cioè io mi figuro Battleworld classico con il team dei supereroi. Non mi figuro un mondo che è effettivamente composto come il Battleworld del 2015, dalla sezione dove sono tutti Hulk, quella dove sono tutti da quell'universo, quella dove sono tutti da quell'altro. Io mi figuro un campo di battaglia e i supereroi che vengono... Per i tie-in, tu hai detto li fai all'interno del film, e se li facessero come altri film o serie TV di quel periodo, ovvero noi sappiamo che c'è Fantastici 4, The Kang Dynasty, pausa di un anno in cui comunque ci sono altri 4 film e altrettante serie TV, non è Avengers e Secret War. Non è abbastanza, a parte che andrebbero annunciate prima e mancano degli slot, ma quegli slot sono per cose della terra principale, cioè a parte che dovresti estendere molto aspetta, di più, aspetta, però no, aspetta, capito che dice lui, capito, ma dovresti estendere quella pausa tra The Kang Dynasty e Secret Wars, perché tu non puoi sai fare cosa? Secret Wars, puoi farmi i progetti di satellite tie-in, capito? Cioè anche perché non funziona come i fumetti, cioè non è che esce un Secret Wars ogni mese, capito qual è il fatto? Ho capito, però io dico la Secret Wars, scusa Ivan, è la creazione di Battleworld. Tu non la fai in Secret Wars, la fai in Kang Dynasty. Kang Dynasty finisce con le incursioni che distruggono tutta la realtà e si crea una sola realtà. Quindi, meno che quello che quello sì, ma tutto il resto come lo fai? Scusa, a meno che quello che tira, vai. No, non sia tutto prequel, per dire, a meno che non sia tutto o ambientato generalmente prima, insomma. Ma questa cosa qua l'hanno fatta con Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp, a meno che non siano tutti Ant-Man and the Wasp, non so quanti progetti ci stanno tra l'uno e l'altro, onestamente, perché io sono ancora rimasto che erano tutti e due nello stesso anno e poi non ci sono più nello stesso anno e io bestemmio. Uno maggio 2025, maggio 2026. Che coglioni. Però qui vabbè, non è che c'hanno tutto sto spazio potenzialmente. Non so quanto, cioè forse sì, qualcosa di serie TV, però non so quanta roba c'è in mezzo. Però sì, cioè, se fai qualcosa, a meno che non siano magari due, tre progetti. No, tutta una cazzata. Maggio sono luglio 2025, novembre 2025, febbraio 2026, e poi maggio c'è Avengers. Sono già prenotati sti cosi qua. Ci hanno le date prenotate, ma non ci hanno i film scelti, e altrettanti tre slot di serie TV. Tre progetti? Aspetta, serie TV, film, aspetta. C'hanno tre film e tre serie TV. Tre serie TV, no, allora aspetta, qua è un altro paio di maniche, perché se c'hanno tutta sta roba non puoi fare tutti questi so prequel, qualcuno si dovrà beccare in mezzo tutta sta roba, tre serie TV e tre film. Non dire le cose che hanno in cantiere, cioè anche le serie sul Wakanda, tutte queste cose qua che diciamo sono accessorie sulla carta non servono un cazzo, però... Aspetta Ale, però pensiamoci, sì, come è secondo me tranquillamente auspicabile, Kang Dynasty finisce col finale all'endgame che ti lascia tutto, in quel caso la creazione di Battleworld, per dire, la vedo dura che loro nel mentre dicono vabbè ma sti cazzi, parliamo del Wakanda, facciamo finta che non sia successo niente attorno al Wakanda, per dire, cioè credo che in quel caso saranno tutti col fiato sospeso nel sapere ok, il multiverso è andato a collassare su se stesso, c'è un Kang onnipotente che ha creato sta cosa, qualcosa di mezzo cioè, dovrebbe, magari un film o una serie può essere ambientato tranquillamente prima, per carità, o entrambi, sia un film che una serie, però sei progetti tutti ambientati prima di Kang Dynasty, non lo so su quello. È interessante come cosa, secondo me, c'è la possibilità di avere degli effettivi tie-in, okay, o comunque no, sarebbe, anche a me piacerebbe, meno che non siano proprio come, anche se tu la escludi diciamo per il momento, dei progetti su personaggi che non hanno ancora annunciato. No? Esempio randomico che poi passeranno subito dopo al grande evento finale che è proprio Secret Wars. Però sì, ok, ma se tu fai che in questo universo condiviso c'è stata una collisione con tutti gli universi condivisi, poi la vedo dura che fai una serie TV su prequel.
Cioè, no, ma come se nulla fosse successo, fai una serie TV su Iperione, cazzo che so, sullo Squadrone Supremo, fai finta di niente. Cioè, comunque è successa una roba che coinvolge, se è una collisione del multiverso, coinvolge tutti, cioè non c'è un angolo dell'universo che sta tranquillo per cazzi suoi, Sì. tutti, a meno che non, tutti questi progetti non fa. Ecco, l'ho trovata la soluzione. E quando Secret Wars è cominciato, tutte le testate finivano con i Vendicatori, cioè non i Vendicatori, il cazzo di quei supereroi, che Mondo, andavano. la terra che si schiantava. Andavano al portale nel Central Park, Ah, no? quello sì, anche quello. Entravano nel portale di Central Park, a meno che, cioè, volendo, possono fare che tutti i progetti finiscano con la collisione del Appunto. multiverso. Rischia di essere un po' ripetitivo, secondo me, fa che ogni cazzo di progetto finisce con lo stesso identico finale ogni volta, con In gente che si realtà è come affaccia se dalla l'avessero. finestra e vede i Se ci mondi che pensi, collidono. Ivan, se ci pensi l'hanno già fatto, lo schiocco, che è Sì. Ma uguale. quanti progetti erano? Non sei. No, sicuramente non sei. Non sei No, ma progetto, cioè, infatti non possono essere tutti. qualcuno magari sarà. Magari allora, su sei. Ma le serie TV è difficile, molto difficile. Le serie TV, a dirla tutta, sarebbero quelle che si presterebbero di più, secondo me, a fare l'eventuale tie-in, ma sappiamo bene che loro le serie TV. Vabbè, non voglio commentare Vabbè. la gestione delle serie TV. Però ricordiamoci che ci sono anche delle cose che noi sappiamo e che il resto della chat non sanno, no? Sì. No, Che infatti sto bisogna vedere cercando di se rimanere. effettivamente faranno, però a me ne è venuta in mente una. Ciao Simone. Grazie mille per la donazione, Simone. Grazie Che per tutto. si Grazie per inserisce Best Offer, per perfettamente nel discorso che dici tu. sì, ho Almeno capito, posso forse dire. ho capito. Se non, io non l'ho capito, ma mi sa che ho capito quello che dici. Aspetta. Però sì, insomma. Cioè, Se volete saperlo, abbonatevi. Se ho siete già capito. abbonati, cercatelo nel gruppo Vale, ma di Discord. Vai. gli slot delle serie sono anche. Aspetta, fammi vedere il messaggio qua. Non hanno le date prefissate. Ah, Ah, quello, beh, ok. No, oh no, pensavo a un'altra cosa. Io pensavo. No, ma quella là poi è trapelata quella che pensavo io. Credo sia trapelata. Oddio, vale. non lo Aspetta, so. scrivi in chat. Non No, posso, sto da quello telefono. Mi devo mettere a no. così Ok. praticamente. Vi sto Vabbè. dicendo così come le vecchiette. No, vabbè, uno speciale potrebbe essere al posto dello slot della serie TV. Potenzialmente sì, loro dicono. No, in Ma realtà magari, hanno fatto. magari. Cosa? Magari. Magari. Sì, potenzialmente sì, perché loro hanno detto estate 2025, Ah no, era estate trapelato, ho fatto la 2026. copertina. Sto pensando a Silver Surfer, a quello sto Ah, ok. pensando. Ah, Silver Surfer, sì, a voglia, Lo magari. speciale di Silver Surfer lo puoi fare, tanto lui è un personaggio cosmico, vedere la realtà che cambia alla fine del suo speciale è una cosa che può funzionare tranquillamente. Sì, puoi farlo. Magari sono cinque progetti, di cui due speciali solamente. Il Barone dice, se facessero un'unica serie tipo 10 puntate, dividendogli gli approfondimenti sui vari personaggi, Sarebbe What fichissimo, If ma non lo fatto faranno mai. bene. Sarebbe bello, ma. Terza stagione di What If potresti farlo, ma non lo faranno mai. Madonna santa, la terza stagione di What If, io già non voglio vedere la seconda, proprio la terza, mi devo beccare. No, sarebbe fichissimissimo, però la vedo dura, non lo so perché, però la vedo dura, nel senso che si vorranno anche tenere quell'hype, cioè non credo che loro andranno a lavorare nel mentre. Per dire, non credo che faranno una serie TV su Wolverine di Hugh Jackman durante gli eventi del Battleworld, per dire. Quindi non No, lo credo che, voglio. lo so, non credo che cioè, manterranno un certo hype per quanto riguarda i personaggi che saranno, come è stato con Infinity War. Infinity War era silenzio radio, ragazzi, sapevamo un cazzo dei personaggi, sapevamo di alcuni personaggi, Sì, avevamo è visto vero. Ant-Man, avevamo Ai visto gli altri, tempi. però. Quelli che Infinity War, cioè perdonatemi, Endgame, quello che Infinity War ci aveva lasciato come i protagonisti della cosa, cioè della cosa, insomma, del futuro, silenzio radio, non è che in Ant-Man and the Wasp abbiamo scoperto qualcosa su Capitan America o No, Iron ma Man, queste infatti cose qua. là è stato funzionale perché avevano due film ambientati sempre prima di Infinity War. O meglio, Ant-Man and the Wasp quasi contemporaneo. Capitan Marvel nel 95, no? Con scena dopo titolo di coda ambientata post Infinity War. Magari E ci sta bello. Adesso diventa molto più complicato perché sono ste cazzo di serie il problema.
Magari puoi fare che le prime cose che escono dopo Kang Dynasty sono cose, tanto sono sei, quindi possiamo dividerle tranquillamente a due a due. Le prime cose che escono sono prequel. Le cose nel mezzo sono, che ne so, appunto, Silver Surfer che va in giro con lo spazio e cose così, cose che possono potenzialmente avere a che fare, come no. E poi le ultime due cose finiscono con sto strabenedetto evento che è il finale della serie, del film, di quello che è, non lo so, con loro che vedono il mondo, con l'idea, con tutto che è un mega casino. Porca puttana, non li invidio per niente a quelli che stanno gestendo questa No, situazione, ma quindi ci sta effettivamente infilando l'idea un del secondo. potrebbero fare quello che faceva benissimo Agents of S.H.I.E.L.D. quando andava in onda, cioè il tie-in con l'evento principale. Sì, Non il tanto problema è che rendere la serie. l'evento principale qua non sono gli Helicarrier che vanno a salvare Sokovia, qua è il multiverso con lì della Appunto, appunto. realtà cambia tutti quanti, da zia May, no, zia Esatto. May no perché è morta, vabbè, qualche diverso sarà viva, tutti i personaggi vedono la loro realtà cambiare attorno a loro, quindi non è il genere di cosa per cui puoi fare gente che gira tranquillamente per strada come se nulla fosse, senza che sappiano cosa sta Vabbè, però si può succedendo. concludere potenzialmente anche con quello che dicevi tu, cioè veramente con l'incursione che arriva Però puoi final fare shot della serie. Sì, puoi farlo tre una o due volte, volte, lo so, lo so. non sei. Non mille Vedremo. volte, lo so, certo. Vabbè, vedremo. Comunque, figo. Io sono Sì. entusiasta Oh. per questa. Io direi, regà, abbiamo fatto Chiudiamo. tutto. Cioè, Sì. stasera spero vi sia piaciuta la live. Ci abbiamo ancora un po'. Ah, Ivan, insulta Batman 52 per Shoshlino super rapidamente. Batman del New 52. Ecco, grandi cose contro Batman The New 52. Posso insultare? Ok, sì, posso fare un insulto riguardo alla gestione del New 52 di Batman. Non so cosa gli abbia detto il cervello per quanto riguarda Mr. Freeze. Cioè, se vi leggete la corte dei gufi, leggendovi anche la storia che c'è di mezzo di Mr. Freeze, dove decidono, ma sai cosa? Il fatto che abbiamo creato questa backstory nella serie animata di questo personaggio con cui empatizzare, della moglie malata. Sti cazzi, era un pazzo ossessionato che ha preso una che manco conosceva e ha detto sì, è mia moglie, ma poi non è mai. Non so che gli ha detto il cervello. Sono completamente pazzi e si meritano una schicchia nell'orecchio, come minimo, Perfetto. dopo aver preso sta decisione. E quindi. Signore e signori, veramente doveva essere una live chill. All'ultimo abbiamo avuto la new È entry di vero. Alessio. Allora, quando c'è Alessio, ne approfitto, bombarde domande, facci topic anche in base a quello che penso possa interessare a lui. Quindi mi fa sempre piacere quando ci stai, Ale. Anche a me fa Quando molto vuoi, piacere, lo ovviamente a sai, tutti quanti noi fa il piacere link quando è sempre aperto. sì. Basta che non lo mando sul gruppo abbonati come stavo a fare l'altra No, sera. non Poi aperto in è generale, lanciato aperto uno chat sì. proprio Esatto. da live. Esatto, anche lo so pure mandare qua in chat. Di Quando vuoi, è nuovo. sempre Ma è un piacere. Anche possibile che per me. ogni live tu mandi quasi il link nella chat? Ogni live. Prima o poi statisticamente succederà, è la legge dei grandi numeri. Grazie mille perché oggi abbonamenti, donazioni, grazie mille a tutti quanti, veramente è sempre un piacere. E anche il numero di telefono. Luigi ha mostrato il numero di Sempre telefono. aperto, vabbè. Ale, Luigi ha Tanto mostrato il numero la di cosa è telefono che di Ivan. sì, io ve lo dico, tanto io non Bello. rispondo mai in nessunissimo caso, a meno che non mi stia arrivando un pacco dal corriere ai numeri che non ho segnati sul telefono, perché già c'ho voglia di parlare in generale con chiunque, figuriamoci se c'ho voglia di parlare con gente che non ho manco salvata nella rubrica, e quindi non rispondo mai. Se mi avete chiamato e non ho risposto, per quello non rispondo mai ai numeri che non ho salvato. Secret Wars. Esatto. Quindi. Allora, vi ringraziamo tantissimo per averci seguito. Mortacci fino alle 2:07. Grazie mille a tutti quanti, a tutte quante per abbonamenti, donazioni e quant'altro. E ci vediamo sicuramente giovedì. Vediamo domani sera se riusciamo a fare qualcosa di chill. Mercoledì non ci siamo sicuramente. E niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao. Buonanotte, grazie a tutti quanti. Ci sentiamo sempre Ciao. sul gruppo. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao.